benvenuti a una nuova puntata di Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano e in Italia e anche all'estero, tra l'altro. E in italiano all'estero, sì. Sicuramente anche il primo gioco di ruolo in italiano e in Cina. Non siamo un gioco di ruolo. Tra poco saremo anche un gioco di ruolo. Papà, da grande posso fare il gioco di ruolo? Devi sì, fare figlio mio, ti insegnerò a suonare il gioco di ruolo. Comunque, quello che state ascoltando è appunto Fumble. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove potete trovare tutti gli episodi di questo podcast e degli altri podcast che produciamo. Potete diventare soci, potete fare delle donazioni e... recensioni. Potete lasciare delle recensioni su iTunes a 5 spore, dato il gioco di stasera. 5 spore. Condividete il video su tutti i canali social che conoscete e che usate abitualmente. Telegram, WhatsApp, non importa, basta che ci facciate conoscere. Questa sera è una sera molto importante per me, perché finalmente riesco a giocare a The Genesis, che è questa bella... Spada fiata che ho comprato l'anno scorso e è un anno che... Voi dovete sapere che Claudio non è riuscito a giocarci per un anno e quindi ogni tanto, se racconta Giulia, che lui venga qui di notte da sonnambulo e si appoggi con la guancia sul manuale e si addormenti come non ha mai dormito nella sua vita. No, però ogni tanto lo apro, lo guardo perché è molto bello. E per fortuna però c'è Stefano Panza che ci fa giocare una demo di The Genesis questa sera, che tra l'altro uscirà per la Weird Edizioni in italiano tra qualche mese. Io sono in dovere di dire un solo messaggio, cioè ciao Gianni e ciao Claudio. Ah! Purtroppo non sono qua con noi per motivi di lavoro. Succante. Così molto allegramente. Hai esplicitato quello che io implicitavo. Ma ti vogliamo bene, succante. Oltre a questo è una bella serata anche perché finalmente ci sono arrivate le birre a tema vichingo. È arrivata una valangata di birre, sono tutte diverse, sono tutte estremamente belle. Io la Wesen Doppelbock. Io ho letto solo quant'era la gradazione alcolica, era la più alta, l'ho presa. Io ho preso una Warrior IPA, non so ancora che differenza ci sia da una IPA, però c'è un tizio a petto nudo su una biga, anzi un carretto trainato da due capre. È Thor? Sì. Ok. Capretto. Me lo immaginavo più grosso. Avrei da ridire sul fatto che il mio Olnir non è la Marvel. La mia Olnir mi ispirava una cifra come nome, ma sono un 5 gradi a 3. Che schifo, bro. Ma cioè, ti elettrizza. Andrò di Heimdall. Comunque, grazie al Coboldo che ce l'ha mandata. Posso dire che è un Coboldo perché ha fatto più volte il Coboldo con me in demo di Clotos. Quindi, grazie a tutti i Coboldi che ci ascoltano. Ma adesso è arrivato il momento di lasciare la parola a Stefano che ci racconta due cose su The Genesis, dato che l'unico ad aver letto il manuale al tavolo oltre a lui sono io. Qualcosa di sé. Letto almeno. E poi possiamo iniziare. L'ho letto. Quindi eventualmente mi potrei bacchettare su qualche... No, non credo, perché io mi dimentico le regole. Quindi. Perfetto. Ma le regole qua in questo caso è tra virgolette secondarie, tra virgolette, perché giustamente senza regole comunque non si può andare. Io ho dei pallini, pretendo ci siano delle regole. Quelli li vediamo dopo però, perché altrimenti non andiamo avanti. Roba se ne avalla. No, è giusto, perché giustamente se uno deve interpretare, deve fare qualcosa, deve anche sapere cosa ha sotto mano. Sì, ma... Niente, allora, cercherò di fare un sunto il più veloce possibile, senza però tralasciare troppo, perché il bello di questo gioco è proprio la particolarità dell'ambientazione e soprattutto la particolarità dei vari personaggi. I temi di scontro in questa ambientazione sono diversi, si possono avere diverse letture e poi lo capirete anche voi giocando. Sostanzialmente è banalmente è un post-apocalittico, così per darvi un'idea. In realtà vedrete che ci sono molte sfumature in più. Siamo nel 2595, nel 2073 è successo l'Apocalisse, quella che viene chiamata Eschaton, ossia una pioggia di meteore che ha colpito tutta la Terra. Quello che si sa, o almeno i superstiti per quelli che noi sappiamo essere tali, sono sostanzialmente l'Europa e il Nord Africa. E basta? Per quello che si sa. Basta. I vostri personaggi non lo sanno, ma diciamo che a livello di storia le prime notizie erano il Sud America che veniva bombardato da queste meteore e piano piano
tutto il resto del globo è stato distrutto o barra isolato. Qual è stato sicuramente il punto zero? Di preciso non è ben precisato, però ai superstiti poco importa, tra virgolette, perché effettivamente è stato poi colpito tutto, con una differenza leggera sull'Africa, dove in realtà la meteora più grossa è arrivata con un'inclinazione tale da frantumarsi nel cielo prima di colpire effettivamente l'Africa e creare un cratere, come così invece si trovano all'interno dell'Europa, che comunque è stata colpita anche lei. Però la maggior parte è successo per l'aftermath che c'è stato dopo. Sì, esatto, ma si hanno avuto delle si sono avute delle conseguenze un po' diverse, mettiamolo così. Delle altre zone della Terra non si hanno informazioni, quindi si suppone che siano tutti morti. Ne approfitterei quasi quasi, anche se non è molto telegrafico, a recuperare la mappa, giusto per darvi un'idea. Mappe. Tempo, ti chiedo, 500 anni sono passati comunque che è stato di qualche giorno esattamente, sì, è stato abbastanza veloce, immediato comunque. Ecco, la cosa particolare è che se è successo tutto nel 2073, quindi eravamo comunque a un livello tecnologico abbastanza elevato, avanzato, considerate che per esempio uno degli elementi principali che poi verrà ripreso anche all'ambientazione è quella che noi conosciamo oggi come internet, ma che nell'ambientazione viene chiamata stream. È una sorta di internet che iperconnette tutte le persone. Quindi tutte le persone avevano modo di iperconnettersi già in automatico su questa fantomatica internet, quindi per darvi il livello tecnologico era molto avanzato. Il fatto che una pioggia di meteore non sia stata né A prevista, B non sia partito nessun tipo di sistema di difesa, è uno dei tanti misteri che vanno a riempire tutte le ambientazioni del Genesis. Che però sono 500 anni a cui nessuno ha trovato una soluzione che si sa. Ecco, questo è una sfumatura che va a colpire alcuni gruppi di persone che si possono essere più o meno interessati sul passato, altri giustamente hanno pensato alla sopravvivenza, altri no, e poi lo vediamo. Però giusto questo per darvi l'incipit e farvi capire che l'ambientazione ha molti livelli di lettura e anche dei misteri che diciamo nell'ambientazione in parte vengono risolti, ma per la maggior parte vi danno degli elementi su cui creare delle teorie, ma comunque diciamo che il gioco di ruolo sta andando avanti con nuove espansioni e piano piano qualche risposta la si sta ottenendo piano piano. Diciamo che per chi vuole spinge molto il narratore, ma anche i giocatori ovviamente mano a mano che conoscono l'ambientazione, a interrogarsi e a scoprire degli elementi, degli indizi sull'ambientazione stessa. Ripeto, nel 2073 è arrivata questa pioggia di meteore, ha distrutto praticamente tutto. Anche la conoscenza di fatto è andata perduta in questi anni, perché uno, banalmente, il grosso dell'informazione ormai viaggiava online, quindi persa quella, si è perso gran parte, ma soprattutto perché dal 2073 in poi sostanzialmente si è ricaduti in una situazione molto primordiale, in cui l'unica necessità era sopravvivere e recuperare cibo, quindi sicuramente non era ricordarsi cosa è successo precedentemente o storia, arte e cultura, questa era proprio stata messa nel dimenticatoio. Si sa più o meno in passato quant'era la popolazione? In generale, cioè, è morto tipo il 90% delle persone? Sostanzialmente ipotizziamo una crescita più o meno come graduale, come sta avvenendo oggi. Tieni solamente l'Europa e il Nord Africa. Ok, che però non sono state, quindi sono state poco toccate. No, sono state comunque toccate, quindi anche lì effettivamente la popolazione. Però famiglie sono rimaste insieme, quelle che sono sopravvissute. Quelle che sono sopravvissute. Mm. Infatti, dopo il 2073 l'obiettivo è quello appunto di sopravvivere, ma come fai a sopravvivere in una società che è stata frammentata? La società non ci sono più, le nazioni non ci sono più. La gente ha iniziato a raggrupparsi prima in piccoli comunità, poi in villaggi, eccetera, eccetera. La crescita a livello di civiltà e se vuoi anche tecnologico è ovviamente completamente disomogenea, perché proprio perché ognuno hanno le centrali elettriche e dall'altra non sanno manco costruire un mulino. Considerate, scusate appunto gli effetti sulla telecamera, però
questa è la mappa principale di quello che si sa del mondo. Rosso è il mare, nero è la terra, giusto per darvi un'indicazione. Ah, ok. No, perché altrimenti stai vedendo il coniglio o l'anatra tu? La lettura iniziale è un po' particolare. Come vedete, questa è l'unica zona che si conosce ormai. Il nord Europa, peraltro, è una barriera di ghiaccio. Considerate ovviamente cambiamenti climatici massivi, enormi. Anche la parte, anche l'Europa, per esempio, anche parte l'Italia non è più come la conosciamo noi. Il Mar Mediterraneo non c'è più, è un bacino. Gli si è ingrossata la caviglia, praticamente. Esatto, esattamente, si è ingrossata. Capita con l'età. E meno pausa. Ci sono dei crateri principali che sono Pandora, Usud, Suffrans, Mirar e Nox in Italia. Il nome che hanno scelto in Italia, complimenti. In realtà ha un senso. Nox, notte, gran parte, soprattutto la parte ovest dell'Italia, da parte degli Appennini, è completamente ricoperta di ceneri. Quindi c'è tutto, qualsiasi elemento che trovate in questo gioco ha un perché. Ha un perché, sì. Anche se di ambientazione, cioè le hanno chiamate perché le comunità è come la chiamiamo, non è più quel nome legato, vecchio, esatto. E hanno deciso sul nome da più questa parte. Ovviamente c'è l'oceano ed è difficilmente solcabile con la tecnologia che abbiamo. La parte dell'est Europa c'è un muro di spore, poi mi spiegherò un po' cosa c'è. E qua invece c'è quello che viene chiamato Psychore, e anche qui è una cosa molto particolare, si suppone sia dovuto proprio alla frammentazione di questi del meteorite che è caduto e si è frammentato nel cielo. Chiudo perché altrimenti non c'è. Bella mappa, mi ha fatto venire mal d'occhi però guardarla. Ci si deve abituare un po'. È fighissima invece. No, sì, era quella, sì, bella, ma crea un effetto di cosa è acqua e cosa è terra. Allora, sostanzialmente, come dicevo, non essendoci più strutture di Stato organizzative, la gente si è dovuta riorganizzare da sé, trovando delle strutture sociali ed economiche in modo autonomo. Queste strutture sociali vengono chiamate culti, ma non perché necessariamente hanno un sottofondo religioso, ma semplicemente il nome che gli è stato attribuito. Ci sono diversi culti. I principali sono quelli che vi illustro adesso. Ci sono poi culti minori che vengono chiamati genericamente clan, e anche qui il livello tecnologico di ogni clan varia da zona a zona. Si può trovare il clan che è rimasto nella zona primitiva ed è cannibale, al clan che, fortuna sua, magari è stato poco intaccato dalle esplosioni, ancora magari tecnologia avanzata. O il clan che si è formato da tipo quelli che lavoravano alle poste, che non esistono più, che sono a livello tribale. Esatto. O magari hanno anche tecnologia avanzatissima, ma non sanno che farsene. Magari la usano come minimoli. Il boss attaccato al collo. Sì. Allora, faccio una carrellata, spero il più veloce possibile, ma è necessario per capire effettivamente dove state e soprattutto con chi andrete a interagire. Perché questo è molto importante. Allora, il primo culto sono gli spitaliani. Cerco di... la vedo dura, però ci provo. Ce l'hai sul computer quella? No, questa è una tutti i manuali, altrimenti esatto. Non finiremmo più. Sostanzialmente gli spitaliani nascono come un gruppo medico, sono dei medici. Ah, figo, clan di medici. Con una differenza. È un culto, è un clan. No, culto, perché i culti sono quelli più conosciuti, esatto. Con una differenza, perché quando i meteoriti sono caduti sulla Terra, dopo un po' hanno rilasciato una sostanza che è andata a intaccare il terreno circostante, lentamente sono cresciute delle formazioni fungifere, dei funghi, che nel tempo hanno creato delle specie di bozzi, come degli ovuli, lasciati lì, giungono a maturazione, seccano, il vento le frantuma, polverizza, e allontana le spore in una zona sempre più ampia. Ok. Il terreno viene di fatto depaupurato dalle sostanze nutritive da parte di questi funghi, che piano piano quindi si affossa, allargando sempre di più il cratere. Dei funghi molto aggressivi. Esatto, la dimensione del cratere quindi piano piano tende ad allargarsi. E questo sarebbe un problema fino a un certo punto, se non fosse che queste spore iniziano ad intaccare anche le creature viventi. In particolare, tu medico, visto che farai il medico, lo sai bene, vanno a interagire direttamente con il DNA.
considerate che la, direi il 90-99% dell'ambientazione di The Genesis non è basata su, un, su una presenza di magia, non c'è magia, ma sono tutti effetti biologici, se volete. Okay. Più c'è anche una parte mistica, però gran alla parte Parasite, cioè un mitocondri sviluppati dai popolaggianti. Sì. Qualcosa un po' ovviamente più realistico, magari, ma il taglio, esatto. C'è della fisica un po' più studiata. Ah, esatto, diciamo, okay, che il taglio del gioco è, per quanto possibile, anche in questa ottica un po' estrema, molto realistico. Anche nelle interazioni tra le persone, il taglio è molto adulto e molto realistico. Dicevo, l'interazione di questa sostanza con il DNA genera ovviamente cose non piacevoli. Alcuni di questi sono appunto i campi di spore, che sono appunto spore che piano piano avanzano sempre di più. Ma soprattutto, diciamo che l'interazione sull'uomo è di due tipi. Se un bambino, quindi, o una madre, una donna incinta, si trova nelle vicinanze di un campo di spore, quindi viene infetta dalle spore, e il bambino continua a crescere di fatto in vicinanza di, queste, di questo campo, diventerà piano piano una creatura diversa dall'uomo, tant'è che voi scienziati l'avete definito Homo de Genesis, quindi una sorta di avanzamento tra virgolette, anche se avanzamento normalmente fa pensare a qualcosa di positivo, del genere umano. La cosa molto particolare è che la creatura che si andrà a formare dipenderà dalla zona di provenienza della persona infetta. Mi spiego, non ci sono più nazioni, ci si è suddivisi idealmente parlando in zone di culture, quindi c'è una zona di cultura omogenea che quindi viene identificata con, okay, un nome. Per esempio l'Italia non c'è più, c'è quello che viene chiamata Purgare, da Purgatorio, proprio perché l'Italia ormai è una zona che ricorda molto il Purgatorio. Quindi se io, nato a Purgare, quindi di cultura Purgare, vengo infetto, diventerò da bambino, se la trasformazione, diciamo così, avanza fino allo stadio finale, diventerò una creatura legata a questo territorio, ancorché magari io venga infetto nella zona dell'Europa centrale. Quindi c'è un legame tra la spora e in qualche modo il DNA, la zona di provenienza, non solo il DNA ma proprio la cultura di provenienza del soggetto umano. Diversamente invece, se viene infetto da adulto, e a questo punto torniamo sul discorso che mi avevi chiesto, quindi delle spore, lo vediamo poi nella scheda, in quel caso si tenderà a un livello estremo a diventare quello che viene chiamato leperos, una sorta di lebbroso, quindi che perde per la gran parte la propria autonomia di raziocinio, ma sembra, e qui voi state cercando di studiarlo, di riuscire ad assumere una sorta di coscienza diversa, quasi una sorta di mente alveare tra di loro, o con qualcosa tra di loro, che fa intuire che queste creature legate alle spore in qualche modo non siano una forza brutale animale e basta, ma che una sorta di mente ce l'abbiano. Altro mistero, mettiamo lì. E quelli che crescono da schifo, cioè da schifo, da poveri, da sporificati, da bambini, vivono nelle società normali o vengono tipo buttati fuori? Questo è un altro degli aspetti molto delicati, nel senso che ovviamente la famiglia di origine non è sempre così, ovviamente, ma il rapporto soprattutto della madre, uccidere il proprio figlio, no, abbandonarlo. Però esiste, quindi possono vivere in alcuni punti, considero che il bambino all'inizio, quando è piccolo, non ci si accorge, tende però ad avere un comportamento molto strano, normalmente è molto apatico, non ride, non piange, ed è molto molto vorace del latte materno, a volte addirittura violento. Quindi questi semmai sono i primi sintomi, che però una madre tende sempre a minimizzare. Chiaro. Quindi diciamo che può capitare che una famiglia tende in qualche modo magari a isolare il proprio bambino, soprattutto se magari ci si trova in comunità rurali, in cui comunque l'interazione sociale è magari anche relativa. Quindi in alcune situazioni, alcune sacche di
di umani pericolosi in giro nella comunità ci possono essere, ancorché poi arrivati a certi livelli il bambino può iniziare a manifestare delle fisicamente, sia fisicamente sia chiamiamoli poteri, ma comunque un'interazione strana con tutto ciò che gli circonda, che a quel punto è difficilmente nascondibile. Torniamo a noi. Gli ospitaliani ovviamente sono medici, ma dovendo interagire anche nelle zone appestate, chiamiamole così, infette, devono anche interagire con delle creature che non sono proprio amichevoli, ergo sono diventati un corpo paramilitare di fatto, quindi una struttura fortemente gerarchizzata, ma votata comunque a studiare cosa è la spora, qual è l'interazione con l'uomo e se possibile una cura. Quindi come l'ordine degli ospedalieri medievali. Sì, anche se qui il richiamo al nome non è legato all'ospitaliano, ma Spital è il loro headquarter, che è una città in Europa dell'Est. La cosa particolare, lo dico subito perché chi sarà l'ospitaliano poi lo vedrà fisicamente, lo vedrete anche voi, una delle cose che caratterizza, non tutti devono averla per forza, però spesso volentieri ce l'hanno, è una lancia, molto lo splayer molto enorme, con una lama bella grande, peraltro utilizzabile anche a chiusura e apertura per aggiungere danno, ma l'estremità opposta permette di aggiungere dei moduli. Uno di questi moduli viene chiamato mollusco, è sostanzialmente un cilindro di vetro al cui interno viene messo un muscolo di bovino che è stato volutamente infetto da spore a un livello tale da mantenerne comunque un equilibrio molto precario, controllato fino a un certo punto, e inserito all'interno di questa capsula immersa in un liquido comunque nutritivo perché altrimenti andrebbe a marcire. Questo perché hanno studiato che le creature infette, proprio per quel discorso di legame quasi mentale, entrano in una sorta di sintonia armonica con altre creature o comunque presenza di spore attive. Nel senso, se io dovessi andare in giro con un sacchetto di spore, il tuo mollusco non rileverebbe nulla. Nel momento in cui questa spora inizia a interagire con il mio corpo, allora si agita. Il mollusco inizia ad avere delle contrazioni. Quindi è una sorta di canarino, come si usa nelle miniere. È già inquietante. Esatto. Un po' tipo la radiolina di Silent Hill. Una cosa che può interessare all'apocalittico. Che sta lì, manto, che sta via. Sì. Come? poi lo spiegherò poi, ma diciamo che la spora, quando se viene raccolta prima che si sbricioli al vento, di fatto è un bozzolo che se viene forato e inalato contiene spore che vengono di fatto inalate per scopi duplici. Uno ludico, di fatto è una droga, ma dopo una fase ludica ci sono anche effetti corporei effettivi, tipo maggiore resistenza al freddo piuttosto che sensi aumentati, e questo anche in questo caso gli effetti variano da dove è stata raccolta la spora. Anche in questo caso, se è stata raccolta in ma ti corrompe? Cioè ti infetta? Ovviamente diciamo già che ti vedo con sette boccette nella camicia. No, la prima volta è gratis. Perché sono solo le spore, quelle sbriciolate che infettano. No. Allora, diciamo la spora è quella lì. Cioè dentro c'è già polvere. Ok. È polvere bianca. Diciamo che l'infezione avviene sempre per via aerea. Però deve essere prolungata. Sì, diciamo che... Ok, non che se ti arriva un po' di spore in ali sei infetto. Per quello dicevi, quelli che vivono vicino ai posti. Non è il virus T. È tipo l'amianto. Polverizzato, sì, che sì. Vola col vento e si autoriproduce, ma solo che l'amianto non te lo sniffi. Però sì, non volontariamente. No, l'idea se facesse qualcuno se lo sarebbe sniffato. Esatto. È per questo che ti dicevo appunto che se un spacciatore di droga, come possono essere per esempio gli apocalittici, va in giro per uso personale, non lo percepisco. Non lo percepisci, che ovviamente è illegale. Anche qui da zona a zona, c'è la zona magari anche un po' più tollerata, però ovviamente per voi è illegalissimo. Quindi la scatolina... No, scusate, io non vorrei monopolizzare con le domande, ma secondo me, ma tipo io che trovassi uno corrotto in un posto che non è mio, ho l'autorità di prenderlo e portarlo via, oppure... Se non ce l'hai, te la prendi l'autorità. Ok, è importante per me. Allora, ovvio che
Io adesso ti sto rispondendo in maniera abbastanza stereopatizzata, cioè stereotipica. Perché è ovvio che poi dipende dal contesto, dipende da che grado sei, dipende da tanti. Però in un posto dove magari è legale girarci in giro, oppure ti danno una pacca sulla spalla, potresti comunque volerlo fare, ma trovarti magari contro la civile della zona. Perché dipende sempre da... Valuta tu. È tipo il paladino, più o meno, per quel tipo lì, quello stereotipo. Allora, in realtà, l'altra cosa che volevo dire è che i culti... anche qui offrono parecchi livelli di interpretazione. Non c'è il culto dedicato solo e unicamente alla scienza, non c'è il culto dedicato unicamente alla forza bruta. Ci sono al proprio interno delle strutture gerarchiche che permettono molto di personalizzare i propri personaggi. Tu potresti, nel tuo caso, per esempio, sei un ricercatore, ma ci sono ovviamente quelli che vanno a combattere fisicamente le creature. Chiaro, chiaro. Quindi, però diciamo che l'ideale del culto, anche se tu ci puoi anche non attenere troppo, è quello di massima, una sì, trovare una cura e studiare le spore. Però anche lì non tutti gli spore. Poi magari a me non me ne frega niente delle spore, voglio che il mondo bruci. Però... anche perché non tutti gli spore sono gli stinchi di santo. Perché se ne era mai chiaro, chiaro. No, però comunque c'è l'idea di come cultura che se è votata. Diciamo scienza, che tu è la scienza. Okay. A volte la scienza implica anche fare esperimenti sugli umani. Ma vabbè. No, questo per dirti che non ci sarà. Ci sono le sfumature. No, esatto, non sei necessariamente il buono. Smettila di dargli suggerimenti, è già di base così. Non ha bisogno. Io sono d'accordo, è come facciamo il mondo adesso. È come se fossi cattolico. No, era per dire che c'è chi aiuta i poveri e c'è chi dice no, buttateli a mare. Il buono, non c'è il cattivo. C'è tantissima sfumatura di grigio e di altre schifezze. Passiamo avanti, siamo fino a più. Di grigio e altre schifezze, secondo me dovrebbe essere il sottotitolo del episodio. I cronisti, che sono costoro. Chi è cronista? Banalmente, prendete, quello che ci darà una missione. Prendete un nerd e mettetelo in una zona apocalittica, post-apocalittica. Il suo scopo iniziale non era tanto sopravvivere, quanto raccattare pezzi di tecnologia del mondo passato. Perché sono oggetti magici. No, vuole in realtà vuole riuscire per quanto possibile a recuperare parte dello stream, quindi dell'internet, per recuperare informazioni, se possibile capire cosa è successo e se possibile capire cosa sta succedendo. Cosa farebbe il nerd in una cosa post-apocalittica? Cercherebbe di recuperare Wikipedia. Esatto. E Fumble che va in stream. E Fumble, ovviamente. Ma lì probabilmente è la spora. Il risultato qual è? È che nel tempo loro sono diventati, possiamo dirlo, quasi detentori dell'informazione, perché mentre gli altri appunto sono riusciti a barcamenarsi nella sopravvivenza eccetera eccetera, loro hanno acquistato informazioni che nel tempo, quando poi anche le altre civiltà si sono stabilizzate, iniziano a valere hanno parecchio. Capito che in effetti sono fondamentali, da che più del cibo. Da lì hanno iniziato anche a definire, a coniare una forma di moneta che sono le cambiali Draft Chronicles. Stampano direttamente loro, quindi oltre ad avere un potere informativo hanno anche un potere finanziario economico. Ciao. Esattamente. Che ovviamente sono gli unici, o forse gli unici tra i pochi al mondo a poter stampare gli spore coins. L'altra cosa particolare è che hanno perso un po' di nerdaggine in 500 anni, sono diventati più studiosi che nerd. L'altra cosa particolare è che, se avete visto le immagini, loro sono ghindati in maniera molto particolare. Maschere, non gli si vede il volto, hanno sempre delle attrezzature tecnologiche addosso. Questo per un motivo molto particolare: il culto di per sé si è autodefinito non armato, si è autoregolamentato come non portatore di armi. Questo perché, se hanno necessità di entrare in una città per riuscire a trovare elementi tecnologici del passato, devono presentarsi come non pericolosi. Quindi se si dovesse... E ormai si sono fatti una reputazione che di solito li fanno entrare, anche se effettivamente sono pericolosi. No, tecnicamente non hanno un potenziale di fuoco, chiamiamolo così, tale da poter creare dei problemi. Però ma sono come il genio di Aladdin. Però, ma vengono trattati nel mondo tipo i giornalisti? Ma non sai come possono essere. Sono considerati in maniera, anche qua, la considerazione di un cronista dipende dal tuo livello di civilizzazione. Chiaro, ti spiego anche il perché. Il motivo per cui loro si agghindano, qua arrivo al pezzo di prima, è perché se in una zona civilizzata loro possono dire fateci entrare perché non siamo pericolosi, in una zona di barbari dire fateci entrare perché non siamo pericolosi, questi qua ti mangiano le ossa. Esatto. No, è arrivato il Just Eat. Esatto. Ti ha ordinato la Just Eat. Ma io non ho preso l'aragosta, dobbiamo togliergli il metallo da addosso. Quindi loro si agghindano così
e utilizzano degli amplificatori, hanno dei distorsori vocali per incutere timore. Loro nelle civiltà più primitive vengono considerati quasi semidei di fatto. Fate l'arco. E quindi loro diciamo che sono considerati un po' dalle civiltà più avanzate, in modo comunque gli si dà comunque importanza, perché loro hanno importanza, perché hanno informazioni. Capita che si trovino anche in posizione di consigliere all'interno di una città. La città principale del centro del centro Europa, che si chiama Borca, dove c'era la Germania, c'è una zona molto ampia. La capitale è Justizian, è la città più grossa del mondo nord che conosciamo, nord Europa intendo, e da lì si è costruito una zona, chiamiamola sicura, chiamato protettorato, che nasce un po' dall'aiuto tra i cronisti e i giudici, che poi vi spiegherò. Quindi sono anche importanti socialmente, ma anche pericolosi, perché hanno le mani impastate ovunque, quindi prima di iniziarsi a scherzare con un cronista normalmente ci si pensa un paio di volte. A meno che non sei un barbaro e gli mangi le ginocchia. Però lui a quel punto utilizzerebbe i suoi trick per farti un po' di paura. Cerco di velocizzare perché altrimenti non ce la facciamo più. Altro gruppo sono appunto gli Helvetici. Nessuno di noi? Boia. No, sono sostanzialmente i residui della milizia elvetica, quindi svizzera. Il nome è Hel. Sono un po' più fighi, però. Sì, il nome vi faccio sottolineare che è Helvetici, quindi da inferno, proprio perché sono sopravvissuti a un inferno, alla pioggia di meteore. Loro erano sottoterra, di fatto, nelle Alpi, nelle strutture, nei bunker delle Alpi, che nel tempo hanno ampliato, hanno creato strutture, cunicoli, eccetera, eccetera, e lì sono riusciti a sopravvivere e a costruire una società molto, molto forte, molto avanzata. Militarizzata. Militarizzata, estremamente militarizzata. E se tu passi da lì, ovviamente paghi gabella. Cioccolato. E quindi loro sono molto militarizzati e sono utili, tra virgolette, a tutte le zone circostanti, perché rendono sicuri tutti i confini. È anche obiettivo loro mantenere sicuri i confini, anche e se hanno le banche. Zona... Ma le banche le hanno gli altri. Esatto, le banche le hanno gli altri, però loro hanno i soldi, perché voi se passate da lì, devi pagare. Però sono rimasti esperti nel fare buchi. Esatto. Sono ingegneri molto, molto abili. Poi col martello. Esatto, questi arriviamo ai giudici che dicevo prima. Che qualcuno di voi? No, non ci sono giudici, perché si, come dicevo appunto, si trovano principalmente in Borca. Di fatto questi sono... C'è stato il fondatore, che è stato il primo a cercare di portare un po' di giustizia nel mare magnum di barbarie che c'era. Nel mondo di... È l'inquisitore di Warhammer. Nel mondo di Mad Max. È una roba del genere, quasi. Come aspetto. Di fatto lui si è presentato... Mi sembra che il cappello così fa sempre... Storicamente, dici? Fa fico, non so. Fatto sta che lui per primo ha iniziato a portare un po' di giustizia, quindi questo tra virgolette è un po' il paladino, anche se poi nel tempo si è un po' distorta l'idea. E da lì ho emuli a non finire, perché comunque era insomma l'eroe. E hanno creato una società. E piano piano si sono riuniti, hanno scritto un codice di leggi, perché da diciamo eroi da strada piano piano si sono trasformati e organizzati, e quindi si sono formate due branche, una parte... il giudice, se volete, un po' boia, e dall'altra parte l'avvocato, proprio quello di legge, che trovate nelle città ovviamente più avanzate, non nelle, sicuramente non nelle zone più non dove ci sono le spore. E qui loro hanno, appunto, in Borca hanno creato appunto una zona di protettorato, e anche qui l'interpretazione del protettorato è duplice: da una parte ovviamente è una zona molto sicura, dall'altra ovviamente devi rinunciare a dei tuoi diritti, alcune libertà, e quindi viene un po' messa in discussione. Però tutto sommato a oggi è l'esempio di civiltà, se volete, più riuscita e più simile a quella che possiamo avere, tra virgolette, sì, perché normalmente trovate delle grosse città, ma una rete di città unificate, gestite con un certo criterio, una certa logica, stanno solo lì. Ma quindi la giustizia viene amministrata solo in quelle città? Sostanzialmente i giudici sono riconosciuti all'interno del protettorato. Al di fuori del protettorato il giudice non ha valore. Magari c'è il villaggio di Redneck. Però è vero che il giudice è pur sempre una persona che viene considerata
una persona di un certo valore, quindi potrebbe avere una, essergli riconosciuta una certa importanza anche al di fuori del suo territorio, ma è un'importanza che a quel punto gli viene concessa, non è più suo diritto averla, non può abusarne. No, esatto, ti dicevo, se no fuori che non c'è la legge del loro paese, cazzo vuoi, non è dread, tecnicamente non sarebbe così, dread, sì. Però esce dal paese, certo, è che se il giudice è un giudice no, certo, è come se arrivava uno dalla Cina, comunque anche se non era in Cina le sue leggi non volevano niente, lo trattavi, cioè rispetto se era uno di un certo livello, chiaro. I clan, come vi dicevo, ce ne sono di diversi tipi. Il manuale vi danno già un'idea per definire un vostro clan, se vi può essere utile. Appunto, ripeto, si può passare dal clan primitivo al clan ultra tecnologico. Io sono un clanner, ad esempio. Un clanner? Cioè? Un uomo di un clan. È un villico di Bergamo. Ok. Il malghese. Magut. Poi abbiamo gli scrapper, eccomi! Sono sostanzialmente coloro che vanno alla ricerca di rottami. Oddio, visto così sembra il corvo di... No, in realtà sono il classico post-apocalittico, se avete l'immaginario, il post-apocalittico è lui normalmente, che va in giro appunto con qualsiasi cosa trova in giro che possa essergli utile. Stile Mad Max. Ma si sono riuniti in un clan? Sì, perché la loro loro sono non solo, diciamo, tombaroli, chiamiamoli così, sono anche ingegneri, fabbri, quindi fondono i metalli e li trasformano, li lavorano per costruire cose. Quindi sono utili anche per fare qualcosa. Se trovano invece, se trovano oggetti normalmente particolarmente tecnologici o che non avrebbe poco senso fondere, per esempio, a quel punto vanno dai cronisti e glieli vendono. Infatti i cronisti, normalmente nelle città principali dove ci sono delle zone di ricerca interessante, un ottimo rapporto, hanno quelle che vengono chiamate alcove, dove c'è una zona di scambio di merci sostanzialmente. Cioè della serie, se trovo una portiera di una macchina la fondo, se trovo l'alternatore della macchina lo vendo. Per fare un esempio terra terra. Esatto. Ruota ruota. Ah. Bella Manto. Come dicevo, poi all'interno di ogni culto ci sono diverse sfumature. Chiaro. Io ovviamente ve le sto appiattendo un po'. Neolibici è uno dei primi culti africani. Questi sono molto particolari. Considerate che l'Africa a livello climatico è cambiata completamente, è diventata molto rigogliosa, quindi climaticamente molto più interessante. Gli africani per motivi particolari hanno iniziato anche a comprendersi tra di loro, nonostante all'inizio avessero lingue diverse, quindi si è creata una popolazione unita e un fronte massiccio in una zona ricca. A questo punto i ricchi di questo mondo non sono più gli europei, ma sono gli africani, che a questo punto, essendo ricchi, vengono in Europa a razziare o commercializzare. Loro sono come i mercanti del mondo moderno, vengono in Europa, si bullano di essere ricchi perché lo ostentano, quindi li vedrete con oro ovunque, pelli preziosi, tessuti fantastici, ma questa loro caratteristica avviene anche nella loro terra, nel senso che se la propria famiglia è più ricca dell'altra, lo devi far vedere un po', e sboroneggiare un po'. Pimp my ride in Africa. Esatto. La cosa particolare è che loro vengono in Europa e cercano una zona dove commercializzare. Se non c'è nessuno, meglio. Se c'è già qualcuno, ci si entra in trattativa per commercializzare. Se questa persona, la popolazione locale, è d'accordo, bene, meglio ancora. Altrimenti dovete parlare con i nostri amici che vi spezzano le ossa e vi faranno cambiare idea. Nel momento in cui si arriva a un accordo, a questo punto l'africano torna in patria. La città è Tripoli, la città principale, dove c'è la banca del commercio. Vanno alla banca, loro dicono: io ho trovato una zona dove poter commercializzare, il primo anno mi dai il diritto a me di andare e commerciare. Terminato l'anno, il diritto di concessione va in mano alla banca del commercio, e ogni anno si tiene un'enorme asta in cui tutti i mercanti vengono, partecipano per potersi acquistare la concessione ovviamente più redditizia possibile. Da qui nascono anche ovviamente diatribe e faide. Si può arrivare dal mercante con la civiltà viene anche questo, il mercante che è stato ricco fino a ieri e che per qualche motivo perde la concessione più bella, magari ne trova una poraccia o addirittura non ne trova, e inizia il declino.
Chi è che manca lui? Che è l'apocalittico? Un po' come l'asti giudiziario. Alla fine sono asti giudiziari. Praticamente che sì, se non sei nel giro non fai un cazzo. Qui abbiamo lo Scourger, che è il flagello africano, definito l'artiglio del leone. L'Africa è il leone, il corvo è l'Europa. Perché il leone è forte, il corvo è l'animale che banchetta pure ancora sulle ceneri del passato. Ma che banchetterà sul leone? Questo è da vedere. Lo Scourger è il classico, è l'arma dell'Africa. Sono tribù di guerrieri. Anche qui non leggeteli come tribù violenti, stupidi, tra virgolette. Non sono maori. Hanno una, hanno una filosofia molto particolare, sono suddivisi in tribù. Prendete tutta la parte spirituale dell'Africa, quindi la tradizione degli antenati, la spiritualità. Ecco, questo lo dovete diffondere un po' su tutti i culti dell'Africa. Quindi anche loro. Che poi dall'immagine lì sembra un tribale messo con il casco da football americano. No, è l'elmo delle armate africane che c'erano all'epoca. La maschera che tiene cambia a seconda della propria tribù di origine. Sì, infatti ne è appena passato uno con la testa di leone. Quasi finito. Anubiano. Oppe. L'anubiano è sostanzialmente la parte spirituale appunto dell'Africa. È colui che porta avanti il culto dei morti, ma soprattutto in generale il culto del popolo degli africani, degli antenati, eccetera, eccetera. Sono in qualche misura un corrispettivo africano, un punto di contatto con l'Europa insieme agli ospitaliani, perché se l'ospitaliano studia in maniera molto scientifica il corpo umano e l'interazione con le spore, in qualche modo lo fanno anche loro, anche se in maniera meno scientifica. Però il punto di contatto c'è, hanno letture diverse dello stesso problema, però è un punto di contatto tra i due popoli. Sono molto particolari, non è una religione, ma è proprio una filosofia mistica tutta loro. Li vedrete con dei tatuaggi concentrici sul petto, che stranamente mano a mano avanzano nella loro saggezza, mettiamola così, i cerchi esterni piano piano svaniscono, ancorché siano tatuaggi. Ci sono poi tutte filosofie molto particolari. I Jehamediani sono un milione di clan. Scusate la premessa, ma è doveroso, perché poi dovete interagirvi. Quindi anche se non li incontrate, vi aiuta a capire meglio il mondo. I Jehamediani sono un po' la fusione del cristianesimo con l'ebraismo, tutta quella frangia qua di cultura e religione. È uno dei pochi culti veramente religiosi. Sono molto 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 legati alle tradizioni familiari, in particolare c'è il capofamiglia che ha un suo ruolo ben preciso all'interno della famiglia e all'interno della società. C'è la moglie che ha altrettanto un ruolo molto particolare, nella speranza che dia la nascita alla luce del figlio eletto, il quale a quel punto entrerà tra le spade di Jehamedan per combattere e difendere la popolazione. Se muore è stato sacrificato per il bene della popolazione, se vince sarà comunque l'eletto, in ogni caso è comunque l'eletto. Sto appunto banalizzando, però è proprio molto schematizzata la loro struttura. Sono nomadi pastori e non vanno d'accordo con un altro culto che vediamo tra pochissimo. Nomadi in che regione? Loro partono dalla zona Balkan, che quindi appunto la zona balcanica. Ok, certo. Hanno avuto dei problemi perché dovendosi spostare a Balkan c'erano i voivodi, ossia una zona dei clan precedenti, quindi a nord non potevano andare, si sono dovuti spostare verso ovest, quindi verso Pulgare, e lì hanno trovato un altro culto. Che Pulgare è? L'Italia, ok. Perché no, dove siamo noi? Chiedete, perché capisco che con i mille nomi ci si può perdere. No, me l'ho perso su gli apocalittici, il tuo personaggio. Gli apocalittici sono coloro che sguazzano... Guarda caso, una mignotta! Ah, ecco, è morto! Guarda caso! Nel caos che si era creato subito dopo l'Eschaton, sono coloro che si sono adattati meglio, perché sono quelli che
amano vivere l'oggi. Il domani, se arriva bene, se non arriva, chi se ne frega. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto, o ci abbiamo provato. Questo ovviamente li porta a muoversi in situazioni magari al limite della legalità o ben oltre la legalità, ma questo non importa perché no, per chi non avesse ben visto in webcam, perché ovviamente anche la loro anche la loro esistenza ha una funzione sociale, mettiamola così. Se la gente ha bisogno delle sue droghe, esatto. Una città ha bisogno di qualcuno che gestisca i pub, le distillerie, ha bisogno di qualcuno che spacci la prostituzione. E perché erano tutto assieme? Entro certi limiti sono tollerati in alcune zone. In alcune città proprio non vogliono che entrino, però in alcune zone. In alcune zone magari hanno anche del potere politico, perché c'è la matrona è un del po' tra posto. Virgolette come la nostra criminalità in alcune zone si è diffusa talmente tanto che è tra virgolette anche accettata a livello sociale. Chiaro. Magari non detto dichiaratamente, ma di fatto lo è. Quindi è un paradito corto, si chiude un occhio. Sono ragazzi, sono ragazzi. Ciao ragazzi, ora scusate con l'appuntamento delle 18. La cosa particolare prima con lo spacciatore e poi la cosa particolare è che sono di fatto nomadi anche loro per due motivi. Uno molto banalmente, perché a un certo punto magari in quella città è meglio sono non farsi più, vedere sono più graditi, e un po' perché comunque per loro natura non sono stanziali. Mi rompe i coglioni. Sì, voi avete bisogno di cose nuove, di informazioni nuove, di stimoli nuovi. E vi basate, la vostra cultura è basata sugli stormi di uccelli. Infatti i vostri gruppi con cui vi muovete vengono chiamati stormi. Anche all'interno del vostro culto ognuno ha un nome che tende a richiamare, o un soprannome che tende a richiamare un uccello. Il leader di ogni stormo, per esempio, viene chiamato Corvo, il Raven, il quale ha una funzione molto particolare, al di là di guidare ovviamente lo stormo, ma li guida tramite la lettura dei tarocchi. Molti degli apocalittici hanno con sé un mazzo di tarocchi, peraltro spesso e volentieri personalizzato, nel senso ci possono essere stormi con tarocchi normalmente formati solo dai quelli che noi chiamiamo gli arcani maggiori. Le raffigurazioni dei vari arcani cambiano molto da stormo a stormo, possono interpretare quello che noi chiamiamo, per esempio, non so, l'appeso, può essere rappresentato in un modo piuttosto che in un altro. Anche in questo caso non c'è più un nome appeso, ma si tende a richiamare nomi di quello che conosciamo. Per esempio ci sarà la spora, lo spiedo, l'ospitaliano, cose di questo tipo. Appeso. La lettura è delegato, anche se magari all'interno dello stormo c'è qualcuno che ha il suo mazzo, però la lettura che permette di definire la guida del gruppo è delegata solo al Raven. Andiamo avanti? Ce ne sono ancora due, sì. Giusto? Sì. Se no ho perso. No, è che mi spiace dilungarmi troppo e perdere poi il tempo sulla partita affettiva, che è poi il motivo per cui siamo qua. Gli Anabattisti sono un altro culto fondato su una filosofia religiosa. Sono il culto principale a purgare Italia. E infatti c'hanno i pantaloni e si sono le guardie svizzere, sono i nemici giurati dei Gea Mediani che vi dicevo prima. Gli altri nomadi, loro stanziali, loro credono nel neognosticismo. Anche qui la farò molto breve. C'è Dio e c'è il Demiurgo. Mi soffermo un po' di più perché poi l'ambientazione è a Bergamo, non ci sono loro, ma c'è la loro filosofia. Dio è la parte, facciamo breve, un po' la spiritualità pura. Il Demiurgo è colui che ha creato materia e ha creato di fatto il mondo. Nel tempo questo mondo si è corrotto a causa proprio di questa commistione che non ci doveva essere tra spirito e materia, perché finché crea il pianeta ci sta, ma nel momento in cui crea un uomo, che è la fusione tra materia e spirito, le due cose non sono andate bene. C'è stata la corruzione, Dio ha ucciso, ha cacciato il Demiurgo, ma è rimasta ovviamente la progenie del Demiurgo. Gli Anabattisti sono convinti che attualmente noi viviamo nel paradiso, non lo vediamo perché è stato corrotto. Ok. E tutte le cose strane che vediamo, le spore, le creature, sono nient'altro che la prole del Demiurgo.
Quindi loro hanno razionalizzato la loro fede, cosa che gli permette ovviamente di renderlo ancora più forte. Perché se i cristiani, certo, per esempio, dicono c'è Dio, gli angeli, ma difficilmente riusciamo a dargli una prova tangibile, loro no, ti dicono. Per quello hanno lanciato a me delle mie cose, perché, perché si collega alla domanda loro... che ti volevo fare, se la spora è pure. È possibile riprendere il territorio della spora? Sì, anche se non è sempre facile. No, vabbè, quello lo immaginavo. Loro si dividono in due categorie: gli orgiastici, che sono coloro che dicono: guardalo, uno lo sguardo del metallo. Si buttano in orge, combattimenti, perché loro dicono: noi, la nostra fede è talmente forte che noi affrontiamo muso duro tutto ciò che normalmente è considerata corruzione. Solo muso duro. Perché noi siamo superiori, quindi ci lanciamo a capofitto perché ne usciremo comunque saldi. Dall'altra parte invece ci sono gli ascetici, che sono quelli un po' che potremmo considerare i monaci. Il loro scopo principale, oltre ovviamente a pregare, meditare, eccetera, eccetera, è anche fisicamente quella di riportare alla luce il paradiso. Come? Coltivando. Ok. Nelle loro comunità più grandi hanno sempre un campo, un giardino, che è normalmente gestito dagli ascetici. Perché per loro riportare alla luce la bellezza di un territorio significa piano piano riportare alla luce quello che è il paradiso. Ovviamente, come dicevo, i due non vanno per niente d'accordo. E... abbiamo poi... ce n'è un altro che però non vi dico perché voglio farvi il sorpresone finale. Non abbiamo poi... Fregati! Lo sa già! Allora, su carte. Io adesso cercherò di fare una, un'introduzione un po' narrata barra guidata, perché altrimenti non arriveremmo alla fine dell'avventura, ma è una sorta di prologo per farvi arrivare un po' nel cuore dell'avventura. Io vi chiedo una matita. No. Matita io no. Solo una, se ti serve. Ce n'è un sacco qua davanti in lupo. Adesso non ne abbiamo di più. Allora... me ne ho messe qua apposta 5. The Genesis, come vi dicevo, è ambientato nel 2595. Questa avventura che ho scritto io, che quindi se vi fa schifo sono io il responsabile, è ambientata 4 anni prima, nel 2591. Siamo a Bergamo. Se vuoi mostrare la mappa. Per tutti quelli che ci stanno guardando su Facebook o che ci stanno ascoltando e vogliono vedere la mappa, andate su Facebook e vedete la mappa. Se state ascoltando il podcast e basta, andate su YouTube o su Facebook e vedete la mappa. A minuto? Allora, guardate che minuto siete. Noi ci troviamo appunto a Bergamo. Come notate, ci sono due cose particolari. Uno, a ovest c'è una fenditura arancione, che è una fenditura che spacca a metà l'intera Europa. Che figa la disposizione della mappa così, scusate. Con anche noi dietro. I cerchi arancioni sono le zone definite come le spore, i campi spore, sono quelli principali trovati. Hai detto campi scuola o spore? Spore. Sono piccolini. I campi scuola, Dove crescono i piccoli spore. Ecco dove è tutto il problema, che fanno i campi scuola sulle spore. Lì a fianco c'è un avamposto di spitaliano che si chiama Gerano, da dove proviene appunto il nostro fantastico medico. Lo scopo è evidentemente cercare di tenere il più possibile sotto controllo la zona infetta e procedere con gli studi, le ricerche, eccetera, eccetera. A est invece trovate tutta quella zona rossa, ricordo che il rosso è mare, è considerato come acqua. È una zona paludosa, è un grandissima palude chiamata Ponte Palude Lombarda, che separa Bergamo da un'altra città che si trova ancora più a est, che è Lucatore. Lucatore, che se poi verrete attirati dal gioco, sarà oggetto della prima campagna ufficiale, è come tutte le città, come non tutte, però la maggior parte delle città di Purgare, sotto il controllo degli anabattisti. In particolare Lucatore è molto famosa perché qui si trova un battista. Il battista è la più alta carica all'interno della struttura degli anabattisti, per cui è molto importante per questo culto. E questa è la palude lombarda? Lucatore, che sta dall'altra parte della palude. Okay. Bergamo, palude, Lucatore. Ok, quindi oltre, però oltre. Sempre a est. Sempre a est. Di Bergamo. Esattamente. C'è stata una
grandissima battaglia, una guerra di fatto tra gli Anabattisti e i Geammediani, che vi dicevo venivano dalla zona balcanica, ed è avvenuta lungo il bacino adriatico che ormai è asciutto, c'è solamente un grosso fiume. Attualmente ci troviamo in una situazione di stallo, una sorta di tregua, il perché non ve lo spiego perché c'è comunque tutto spiegato. Attualmente siamo in una zona di tregua più o meno armata. Fatto sta che molti dei guerrieri, dei combattenti anabattisti hanno fatto ritorno, questo nella parte ancora a est, okay, c'è il bacino, dove c'è l'Adriatico, adesso è okay, zona asciutta, hanno fatto ritorno, e appunto uno dei condottieri della guerra era appunto il Battista Altair, che adesso è tornato a casa ed è a Lucatore. Bergamo è invece un po' una mosca bianca, perché non è sotto il controllo degli Anabattisti. Il clan che controlla, che governa Bergamo, il clan Lombardi, si è sempre rifiutato di convertirsi. Diversamente da Lucatore, dove c'era una famiglia principale, che peraltro era la famiglia del Battista Altair, il clan dei Benesato, che invece per la maggior parte, non tutti, però la maggior parte si è convertita agli Anabattisti. Li hanno aiutati a casa loro. Il risultato qual è? È che ovviamente tutti i rapporti commerciali che ci potevano essere prima tra Bergamo e Lucatore, nel tempo, dopo che uno prova a invitarlo, convertiti, quell'altro dice no, alla fine ovviamente i rapporti sono andati a rovinarsi del tutto. Qui, come vi dicevo, è governato dal clan Lombardi, il governatore si chiama Vespaccio, che ha detto Lupo Bianco di Bergamo. In particolare qui a Bergamo c'era, come vi dicevo, in alcune città le più grandi, Bergamo è di fatto la più grande città nel nord di Purgare, quindi anche Lucatore è più piccolina, c'era un cronista di nome Locke. 2 anni fa se n'è andato a Bergamo, il motivo esattamente non si conosce, si ipotizza che gli sia stato dato un altro incarico, o che forse non abbia riuscito a trovare il giusto compromesso diplomatico col governatore locale. Fatto sta che al suo posto è arrivato Memo, il balletto, se mi gira l'immagine. Assolutamente. Che è quello che ci ha presentato al soldato. Le immagini non sono ufficiali, le ho fatte io, quindi anche in questo caso non consideratele come stile del libro, perché ovviamente lo stile è ben altro. Beh, loro lo fanno di lavoro, quindi loro lo fanno di lavoro. Capisci quelle del manuale, quindi già. Arrivarci sarebbe bello. È un po' come se la facessi io. No, non per toglierti no, niente, no, perché sarebbe molto peggio la mia. Io faccio quel che posso. Sti cazzi, Memo è una persona molto curiosa. Appena arrivata a Bergamo ha iniziato a interessarsi della zona circostante, e ha trovato in effetti al centro della palude lombarda un artefatto. È tornato a Bergamo e ha cercato di trovare degli validi uomini, voi, per definire... Chiamano quelle parole. No, tu non ci sei. Ok. Per definire una spedizione per arrivare sul luogo dell'artefatto e poter creare un campo di ricerca. In particolare, tu sei... No, chi è l'ingegnere? Sei tu. Io. Lo Scrapper. In particolare, da quello che hai capito tu, lui lo chiama muro di immagini. Da quello che ritieni tu, per quello che ne hai sentito parlare, potrebbe essere sostanzialmente una sorta di enorme schermo, una sorta di monitor. Ok. 23 pollici, IPS. Motivo per cui Ultra HD vi ha chiamati, ossia Elia Mozzali. Lui è un locale, vive a Bergamo, fa di lavoro sostanzialmente il lavoratore di Torba, quindi lui la mattina parte col suo ciucchino, bianchino, se non ricordo male. Bianchino, bello! Beh, anche bianchino è... La mattina parte col bianchino... Parte col suo carretto e va nella zona delle palude a zappare la torba, che è sostanzialmente il terreno limaccioso intorno alla zona paludosa, che può essere, che è fondamentale, no, però ha una grande importanza anche simbolica per la città. Uno, viene utilizzata anche in ambito agricolo. Due,
come combustibile. Ovviamente non permette di rendere indipendente Bergamo a livello di energetico, però permette a Bergamo di alzare un po' la testa nei confronti dei neolibici, ossia i mercanti africani, che comunque qua a Bergamo ci sono, e loro normalmente vendono il combustibile conosciuto da tutti, che viene chiamato petro. Quindi, ancorché ci sia ovviamente una dipendenza dal petro, Bergamo può permettersi, ripeto, anche solo simbolicamente, di dire: non siamo completamente dipendenti. Noi ce la possiamo fare. Quindi il suo ruolo, ancorché banalmente, potrebbe considerarsi un, non uno stupido, però una persona semplice, un contadino, in realtà ha comunque un ruolo importante all'interno della società. Nel caso specifico il suo ruolo è quello di farvi da guida, per cui lui conosce bene la zona. All'interno della palude, proprio interna, lui non è che ci si spinge così tanto, ma sa più o meno quali sono i pericoli, dove mettere i piedi, dove non metterli soprattutto. Dopodiché ha bisogno di uno scrapper, ossia qualcuno che sappia prendere il generatore che Memo vi dà, trovare un modo per collegarlo all'artefatto, ecco. Verificare che passi corrente. Non penso che ci sia il bricoma più vicino per prendere i cavi. E soprattutto Memo è stato perentorio, e quando un cronista è perentorio, non dovete toccare nulla. Il vostro scopo è trovare l'artefatto, trovare un modo per collegarlo, verificare che il generatore sia acceso e basta. Non mettervi a... Io non ero proprio d'accordo con la cosa, come l'abbiamo risolta. Perché io dovevo andare prima alla palude per fatti miei, per raccogliere i campioni e la situazione ambientale. E lui mi ha detto: stiamo facendo una spedizione alla palude, ci può essere comodo così. Io però, se non mi essere d'accordo, che io quello che devo fare di mio lo faccio uguale. Cioè, nei campi basta che non tocco artefatto e cose varie. Esattamente, il motivo della sua fermezza è, ovviamente, nel momento in cui collegate il generatore, si spera che vada tutto bene e passi corrente, ergo l'artefatto potrebbe essere già potenzialmente funzionante. Se dovesse mettersi in funzione, cioè non vuole che voi lo mettiate in funzione, perché vuole essere lui presente per capire che cosa è. Però se nel frattempo devo raccogliermi dei miei campioni e fare le mie cose, l'importante è che non dai fastidio alla missione. Quindi in caso che sta funzionando e sta con l'energia, se dovesse partire qualcosa, evidentemente vi dicono di prendere, ti dice di prendere nota. Non devo attivamente interagire. Se tu che sei per uno scrapper capisci che solo attaccandolo parte, non lo attacchi. No, perché devo verificare che l'attacco lo fa, perché potrebbe non essere sufficiente. Magari serve un intervento tecnico prima, cose di questo tipo. L'importante è metterlo in funzione, permetterlo, dargli la possibilità di essere in funzionante. Ma cioè, non se do corrente al computer e parte Windows XP, parte Windows XP. Il poi problema non è niente. Tu sai bene, trattando con i cronisti, tu lo sai bene. Può darsi che ci siano delle tecnologie passate che magari trasmettano informazioni una volta e poi magari è difficile recuperarle una seconda perché si degradano, eccetera, eccetera. Quindi sai bene che il punto delicato è proprio questo. Ok. Ha bisogno però anche di un ospitaliano, perché una spedizione di questo tipo, ancorché non sia in una zona conosciuta infetta da spore, non è esente da pericoli, quindi avere un medico è sempre buona cosa. Tu però intuisci che potrebbe esserci un secondo fine che in qualche modo ti stia utilizzando, ma non in modo cattivo. Diciamo che il cronista, come vi dicevo, è un po' uno che ha le mani in pasta un po' ovunque. Quindi ancorché nessuno lo additerà direttamente per qualcosa, se non in casi ovviamente importanti, e lui ben difficilmente si farà scovare, il dubbio che una missione segreta possa nascondere qualcosa di torbido, tra virgolette, ci può stare. Il fatto di chiamare all'interno della spedizione un ospitaliano che invece è comunque, come dicevamo prima, una persona che è un ricercatore, un studioso, cerca, si sta dando un po' di autorità alla spedizione, cerca di mettere in luce la spedizione, una buona luce alla spedizione, per far vedere a tutti che non sta facendo nulla di strano. Quindi in qualche modo capisci che forse se c'è qualcosa di strano, poi l'ospitaliano lo dice a tutti, perché
o comunque la tua presenza, diciamo, metti è un'assicurazione, un'assicurazione. Che poi questo sia vero o cosa non lo sai, e questo non te l'ha detto, quindi ti senti tra virgolette... Io ho chiaramente lasciato nota di dove sto andando e cosa sto facendo. Ti senti tra virgolette usato da questo punto di vista, ma appunto non è una cosa che ti metta... Oh, per me è un finanziatore della spedizione, quindi... Ovviamente lui mette cash, ossia le sue draft. In una prima fase lui vi dirà di andare dal neolibico della città, perché dovrete comprare appunto il petrolio, il petro. Perché come ci spostiamo? Non... A piedi, perché c'è un sentiero, il sentiero dei clan, che una volta era ben utilizzato perché collegava Bergamo a un avamposto degli Elvetici, quindi gli Svizzeri, e a Lucatore, ma per i motivi che ci siamo detti prima, di fatto è andato nel tempo in disuso. Il petrolio oggi, come oggi, per far partire il generatore. Del generatore, okay. Oggi come oggi, oggi il sentiero è poco utilizzato ed è spesso battuto da briganti o da chi deve far passare merce senza passare dagli svizzeri, quindi senza... Certe cose rimangono sempre le stesse. E così così. Fortunatamente adesso siamo a marzo. Anche 500 anni dopo. Una stagione abbastanza fredda, anche le merci di questo tipo difficilmente passano in questo periodo, quindi dovrebbe essere comunque un periodo abbastanza... Ma per adesso comunque il clima è rimasto più o meno quello che abbiamo noi attuale in Europa, o più freddo, ok, perché c'è la calotta qui a Poggare. In realtà si sente poco perché c'è tutta la parte lavica che sta che va da compensazione. Quindi la situazione è questa: andate dal, qua ve la narro un attimo, andate nella zona dei neolibici, è una sorta di quartiere di Bergamo, visivamente sembra quasi una zona temporanea perché sono tutte tende, ma in realtà loro vivono stabilmente in tende, anzi spesso e volentieri le tende sono quelle e il neolibico di turno cambia, però il quartiere sta sempre lì. Vi trovate in una sorta di enorme souk, vestiti da spezie, colori e musiche, trovate finalmente il neolibico con cui dovete interagire. Nasce però un problema: il petro ultimamente sembra essere abbastanza scarso, qualcuno ha fatto un acquisto di un'ingente quantità di petro, per cui il prezzo è evidentemente salito. Riuscite comunque a trovare una via di mezzo, un accordo, in particolare con te. Il neolibico è disposto a darvi comunque la quantità di petro che vi serve, a patto che nel momento in cui troviate degli artefatti, degli oggetti che possano essere interessanti da commercializzare, si rende anche conto che essendoci dietro un cronista, e già questo vi fa alzare un po' le orecchie che lui sappia queste cose, non dà ovviamente prelazione al cronista, non vuole creare problemi, ma se ci sono oggetti di molto più banali che al cronista non servono, ma che comunque hanno un valore, potrebbero avere un valore economico, l'accordo è che voi li portiate a lui. Ok, definita l'accordo, vi allontanate. Mentre vi allontanate notate che qualcuno vi sta seguendo. Sono due persone, non sembrano farsi sotto, ma vi stanno seguendo lungo il percorso. Arrivati dove dovevate incontrarmi nella piazza principale di Bergamo, a questo punto le due persone si avvicinano. Sono un uomo e una donna. L'uomo in particolare, ovviamente lo guardate, cioè è strano che qualcuno che vi segue a un certo punto vi si faccia avanti, vi dice chiaramente che fa parte dello stormo locale, i falconi di Ruggine. Il capo dei falconi è Balletto. L'immagine quella di Falco. Sì. No, l'altro. Pardon. Spider! Ma tanto lo vedete da prima. Lupo. Lupo Ferri. Lui è il corvo del carino. Del gruppo. Che bell'uomo. La particolarità di questo stormo è che in effetti non l'avevate mai sentito. Per motivi ignoti, Lupo Ferri ha delegato la lettura dei tarocchi a un veggente. Falco veggente. Falco veggente. Non si sa perché. Però questa è una particolarità che voi di Bergamo conoscete. Loro dicono chiaramente che il veggente ha
sa in qualche modo della vostra spedizione e non vuole che la portiate avanti perché c'è un oscuro presagio su questa spedizione. In particolare gli uomini di scienza del gruppo, in particolare te e te, storcete un po' il naso, guarda, queste cose. Stavo storcendo Simone. Te, lascia, la considerando che io ho fede barrata. Ah sì, poi e primal barrato proprio. Poi arriviamo un attimo anche le schede. Storco parecchio il naso. Te, lascio a te la libertà di interpretare. Io storco un pochino il naso perché non vorrei farlo, ma la quantità di soldi che mi sono stati promessi è abbastanza da chiudere un occhio anche sulle storture un po' più marginali. L'uomo, che si è rappresentato col nome di Ern, mentre la donna è Aida. Grazie per aver detto dove stava l'accento, perché l'avrei detto Aida, quindi Aida. Va bene. C'è disegnato, c'è il segno per l'accento. Grazie, ma io devi problemi. Essere capace a leggere. Ah, esatto. Giusto, scusa. Quindi stiamo giocando a The Genesis, no? Esatto. Cioè, a un certo punto l'uomo, per rendendosi conto che siete per la maggior parte titubanti, vi propone di incontrare direttamente il falco veggente e ascoltare direttamente dalle sue parole il perché questa missione secondo lui non deve essere portata a termine. Non sa da fare. Tutto sommato le parole sono inutili, quindi io sono completamente contrario alla cosa, ma se il gruppo decide di andare perdiamo un po' di tempo. Ritenete, non avete fretta di andare oggi, mai sareste l'idea di partire comunque domani? No, magari ci date domani le informazioni per cui via, andate. Anche se dice un sacco di cazzate. Ah, ecco. In un locale. Ma di solito le cazzate magari qualche informazione la riesce a ricevere. Voi due di Bergamo lo conoscete bene, è un locale, un pub sostanzialmente, della zona. Entrando ci sono diversi avventori, notate, cioè avete la percezione netta che vi stiano osservando, non tutti, ma qualcuno che vi stia tenendo d'occhio. E anche perché io ho un barattolo con una lingua di mucca che si muove. No, adesso non si muove, che però è... Il bullito se di si mia muove. Nonna. Esatto, è un problema. Loro vi accompagnano in sotterraneo, stanza sotterranea, e vi fanno entrare in una stanza completamente spoglia, c'è una piccola finestra a livello del terreno, una bocca al lupo, una leggera luce. Classico posto dove ti regano i turbani areni. E notate quell'uomo, il falco veggente. Che bello! Che vi accoglie con una risata sguaiata. Davanti a lui ci sono delle carte. Versione malvagia di Simone Bonavita. Mentre ride, inizia a sistemare le carte, le sparge sul tavolo. E dopodiché improvvisamente si fa completamente serio, con una voce proprio dal tono molto più basso. Io rimango all'ingresso della porta appoggiato, con le braccia incrociate, tutto infastidito. Il dio mascherato navigherà tra le nebbie del tempo, portando con sé il fuoco della terra, e si specchierà nell'infinito. Egli rovisterà famelico tra le viscere di un freddo cadavere dimenticato, risvegliando lo spirito di ciò che non dovrebbe esistere. Presto nulla sarà come prima, presto ciò che è nulla sarà, presto ieri e domani saranno oggi. Detto questo, come se si riavesse, torna a ridere in modo sguaiato, non curante della vostra presenza, come se ormai non quindi ci fosse giro più nessuno. Questa ve la lascio e potrebbe tornare utile la volta. Loro due vi portano fuori dalla stanza e a questo punto vi guardano. Qua. Ho un pessimo presentimento. Quello era lo scopo. Pessimo. Su di voi. Perché? Perché siete dei folli, ecco perché. No, folle chi non ci crede. Tarocchi, robe. Puttanate. Quindi avete paura che qualsiasi cosa. Avete paura che qualsiasi cosa venga riportato fuori, potrebbe essere un problema, lo sappiamo già. Possiamo andare? La porta dove era? Ma perché partire di sera e mi appoggio alla tua spalla quando avete tempo di rilassarvi? Io mi giro, la guardo malissimo. Lei è molto graziosa. Non abbiamo tempo adesso. Il tempo si trova, il tempo è ora. E poi davvero la sera partire col buio non parli è troppo, saggio. Non mi piacciono le parole. Sai, beh, posso usare la lingua in molti modi. Sicuramente meglio che parlare. Mettimi la prova.
Dobbiamo ancora perdere tempo? Mi sembra più viscida la lingua sua che quella che tieni nel barattolo. Comunque sei tu che stai ancora perdendo tempo. Ern, dove stavi a dire? L'uomo con cui si accompagnava la ragazza, vedendo che di fatto non si è squassato un cazzo così ad accettare gli avvisi che vi sono stati dati, vi guarda in maniera molto contrariata e si allontana in modo, lo vedete che è visibilmente arrabbiato, però capisce che non è inutile arrivare a uno scontro e si allontana. Resta lei, la quale però a questo punto vi offre vi fa una proposta. C'è una proposta che potremmo rifiutare. Capisce che voi sentiamo, capisce che voi non siate abituati a interpretare la loro cultura, quindi capisce che il vostro rifiuto può essere, è comprensibile, ancorché è convinta che non sia fondato, nel senso che un pericolo reale secondo lei c'è, e per questo motivo lei propone di accompagnarvi, perché se succederà veramente qualcosa come lei è convinta che succederà, dovrò avvisare il mio clan. Vuole avvisare il suo clan e, se è possibile, evitare che succeda il peggio. Ma allo stesso tempo si rende conto che voi avete comunque una missione, delle braccia in più per portare materiali di ricerca, non sono problemi. Diciamo che non ostacolerà la vostra missione, ma nel momento in cui succederà qualcosa di negativo, ovviamente si sentirà in dovere di intervenire. Delle braccia in più possono fare sempre comodo. L'unica cosa è che sicuramente non dovrà stare molto lontana da quello che dobbiamo fare, soprattutto verso la fine. È la prima volta che mi chiedono di stare lontana. Come ti chiami? Aida. Oh, allora ti dico quello che hanno detto anche a me: non toccare niente, non fare niente, fai quello che ti dico io e vieni con noi. Certo, io mi fiderei delle sagge parole del nostro amico. E col certo comincia a scorrere il dorso del palmo sul dottore, che non fa proprio nessuna piega. Beh, neanche ti sposta, ma niente. Ho detto non toccare niente. Ma detto lui nessuno. È qualcosa. Lui è una cosa? Sì. Guarda, qui l'unico che può toccare là sono io. E anche te poco. E anche io poco. Io la squadro, posso toccare, la squadro da capo a piedi. Uh-huh. Prendo lo zaino, tipo quello dove c'erano magari delle provviste. Io lo metto in spalla. Avete comunque un carretto dove mettere la roba. Sì, ma deve un mulo. E un mulo. Era così. Così per... tiene le mani impegnate. Ah, non è Aide il mulo. Ah, va bene. Tiene le mani impegnate. Mm. Va bene, quindi a questo punto la sì, mentre andiamo, io voglio solo dire a loro che se riesco a prendere un secondo in privato, che la cosa quella dello spirito che non dovrebbe esistere, secondo me è probabile che lei e quelli del suo gruppo non vogliano che questo artefatto venga attivato, sì. Visto che le parole mi sembrano abbastanza adatte alla situazione. Maschera, ritrovato, risveglio. Quindi tenerla d'occhio. Ok, ma infatti non lo dobbiamo attivare, lo dobbiamo solo verificare. L'indomani partite. Piccola parentesi, faccio vedere un attimo la scheda. Vai. Allora, io che è un po' più vicina. Se per lasciare matto qui. Se avete giocato a vampiri, prendete sostanzialmente, giusto per, con i dovuti differenze, ma lo vediamo poi, la struttura del regolamento di vampiri, traslatela su un D6 e più o meno avete già un'idea di cosa avete in mano. Avrete quindi delle caratteristiche. Non dello Aida perché è metallo poi. Body, agility, carisma, intelletto, psiche e istinto, che sono le caratteristiche principali, con le relative abilità collegate. Quando dovete fare un tiro, ovviamente tirate la somma dei pallini, esattamente. I successi si contano dai risultati dal 4 in su. Gli uno non tolgono. Meno male. È stata la prima preoccupazione di tutti. Le cose particolari sono gli uno hanno senso nel momento in cui fate più uno che successi. Quindi se per esempio fate un 4, un 5, ma 3, 1, sono più gli 1 dei successi, quindi succede un fallimento critico. Ok. E c'è anche il successo critico? Non c'è proprio un successo critico, ma con il 6
viene chiamato trigger. Il che trigger a cosa serve? Serve per diverse cose. Diciamo che conta di per sé comunque come un successo, quindi se fate un 4 o un 6 sono di fatto due successi. Chiaro. Di cui però uno è un trigger. I trigger possono essere utilizzati in modo vario. Adesso vi faccio qualche esempio, non entro tra gli esempi perché altrimenti non finiamo più. Alcune armi fanno danni in più. Permettono di fare danni in più piuttosto che attacchi in più. Per esempio, il coltellino, se fatti N trigger, mi sembra 2, vado a memoria, vi permette di fare un secondo attacco subito dopo perché è un'arma molto veloce. In combattimento, molto banalmente, quando fate almeno due trigger, ogni due trigger nell'iniziativa avete già un attacco in più nel round, nel vostro turno, scusate. Se difendete e fate almeno tre trigger avete un counter attack automatico, quindi fate danno automatico a chi vi sta attaccando e cose di questo tipo. Okay. Si spendono per fare è una sorta di bonus che vi permette di fare cose un po' più particolari. Quindi non è necessariamente un successo critico, anche che in una situazione, in un tiro normale in cui non c'è effettivamente un risvolto particolare a livello di regole, significa che l'azione l'avete fatta o più veloce del normale, del tempo normale. O ci puoi mettere un po' di flavor. O comunque un po' più bellino, un po' più un risultato più carino. Magari vuoi stare scalando un palazzo, fai 4 trigger e dici che lo fai facendo parkour. Esatto. Gli origins sono molto simili ai background dei vampiri. Li puoi usare, quindi gli alleati, le autorità, i soldi. Tipo ad esempio quando abbiamo trattato per il Petro, io potevo giocarmela con risorse per ottenerlo dai miei una parte. Allora lì in particolare funziona come funziona? Le risorse sono: uno, permettono di definire all'inizio della creazione del personaggio quanti soldi avete all'inizio. Okay. Vedete qui CD che stanno per Chronicle Draft e Dinars, che è ovviamente la moneta degli africani, perché non useranno mai e poi mai moneta europea. Anche se il cambio normalmente, non in tutte le zone, ma normalmente è 1-1. Dicevo, le risorse vi permettono di definire in fase di creazione quanti soldi avete. Vi permettono però anche al culto di accedere a equipaggiamento di varia natura, che non è necessariamente armi, ma se ci sono, per esempio, che so, per esempio tu hai lo Splayer, lo Splayer è un'arma... Non ce l'hanno tutti. No, è degli spitaliani, punto. Ma non ce l'hanno neanche tutti gli spitaliani. Neanche tutti, ma... Quelli con risorse tue. Però, no, allora, viene attribuito, l'equipaggiamento viene attribuito in automatico, diciamo, a gratis, a seconda della scala geratica in cui ti trovi. Diciamo che non c'è una progressione di livello in termini di Genesis. Può vagamente richiamare piuttosto il sistema di Warhammer, in cui ci sono le progressioni di professioni. Okay. Solo che in questo caso sono tutte professioni all'interno dello stesso culto. Quindi a seconda della propria posizione all'interno dell'alberatura del culto si possono avere accesso all'equipaggiamento particolare, giustamente legato alla propria funzione all'interno del culto. Se sei un ricercatore non ti daranno mai un qualcosa di solo per il combattimento, piuttosto che cose simili. Quindi in quel punto, da quel punto di vista lì, vi viene già automaticamente attribuito nel momento in cui raggiungete una determinata zona in quella struttura gerarchica. Ma allo stesso tempo le risorse vi permettono di comprarvi, tra virgolette, o avere accesso a un equipaggiamento di culto di pari o più basso livello di risorse, nel senso, ipotizziamo, adesso non solo Splayer, ma ipotizziamo che lo Splayer richieda risorse a 3. Se tu hai risorse 3, allora lo puoi avere. Okay. Anche se magari non è previsto dal tuo rango. In realtà, se è pari, lo puoi avere, ma perdi un punto di risorse. Se sei maggiore, però. Chiedi favori. Esatto, quindi sostanzialmente hai accesso, diciamo, ovviamente non puoi spillare troppo dal culto, altrimenti perdi anche due risorse. Meno non c'è 5. Lego è un qualcosa, anche in questo caso, di simile, ma non è la stessa cosa, a willpower. Sostanzialmente anche in questo caso è una sorta di misuratore della propria forza di volontà, della propria determinazione. Viene normalmente speso in combattimento, perché ci si sforza il più possibile per fare la propria azione, quindi ci si stanca. Si spende 4 di ego, sono messo bene. Puoi spendere in fase di iniziativa, si possono spendere fino a 3 punti ego. Ogni punto ego vi permette di tirare un dado in più dell'iniziativa e un dado in più nella prima azione. Quindi se nel tiro di iniziativa riuscite ad avere 2 o più trigger, che vi permette di avere quindi un'azione aggiuntiva,
quei dadi in più che avete speso in Egolo potete utilizzarlo sulla primissima azione. Fortissimo per un assassino. Ci sono poi anche danni che portano a Ego, danni, per esempio i danni che fanno i cronisti con gli elettroshock fanno danno a Ego. Nel momento in cui arrivate a zero non siete morti, non necessariamente siete svenuti, ma l'effetto dipende da cosa vi ha portato a Ego zero. Un taser terra paralizzato, o diversamente se lo spendi in combattimento potresti o essere stanco, essere lì, non avere più le forze per combattere, oppure vi rendete banalmente conto che l'ostacolo che avete di fronte a voi è più grande di voi e vi rassegnate. Okay. Quindi non è che non agite più, cioè non agite in termini di regole, ma non è che non siete a terra inermi. Però effettivamente siamo a terra. Abbiamo perso la speranza. Non è che scappi. Se dovete camminare, tendenzialmente no, però anche lì dipende da cosa ti ha portato a Ego Zero. Okay. La contaminazione da spore è quello che dice il termine. Evidentemente, più perdete, acquisite contaminazione, più iniziate a piano piano potervi convertire in qualcosa di non di bello. Okay. Ci sono situazioni all'inizio, si possono spendere anche come temporanei, non necessariamente sono fissi, ma questo mi fermo lì perché altrimenti entriamo poi in un campo che in questo momento non serve. Io ho 10 di spore. Flash wounds sono banalmente le ferite, sono le ferite però quelle diciamo superficiali. Nel momento in cui avete termine, quindi quando le subite non avete malus di alcun genere, nel momento in cui le finite iniziate a perdere trauma e lì effettivamente sono ossa rotte piuttosto che, quindi io sono pieno di ossa rotte, muscoli recisi eccetera eccetera. Sono militare. Nel momento in cui arrivate a trauma effettivamente ogni dado corrisponde a un dado in meno a qualsiasi tiro. Sti cazzi, giustamente. Ma da quello che parto, perché io parto già con molto di meno di quanto c'hanno loro. No, il nero non lo devi considerare. Considero solo il bianco. Hai 4 punti di ferite e di trauma. Quindi io posso arrivare al massimo a un meno 3. A un meno 4. A un meno 4. Loro possono arrivare a meno 6, a meno 5. Esatto. Sono più fragile. Sei più fragile. Esatto. Oppure c'è un sacco di ossa rotte. No, sei più fragile. Hai già le ossa rotte in partenza. Te le ho spezzate io. Okay. Così di torba. Attenzione, ve lo dico subito: il sistema di Genesi è mortale. Sì! Quindi, come vi dicevo, come anche l'ambientazione ha un taglio. Alla Cyberpunk o de meno? È molto simile. Ok, quindi molto mortale. Nel senso che il taglio del gioco è, come vi dicevo, abbastanza realistico. Per quanto ovviamente ci siano cose strane, però anche la cosa strana viene trattata come realistica. Il combattimento, se vi arriva un colpo di pistola, vi può andare bene, ne prendete due, iniziate già a sudare. Domanda, ma quando riempi le flash wound poi vai tutte sul trauma o per ogni trauma devi riempire le flash wound? No, così saresti mortale. Quindi giustamente io in teoria con una lanciata potrei uccidere uno come me, se lo piglio bene. Esattamente. Infatti uccidevano i cinghiali nella lancia. L'eventuale armatura va a riduzione direttamente dei danni, quindi molto semplice. La difesa, chi vi fa un attacco ovviamente fa un tiro a seconda di cosa sta attaccando, se è brawl piuttosto che melee o projectile se vi sta sparando o cose di questo tipo. Chi difende può o avere una difesa passiva, quindi non spendere la propria azione per difendere, in questo caso ha normalmente una difesa passiva di 1 più un altro perché è comunque in piedi, quindi normalmente è una difesa passiva di 2, che è il numero di successi che deve fare almeno l'altro per colpirvi. Se invece spendete un'azione per difendere, significa che state facendo una difesa attiva, quindi spendete la vostra azione per difendere, tirerete ovviamente anche in questo caso un'abilità corrispondente a quello che state utilizzando per difendervi. Certo. E in questo caso, se fate trigger, potete eventualmente fare il counter attack, quindi se fate almeno 3 trigger nella difesa. Difesa passiva è 2? Difesa passiva è 2, ma e io che ho 2 di armor è quella la passiva? No, la difesa passiva è conta il fatto che tu in combattimento sei in movimento e quindi l'armor è sui danni. Comunque tipo, esatto. Cioè, se ti arriva una spadata, comunque nel momento in cui ti arriva la spadata, distinto la è. Se la spadata fa 9, tu hai armatura 2, significa ne pigli 7. E qua non c'è tanto che te, okay. Non c'è shock, non c'è niente. Lo pigli. Faccio il ciupa. Il danno
Le armature, le armi le vedete descritte, se ci sono abilità particolari sono sul retro della scheda. F fratto 3 e allora, force fratto esatto, 3. Esatto, normalmente i danni sono un numero fisso più un F diviso qualcosa. L'F è body più force diviso qualcosa. Tutte le divisioni sono arrotondate per eccesso. Quindi questa uno. È l'unica tanta grazia che mi è data al sistema. Sì, oh, infatti mi stavo chiedendo dove arrivasse il mio, tra parentesi, 4, perché ho fatto force 1 fratto 3, 4. No, perché no, body aspetta. Più force oltretutto. Tutto quello che no, vi appunto. Metto, il risultato vi ho già messo, tra parentesi, sì, sì. Nuovo, cosa non dovete fare. Ok, caso. No, forse. E basta. Poi ci sarebbe... In teoria, io ve lo dico per onor di cronaca... c'è l'annoso regola dell'ingombro. Ti prego, ignora. Che noi ignoreremo 50 torce. No, io comunque ve l'ho messo. Ma tipo, il mio menu dato è per muovermi, correre. Quello dell'ingombro. Per tutto. Ovviamente, non tiri di coscienza. Ovviamente. Anche l'attacco. Sì. La allora, cultura no, pesa. Allora, il famoso peso allora, della non tutti, effettivamente, applicano questa regola o la mitigano. Perché effettivamente è andato è tantissimo tanto. Però giusto per darvi un po' l'idea del regolamento, ci sono due interpretazioni. Una è affrontare i combattimenti in modo strategico, nel senso il combattimento è mortale, quindi in generale se lo affrontate è bene affrontarlo sapendo contro chi state andando. Magari lo lascio lo zaino col manuale di medicina, le fialette, esatto. E il resto prima di andare a picchiare qualcuno. L'alternativa è portarmi uno zando, caricarlo il più possibile, eventualmente prendervi anche qualche penalità, ma nel momento in cui siete in una situazione lo abbandoni, chiaro, con il rischio di abbandonare, se devi scappare o lasci lì. Aggiunge uno spessore in più a livello strategico anche al combattimento. Sì. Capisco che però crea non pochi problemi, perché in effetti già con un equipaggiamento base che magari ti viene attribuito dal culto per il tuo rango, in alcune situazioni già hai dei malus. Io ho almeno uno solo per l'arma e la tuta. Esatto. Senza contare l'inventario, in meno a tutti i dadi, tutti i tiri che fai, hai quel dado in meno. Tu dove sei? Tu non hai meno. Ah, io non ho meno. Tu sei leader. Perché dipende da body e forza. Body più forza. Infatti, tu hai 5, io ho 4 meno 1. Quindi oggi io hai fatto l'esempio sbagliato, perché io in combattimento ho comunque meno 1, anche se mi preparo prima. Io oggi non lo considero per facilità. Però sappiatelo che è un elemento in più eventualmente da. In alcuni casi, io per esempio nel mio gruppo tendo a allargare un po' di più i confini anziché fare body più force, aggiungo qualcosina, però poi ognuno fa i suoi house rules. Le potentials sono un po' i talenti, il corrispettivo delle discipline, ma con la differenza che le discipline hanno una natura soprannaturale, i potential sono effettivamente dei talenti, ossia delle abilità particolari dovute a un vostro addestramento piuttosto che a una capacità innata di fare qualcosa, ma del tutto umana, non è nulla di strano. Però l'umana ti è uscita fantoziana, l'umana ti è uscita fantoziana, basta. No, l'unica cosa, finisco, scusami. No, all'inizio della scheda avete l'indicazione della cultura di vostra di provenienza. In termini di gioco, siamo interpretatela, italiani. Non tutti. Cosa? La cultura. Okay. In termini di regolamento, vi danno dei bonus, malus, cioè due bonus. La provenienza e anche la professione, il culto, non vi danno dei bonus in particolare, ma vi permettono in fase di creazione di aumentare il limite massimo di punti dove spendere le abilità. Quindi se per esempio si parte normalmente con un limite massimo di 3, se sei, che so, di Balkan, magari hai un più 1 in combattimento. Noi te siamo bocca. Però non hai un più 1 fissimo, devi spendere quei soldi. Quei voi due siete? Italiani. Bulgare. Io Borca, che è tedeschi. Germania. Poi c'è il concept, che è un po' il corrispettivo del nature o the manor dei vampiri. Quindi un po' se nel background vi indica qual è la vostra storia e qual è indicativamente più o meno il vostro obiettivo, il concept è il vostro carattere, la vostra propensione ad affrontare in un certo modo quello che vi capita. Prendetelo ovviamente come stereotipo, quindi non è che deve essere per forza
giocato. Mm-hmm. E il culto è quello di cui abbiamo parlato prima. È il culto quello. Direi che se non avete domande, per me solo uno, il truffle pig, che cos'è? Quello che penso. Il è il maiale da tartufo. Il maiale da tartufo, quindi esatto. Quello per cercare. Esattamente, quando stai cercando okay. delle trappole, le cose particolari, è un bonus. Ok, c'è scritto quando l'avevo visto. Posto. Figurati, nessun problema. Anche i concept sono descritti dietro, vi ho indicato anche il rank, ma più per un discorso di spiegarvi un po' dove non ci sarà un impatto nel gioco effettivo, ma ha senso. Scusami, il Renault cos'è? È quanto sei riconosciuto all'interno del tuo culto. Ah, ok. Quanto deve essere lungo il viaggio per arrivare alla palude? Un paio di giorni. A piedi, giustamente. Terreno. Considerate che il terreno nella prima parte è un sentiero tutto sommato non tenutissimo, ma comunque praticabile. Successivamente è palude, ancorché se c'è un sentiero il terreno inizia a essere un po' più... Noi quindi di estraneo sul carretto cosa abbiamo? Tipo immagino il tuo generatore... Oh, avete sicuramente portato il generatore... acquistato insieme al Petro, avete portato sicuramente delle tende o beni di prima necessità. Il monitor lo troviamo se caso lo trovo. Se ha un monitor. Se ha un monitor. Magari ah, ok, non l'hanno tirato fuori. Se lo stiamo andando a cercare. Tu sai, magari è un mega monitor dove devi andare. Ok, io ho un'idea di dove. Vabbè, sì, seguiamo lui, facciamo chiaramente turni di guardia. Io sto attento, faccio un po' da guardia al carretto mentre andiamo, mi guardo intorno. Benissimo. Mattina, molto attento ai banditi. Fa abbastanza freddo perché comunque siamo a marzo, però c'è ancora quell'umido dell'inverno che vi segue. Io ecco, lui è praticamente l'uomo profilattico, nel senso che è vestito con una tuta in neoprene proprio per impedire eventuali inserimenti di batteri o spore. Tutti sono pelati, non perché sono pelati per problemi di calvizie, ma anche le donne si rasano proprio per evitare come faccio batteri io Roberto. Che si infilano nei per i batteri, certo, però non avrei la barba. Quindi. Quando in una situazione particolare sì, normalmente li vedete anche bianchi perché si mettono disinfettante e talco addosso. Mm-hmm. Quindi sono maniaci del pulito, diciamo. Okay. Sì, infatti controllo che sia sigillata. È proprio una mania sensata. Poi alcuni lo portano all'eccesso, altri un po' meno, però anche qui ci sono tutte le varie sfumature. Partite. Il tragitto è abbastanza tranquillo. Se non fate nulla di particolare, tutto sommato il viaggio del primo giorno arriva abbastanza a termine senza grossi problemi. Di fatto al termine della prima giornata arrivate al limitare della palude. Tu sai benissimo che il giorno successivo di fatto inizierete piano piano ad entrarvi a entrare nel cuore della palude. Inizio a spiegargli di seguire i miei passi, non mettere i piedi dove non li metto io perché magari vanno fuori del segnato. Scusa, dove? Qui? E mi appoggio. Qui? Siamo in una palude? Me lo devi dire tu, se cioè tu l'esperto, no? Non siamo ancora nella palude. Domani andiamo nella palude. Domani metti i piedi dove li metti. Io sentendo questa discussione ti sfilo lo zaino e lo appoggio sul carretto. Ah, grazie, come sei cavaliere. Sì, proprio perché sono un cavaliere. E in più no, mangiate roba che trovate per terra. Io voglio solo sapere se durante il primo giorno del viaggio tu chi sei, un chiacchierone? No. Tu sei un chiacchierone? Meno di lui. Ok. Io quindi sacco. Passa praticamente tutto il giorno e noi che zittiamo lei perché parla troppo, almeno io zittisco lei che parla troppo. Sono qui per fare un lavoro. Io cerco veramente di smuovervi in ogni modo. Io ti ascolto, se tu parli io ti ascolto. Io parlo, racconto un sacco di storie, poi ogni tanto cerco di lanciare dei messaggi facendo capire solo molto velatamente che comunque li conosco. Non dico vi conosco, però vi racconto cose del tipo: e questo come cazzo fa a saperla? Santo quello. Se tiri fuori moglie e bambini, no, smetto di parlare. Non ho detto niente. No, 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 mi proprio limita un no, perché sai, alla bancarella subito dentro le porte della città, qua ci sono quelle cose ottime, se le prendi ogni mattina, sono freschissime soltanto però il giovedì e tu le vai a prendere soltanto il giovedì la mattina, in quel momento lì. Cioè quel tipo di discorso. Ti guardo anch'io. Male allora. Guardo pure male. Io l'unica magari che mentre siamo in viaggio cerco di capire se qualcuno ci sta seguendo, visto che il giorno prima ci hanno tampinato. Va bene. Fammi un tiro di percezione.
Così vediamo un po' come funziona. 5 dadi, quindi. Carisma. No, dov'è? Istinto. Ah, una particolarità che non vi avevo detto. Come vedete, alcune abilità sono barrate. C'è infatti un rapporto duale di alcune abilità. Ad esempio, Fate, Focus, Primal e Willpower. Questo perché se hai una non hai l'altra. Se hai una evidentemente non hai l'altra. Se hai fede non puoi avere una fede in te stesso, tra sì, sì, non sì. Puoi avere medicina e scienza. Esatto, quindi o una o l'altra. Sì. Già, anche se poi non avete dei punti in quella particolare abilità, il solo fatto di aver scelta una piuttosto che l'altra vi dà già un indirizzo sull'interpretazione del personaggio, sul carattere del personaggio stesso. Vado. Un successo e un due successi e un trigger. Esatto, due successi di cui un trigger. Una cosa, ditemelo voi, io normalmente non tendo a dichiarare la difficoltà, perché altrimenti, se, come in questo caso, se ti dicessi che la difficoltà è 3 e tu sai di aver fallito e quindi che probabilmente ci potrebbe essere qualcosa, mm-hmm. Non dichiarare. No, chiaro. Quindi, non dichiarare. Molto meglio non dichiarare. Considerate comunque che in un tiro normale basta un successo, diciamo un tiro medio a difficoltà 2. Ok. Ah, ok. Medio. Quindi cosa scova lui? Tu sei abbastanza confidente di essere comunque in una zona, almeno per ora, abbastanza tranquilla. Mi fido delle mie percezioni. Non passa la notte facendo i turni come vedete. Chiaramente detto. Con lei lo fa uno di noi. Ok. Ma mamma, se mi... Quindi lei chi è che fa il turno con me? Ah, lo fa anche lei o lei non glielo fate fare? No, se facciamo due turni a due. Sì. Io sveglio okay. Da solo, non c'ho voglia di stare. Ah, ok, due turni a due. Quindi chi va con lei? Prendo fuori tre bastoncini. E io mentre tiro fuori i bastoncini mi tolgo la maglietta perché è troppo sudata e la sto scuotendo al vento. E fa sotto freddo. C'è qualcosa. No, ne hai detto, va bene. A parte non quello. Restate indifferenti, anche i più stoici. A maggior ragione tengo quello più lungo. Io la osservo attentamente, ma dal punto di vista medico. Sì, certo. Posso provare veramente a fare i movimenti da gatta per smuovere gli ormoni di questi tre? Fammi un tiro di seduction. Io posso usare willpower. A questo punto puoi fare willpower per. Quindi è 3 e basta? O 3 più carisma ormai? È carisma più seduction. Quindi non c'ho un bonus perché sono un medico? Assolutamente no. Cosa vuol dire? È abituato a vedere gente. Aspetta, io però ho un dado in più di solito quando tratto con i pazienti. Sì, ma è da mesi che non vedi una donna. Chi lo dice? Però io che con i pazienti ho un dado in più. Ma non è un paziente. Ma io posso provare a immaginarmi che sia un paziente? È un paziente sì. Perché incuti tu riverenza loro nei tuoi confronti, non perché 4 successi di cui due trigger. Hai tirato 6 dadi? Sì. Quando ho detto cominciamo a leccarti le dita strofini sui capezzoli. No, sono molto più pacato, però sì. vedo molti più uno che successi. Allora, ovviamente non fai una debacle perché ovviamente sei comunque ci tieni la tua immagine. No, chiaramente, però cedi. Però la tutela io mi avvicino sul passo. Però inizia a far caldo. Io mi avvicino e gli ritiro sulla mascella e gli dico no, aspetta. Come lei non tocca. Io tolgo un attimo lievemente il sia che dico stringeva per quello. Posso con i trigger fare giusto nel momento in cui si sta ricalmando, è giusto capire. Girarmi, è giusto fare lo sguardo languido solo a lui e poi me ne vado. Cos'è che hai tirato willpower? Ti infierisce mm-hmm. ulteriormente, tu ti senti effettivamente... No, ok, insomma, ci fa anche bene. Perché no, una volta... Che cosa ti abbiamo detto che non si tocca? E non si tocca niente. Lo guardo malissimo. E non ti tocchi neanche tu. Ecco, questo non lo volevo sapere. Comunque la notte passa tranquilla. Una persona saggia apprezza quello che vede, non è detto che poi debba toccare. Apprezza ma non toccare. Avevo capito, lo faccio io il turno per lei, va? Vabbè, no, lo faccio io. Tuoi. Vabbè, io ho preso un bastoncino, lui ha messo tre bastoncini, vediamo. Dai, vediamo. Chi fa più basso? Sei uno, due, più tre, basso. Quattro, no, chi fa più basso? No, chi fa più basso? Che prende quello più corto.
5 1 6 il più morigerato, sì, quello con famiglia, esatto. Se ho una chance di resistere, io dopo il mio tiro ho fatto vabbè, ci rimango io con lei. Però non puoi negare che lei sia decisamente più interessante di tua moglie, ancorché la cosa io tra l'altro non ho willpower, quindi fantastico. Sì, ma ripeto, cioè puoi guardare, puoi dire mica, puoi magari fissare un punto, ma non è detto che tu debba agire, cioè non sei un animale. Io però durante il turno di guardia, tanto per dire, con lui faccio la bambina, quello del che mi hanno mandato qui, non... cioè io sì, vero, conosco tante cose, tante persone, attenzione. Ma poi dopo con tutti questi professionisti, questa gente così colta, dovremmo andare avanti con l'avventura, ma io qui, direi che ci vuole un tiro di deception. Mi sento perché di deception? Di lui, no, in realtà lui lo sta ancora seducendo in maniera diversa. Ah, sì. Ok, pensavo tu stessi appellando al suo spirito paterno perché c'ha famiglia. Sta facendo una seduzione in maniera diversa. Ma così non seduci. Beh, il daddy lo seduci. Se c'hai figli, sta facendo la povera innocente. Ma se c'hai una figlia, magari ti fa solo incazzare. Non è seduzione per portarmela a letto, è seduzione per poter per smuovere la sua empatia nei miei confronti. Vedi tu se vuoi resistere o tutto sommato accettare la sua simpatia. Io farei un tiro di condotta per cercare di capire qual è la cosa che vuole da me. No, attenzione, dargliela. Conduct. No, è cercare di capire cosa vuole da me e dargli solo quello senza andare troppo fuori dal seminato. Che è un po' simile a trovare qual è il giusto modo di relazionarsi con qualcuno, qual è il giusto regalo da fare nell'occasione. Sì, è un po' per farti rompere il cazzo il meno possibile. Sì, esatto. Questo toh. 3 successi e un trigger. E io che dovrei fare? Sempre ancora. Sì. 3 successi e un trigger. Sventola le tigre. Cioè, quindi 4 successi in tutto? No, 3 successi di cui un trigger. 3 successi. A fatica, però. Insomma, sei lì, eh? Sono lì. Tiro un po' il colletto, sudo un po', però. Però capisci che ti sta trollando. Ti do corda per dirti sì, vai. Tanto il mio unico scopo semplicemente era averti meno contro. Ma io non ti ero contro neanche prima, in realtà. Meno del non. Cioè, insomma. Vorrei dello spalleggio. Quando vai a dormire potrei fare la grimdainata. No. È caduta la lancia. Va bene, la notte passa. Scusate. L'indomani partite. Piano piano. Ho ancora i miei soldi? Hai ancora tutto. Lentamente, gradualmente, ma comunque in maniera molto percettibile, iniziate ad entrarvi all'interno della palude. L'atmosfera cambia completamente, c'è l'aria molto più pesante, iniziano a esserci in giro degli insetti, ancorché comunque ancora quasi inverno, ma però comunque nella zona paludosa ci sono già in giro insetti. L'aria è appunto pesante, l'atmosfera è molto più cupa, il sole non filtra più all'interno della vegetazione della palude. Voi tutti, tranne ovviamente gli avanzali, vi sentite appesantiti, non che ci sia qualcosa di soprannaturale, ma sostanzialmente l'ambiente mi sembra ancora palude non normale, non è proprio però edificante, no, però comunque rimanete, ma a me scientificamente mi sembra palude normale, sì, ancora. Okay. È un pessimo presentimento. Te questa sensazione la ricordi guardando i loro volti, perché tu domani ci sei abituato, ma ti ricordi le prime volte in cui sei venuto che effettivamente la palude per te è proprio un altro mondo, ancorché conosciuto, ma è un altro mondo con le sue regole. Anzi, fammi un tiro di Legends. 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 Un trigger. Allora, tu ti ricordi di una sera passata al pub a bere con un collega, un altro zappatore, che ti diceva che una volta si era addentrato un po' di più nella palude e aveva visto dei pesci particolarmente aggressivi. Francamente, col senno di poi, secondo te era un po' al piccio. Però vi guardo a un certo punto, dopo che sto tastando il terreno per vedere dove andare con la zappa, in modo da non finire in un
in una buca che non ho visto. Vi dico anche, continuate a mettere i piedi dove li metto io, perché ci sono pesci che mangiano i piedi, quindi attenti, perché se è vero, ci se vi azzoppa qualcosa il carretto, medicina o scienza, il carretto ne porta uno, due sprofonda nella palude, quindi uno lo dobbiamo lasciare indietro. Non fatevi masticare le dita. Io non sono pratica delle paludi, scusate, salgo sul carretto. È il secondo fumble che fai, Roberto, È vero, è fumble. No, perché ho fatto un successo. Ma hai fatto 4-1. 4-1. Per te può essere, può anche essere. Tanto ti avrei detto il gioco per lei, però sì, sto più attento. Anzi, in certi punti hanno anche le zampe. No, però sto più attento, sto molto più attento. E soprattutto gli chiedo, ma un po' spaventato dopo questa affermazione, ma tu sei mai stato a lavorare vicino a dove dobbiamo andare? O conosci solo la zona? Conosco la zona e un mio amico ci è stato e è tornato senza un piede. Se non mi dispiace, io rimango sul carretto. No, il carretto è già abbastanza pesante così. Solo se. Io mi metto direttamente dietro di lui per vedere esattamente bene dove mette i piedi e ci presto particolare attenzione. Okay. Se non sei pesante, mi guardo allora un po' di meno intorno per banditi, eccetera. Perché. Se non sei pesante, allora puoi camminare. Ok. Siete. Solo che mentre andiamo, ti dico solo che mentre andiamo, io chiedo informazioni mediche su quei pesci, se tipo i miei stivali possono resistere ai loro denti e tutte varie. E io peggioro la tua situazione. Okay. Ogni domanda che mi fai. Sono voraci di neoprene. Sì, lo sciolgono come se fosse plastica. I denti attraversano anche l'acciaio. Beh, lasciamo su queste affermazioni. Qua un po' sta esagerando, però. Fai capire che forse magari. Potrebbe essere infetti o chissà che. Riuscite ad arrivare abbastanza avanti nel percorso. A questo punto tu sai che è arrivato a un certo punto del percorso del sentiero, dovete abbandonarlo completamente e svoltare a sud, immergendovi di fatto negli acquitrini. Immergendoci? Esatto. Fai ancora più attenzione. Perché di fronte a voi lo vedete in lontananza, ma ci vorrà almeno una mezz'oretta di cammino, perché comunque camminare a questo punto in mezzo all'acqua e alla fanghiglia vera e propria vi rallenta parecchio, perché avete un carretto da tirare. Davanti a voi c'è un isolotto molto grande, ci sarà un qualche chilometro di larghezza, un paio di chilometri massimo, ed è lì che in teoria dovreste andare. Quando arriviamo poi ci possiamo riposare, però intanto che ci senso ha mantenere i passi che fai tu se siamo in acqua? Pesci nuotano. Perché fino a qua ci sei arrivato con i tuoi piedi, se no ti dovevamo portare da prima. Se va avanti lui mangiano i suoi di piedi. Non credo che funzioni così, ora che siamo immersi. Però potrebbero esserci comunque delle. Ma io faccio quello che dici, cioè, a sabbia mobile, quindi domande. Dovete solo. Io nel frattempo raccolgo una delle fialette di vetro vuote con un campione. D'acqua? Acqua e un po' di limaccia. Limaccia, quelle magari piante frammentate che scorrono nell'acquitrino. Quindi misto palude. Ok. Di misto palude. Fiala di misto palude. Sì, cioè il fritto misto e il misto palude. No? Che ha tra l'altro i pesci. È praticamente l'effetto di quando metti la polverina nel ramen istantaneo e togli il ramen. quel colore. Che schifo. Che rimane con quei pezzettini e quel colore strano. Sì, che non capisci l'origine. Beh, io trascino il povero Bianchino che è stato portato con noi per portare il carretto e vado avanti per primo, sempre tenendo la zappa davanti per tastare un po' il terreno. Tastare un po' il terreno. Quindi andiamo abbastanza lenti. Sì. Necessariamente. State guadando l'acquitrino, siete quasi arrivati, manca qualche metro. Il gesto? Scatto correndo fuori dall'acqua. Lo splayer si agita. C'è lo splayer, pensavo. C'è lo splayer che è il mollusco che per una frazione di secondo ha un leggero avviso. Terraferma immediatamente e inizio a fare dei passi avanti. Se qualcuno non, i pesci! Non mi sta seguendo, lo trascino verso. Tanto è qualche metro da. A qualche metro, però fate fatica comunque ad avanzare. Sì, sì, avanzo però di corsa, cioè sforzandomi, e se qualcuno non recepisce il mio messaggio veloce lo trascino. Comincio, ma cazzo, i pesci sono con le spore!
Posso provare a correre nell'acqua, nel senso cercando di evitare di impantanarmi nell'acquitrino usando loro come... Cioè ti appoggi su di loro? Mi appoggio, loro sono, immagino siano un po'... Beh, io sono partito. Saltare sulle spalle di uno, prendere hop e agganciarmi all'altro per poter... Lui è un fuscello. Proprio così è effettivamente un po' difficile, però diciamo che anche solamente spingerti, aiutarti sulle loro spalle per estrarti meglio la gamba dal fango e avanzare un po' più velocemente. E questo lo vorrei fare, però non voglio che si incazzino per la cosa, quindi quando passo un bacino a tutti. Io sto correndo solo. Il mio scopo è correre, uscire dal pantano e mettermi a guardare il coso e guardarmi attentamente in giro. Poi nel tragitto quello che succede, succede. Questo è quello che voglio fare. Aspetta, io, in che senso quello che succede, succede? Se muore qualcuno capita. Ah, ok, no, perché avevo... Lui l'aveva inteso. Sacrificio per l'umanità. Allora, tu cerchi comunque con l'aiuto degli altri, no, anche non offerto, di andare avanti. Tu vai. Sì, dicendo allora... Io se si appoggio su di me la riuso per... Aspetta, no, so che sembrava una stronzata quello che sto dicendo. Il succo del bacino era lì inteso come il un succo del bacino è metallo. È stato grazie per essere venuto. Buonasera, è stato Abbiamo un piacere. Abbiamo rovinato The Genesis. Boom. Prego. Sei proprio il peggio. No, questo non era voluto però. Pensa fosse stato voluto. Era voluto un'altra cosa. L'idea è voglio che loro in realtà nel momento in cui passo non facciano quella parte di quelle impanicate che mi sbattono giù nel fango appunto. No, io che cazzo fa? No, è quello, era sfruttare un mentre ti sta partendo riuscire a un vuoi fingerti spaventatissima? Sì, però appena Vabbè, io mi curo del mulo e lo porto fuori. A me non me ne frega nient'altro. Anche a me non me ne frega un cazzo. Ma tu sei sicuro che sei sposato con una donna e non col mulo? Sì, ma il mulo mi dà da mangiare. Io raggiungo il terreno. Poi io lo raggiungo dall'altra parte. No, è stato proprio solo un attimo. Provo a tenere di percezione. Però se ci devi spaventare ogni volta che... Si è mosso. Cosa? C'è qualche creatura infetta qui intorno. Vi faccio vedere. Beh, tu non l'hai visto perché stavi davanti. Saranno i pesci spora. Lo guardo seriamente. E... Dai. Due successi. Pari, eh. Però ognuno! Pari è passato. Cadi quella porca... Cambia i dati, esatto. Hai una sensazione. Vai in stance rossa. Non l'hai visto. È più una sensazione, quindi non sei neanche sicuro. Che con un angolo dell'occhio hai visto un leggero incresparsi dell'acqua in lontananza. Verso un lato. Verso... È talmente tanto impercettibile che no, la direzione rispetto a dove ero, se è di là o di là. Pizza che tu vieni da qui, adesso sei arrivato di qui, era di qua, allora guardo in quella direzione, stanno andando e allungando solo, senza avvicinarmi, prendendo dall'altro lato e allungandolo in quella direzione. Niente dopo si vedessi si è allontanato, però mi vedete molto serio. Io la faccio, sì, cioè, vedendo che... il suo sguardo è veramente molto scuro, vedendo che anche lui sta cercando. Ora non è proprio il suo uso, ma uso il periscopio come se stessi guardando da più in alto. Allora, per darmi una visuale. Sì, anche perché io sto proprio puntando verso quella direzione per vedere se vibra e poi faccio E dando un'occhiata intorno se c'è qualcosa che si muove, si sta nascondendo. Percezione anche tu? Sì. E ci riuscì, ci è girato. Due successi e un trigger. Questo gioco esiste l'aiutare gli altri? Sì, in alcune azioni che possono essere, tipo indicargli dove deve guardare? Beh sì, questo lo puoi fare in tutti i giochi, però nel senso, in alcuni, il classico esempio di buttare giù una corda, okay. Ho dei vantaggi meccanici a tipo indicargli a lui in che parte deve cercare quella cosa che sta cercando? Allora sì, gli puoi dare un bonus in più. Quindi gli hai un dato in più? Sì. Quindi sto proprio puntando qualcosa. No, beh, in questo caso. Non confondere i miei dati con i suoi. Ti posso anche abbassare la difficoltà. Abbassa la difficoltà. Posso tirare? No. Normalmente. No. Tu qua hai fatto dei trigger? Prima di percezione? Prima di percezione, no. Allora, niente. Normalmente sono i trigger che puoi aiutare a. Diciamo che. Allora, premesso che il periscopio ha un utilizzo per voi, Scrapper.
particolare dove ci sono delle rovine. Ipotizziamo che ti trovi all'interno di una rovina. Se c'è un muro con una frattura, puoi infilare il periscopio per vedere dall'altro ambiente. Quindi non ha una funzione né di lente né di grandimento, ma di snodo. No, infatti non l'ho detto, non era giusto per binocolo, era per guardare in un punto più alto. Lo dico anche perché ci ascolta. Certo, giustamente. Cioè che io non immagino il classico tubo esattamente. Ecco, lo volevo usare solo proprio per quello. Anche tu hai una leggera percezione, impressione, ma che magari unita alla sua, indizio potrebbe non dire fare un'altra prova, ma o magari l'ho rovinato anche tu, esatto, magari sei stato influenzato dal suo giudizio. Ti sembra di vedere in lontananza, però in un punto più lontano da quello che ti ha indicato lui, un leggero incresparsi dell'acqua. Dobbiamo continuare di qui, tanto che allora dall'altro siamo lato. Siamo sulla terraferma ora, sì. Cioè terreno più solido. Chiedo a Aida di salirmi sulle spalle. Aida. Ci sono cascate. Il mulo è attaccato al carretto? Sì. Ok. Lo trascini tu. Allora poi ti do una mano. No. Gli passo il periscopio sempre per lo stesso scopo, come l'ho utilizzato io. E io, per prendere sulle spalle, mi sfilo gli stivali. Non vorrei sporcarti le spalle. Grazie. Salgo. Metto il fango fin qua. Ma le spalle. Considerando che anche lei c'ha il fango fin qua e quindi ha tolto gli stivali e tutto. Vabbè, adesso. Però è un gesto. Sì, è un gesto carino, dai. Passi la tua asta, per favore. Sei grande. Io mi giro a questa cosa perché sono ancora provato dalla notte. Ah, però è bella lunga. Comunque vai, tiro in percezione, va? Percezione. Fai bed watching. Tanto che voi vi guardate alle spalle verso quello che non ci interessa più, io vado un attimo avanti a vedere che sia tutto a posto. Sì, no, io vado con lui. Perché tu sai che i pericoli possono arrivare anche dalla terraferma. Domanda è sono sulle sue spalle con il binocolo. Mi abbassi il periscopio. Mi abbassi la difficoltà. Se tiro normale ci consiglio. Ok. Che bella merda! Comunque quindi due di qui un trigger. Quindi i risultati sono più o meno simili agli altri. Non vedi più granché. A questo punto le interpretazioni tue sono due. O l'hanno avuto un abbaglio, o se effettivamente c'è qualcosa nell'acqua che ha fatto scattare il suo trigger e si stava già allontanando, può darsi che a questo punto sia troppo lontano per essere vista. Va bene. Lascia a te l'interpretazione. Io scendo dalle spalle facendo un turnico in avanti e gli scendo frontale, passando con la guancia a guancia, dicendo tranquillo, non succede niente. No, meglio così. E più contatto di cui si muore e mi allontano lasciandogli il suo periscopio. Io sto seguendo lui. Ve lo lascio. Mi spiace. Io avanzo un pochino per vedere che non ci sia nulla, magari appena... Ok. Qui l'isolotto di fatto è completamente ricoperto da vegetazione, quindi fai un po' fatica a inoltrarti. Infatti lascio il carretto indietro con loro due che sono lì. Ti sembra comunque tutto sommato la situazione, diciamo, sotto controllo. Presenza di spore o cose sembra intorno? No, ma negli alberi qualche no, accenno? Ti sembra qualcosa. Vegetazione normale, normale, è una palude però. Dalla mappa il campo di spore più vicino quanto è lontano? No, è dall'altra parte dove avete il campo voi. Ok, quindi dall'altra parte è più vicino a Bergamo. Quindi non sarebbe. È possibile che una creatura, se sono sicuro di quello che avete percepito, venga fino a qua? Allora, qui si entra un po' nel campo della ricerca, ossia, per quello che ne sai tu, voi spitaliani in generale, le spore diventano pericolose nel momento in cui vengono inalate, perché intaccano l'apparato respiratorio. Mm-hmm. Tant'è che le persone infette fino a un certo punto iniziano a presentare anche intorno alla bocca delle escrescenze, tipo la febbre, però in maniera proprio intorno alla bocca. Peraltro, anche qui nota di colore di ambientazione, i livelli di infezione più elevata
che portano poi appunto ai leperos che vi dicevo prima, oltre a escrescenze intorno alla bocca, presentano sul petto le medesime escrescenze, ma che definiscono un disegno abbastanza, per quanto possa essere preciso, un disegno fatto con delle purulenze, preciso di un quello che viene chiamato un mandala. Ogni cultura, ma è stato fatto poi successivamente questa associazione, ha un mandala di riferimento. Questo è il mandala di Purgare. Il fulmine è quello di Borca. No. Quello che abbiamo noi e no, che è lui sì, sulla quello maniera. Di Borca invece è il fulmine. Ah sì, ok, quello sì, di... Esattamente. Quindi chi viene infetto, anche in questo caso, c'è quel rimando all'interazione particolare tra spora e luogo. DNA, luogo, cultura, manifesta fisicamente... Quindi questi simboli per le culture sono stati scelti dalle culture dopo che hanno visto sta cosa? Ipoteticamente sì. Okay. Ripeto, l'infezione è per via aerea, quindi il dubbio tuo, del tuo personaggio, era poiché... Dico, zona... Se una mucca viene infettata in Germania, può spostarsi a Bergamo, può arrivare fino a qua? Beh, mucca può arrivare, cammina. Ok, ma anche infetta, si allontanano anche così tanto dal luogo a cui sono legate, perché dipende regione. Esatto, dipende. Allora, altro elemento di ambientazione, come vi dicevo, ci sono questi Homo de Genesis che cambiano a seconda della zona. Loro normalmente, anche in questo caso c'è un'interazione particolare tra spora e animali. Normalmente da animali piccoli, insetti, per esempio sulla Francia ci sono le api, nella zona di pollen, adesso non vorrei dire una stupidaggine, se non vado errato, ci sono granchi, polipi, che sono legati in qualche modo alla spora, e nelle zone dove ci sono spore ne diventano in qualche modo anche delle portatrici di spore. Quindi, ad esempio, appunto in Francia, in Franca, le api sono pericolose perché possono portare spore. La spora permette, quindi avere animali che portano spore, possono permettere all'Homo de Genesis di alimentarsi ulteriormente di spore. Detto questo, la mucca, ipoteticamente, che è infetta, a meno che sia infetta a certi livelli, normalmente l'animale non arriva ad avere una coscienza comunque particolare, se non quei tipi di animali lì. Cioè, nel senso, le api, per esempio, infette, hanno una coscienza già sciame per conto loro, ma sono quasi comandate dall'Homo de Genesis, che okay. La mucca non ha questo tipo di legame. Non è detto che però in qualche modo istintivamente rimanga in una zona. Ah, però può essere tutto il succo di questo era per dire che se c'è quella creatura lì è possibile che venga anche dal campo di spore dove abbiamo il campo noi, sì. E non è detto che ce ne sia uno dubbio, qui. Il tuo dubbio in realtà è anche un altro, nel senso che tu sai che la zona di est di Bergamo, ovest di Bergamo, dove ci sono i campi di spore, ci sono anche dei bacini idrici sottoterra, che è quello che abbiamo noi che eravamo qua per indagare, per evitare che si infettassero. Il dubbio è che non sai proprio effettivamente cosa possa essere successo, magari è un dubbio infondato, che sottoterra i campi di spore stiano infettando i bacini idrici. Ora, tecnicamente bere acqua infetta ritieni non sia pericoloso, perché comunque non va a intaccare le vie respiratorie. Ma cosa succede a un pesce? Di fatto che respira. Di fatto respira acqua. Potrebbe essere un dubbio infondato, potrebbe essere. Però io sono qui per indagare quello. Però che ne sai che magari ci sia un bacino idrico che che fa da contatto dalla zona dal campo acquatico. Tutto questo lo penso mentre sto accompagnando lui. Beh, se non fate nulla di particolare, di fatto avanzate, immagino avanzate. Sì, sono molto dice... più attento. Perfetto. Se non mi dice non notate che effettivamente va. Se fino a
prima di questo evento il nostro dottore era comunque un po' più tranquillo, anche quasi gioviale per la presenza della ragazza. Sì, non la zittisco neanche più adesso. Adesso lo vedete proprio serio, pericolosamente serio. Proseguite, vi trovate finalmente in una radura. Tu intuisci che questa sia la zona della vostra destinazione. E a questo punto io inizio a imbracciare il fucile. Non si sa perché mai. Perché preferisco avere un fucile che una zappa. Fucile che prima lo stavo tenendo dall'altro lato per fare tipo sonar. Adesso lo giro, lo tengo come arma, però sto sempre attento. Ok. Siamo vicini, tenete gli occhi aperti. E non toccate niente. No, guarda, fino a poco fa li tenevo chiusi. Adesso tienili aperti. No bullshit. Ok, sentite veramente che non per fatture esterne, ma la tensione. C'è tensione. C'è veramente tensione. C'è questa radura, il terreno ancorché asciutto resta comunque abbastanza molliccio. Davanti a voi però c'è un cumulo di vegetazione in mezzo alla radura. E quello è la zona che ti era stata indicata come la vostra destinazione. Che io sappia, ci sono piante che sono velenose al tocco da queste parti? Nella No, di sicuro non da mangiare. Vabbè, da mangiare gliel'ho già detto di non mangiare. Qui non siamo nell'acqua, giusto? Siamo no, anche se il terreno comunque è umido. Sufficiente comunque da potervi accampare eventualmente. Anche perché dovrebbe essere il campo base. Esatto. Avete modo di tagliare le piante? Posso con lo splayer? Fai un po' fatica perché però no, insomma, se no io ho un coltello. Sì, no, ce l'ho fatta. E io sì, dimmi dove, cosa. Dobbiamo andare avanti col carretto. Ah, non ci passiamo. Per fare macete. No, adesso siete al limitare della radura. Quindi la radura è sgombra. Ok. In mezzo alla radura c'è questo assembramento. Che dobbiamo andare verso di lì. Quindi. Okay, non avevo interpretato male che. Ok. Se dobbiamo entrare lì dentro qualcuno dovrà accettare qualcosa. Sì, ok, finché non attrezziamo la radura lo tengo bene come arma e poi in caso seguo le sue istruzioni. Quindi arrivati al nucleo della vegetazione iniziate a sfoltire. Cioè. Sì, inizio a sfoltire. Mentre loro sfoltiscono io mi guardo intorno perché io non ho armi da taglio, quindi mi tengo d'occhio i dintorni. Io se vedo qualcosa di particolare invece che zoppare faccio... Lo uso tipo quello per tagliare un po' tipo a mo' di pinza per provare a vedere cos'è, se è qualcosa che non interessa vado avanti a tagliare. E io mi sono seduto sul retro del carretto guardando dietro per vedere se qualcuno c'è. Perfetto. Allora, vi ci vuole in realtà poco, già avvicinandovi un po' avevate questa impressione, ma poi spostando la prima vegetazione ne avete la conferma. Sostanzialmente questo cumulo di vegetazione è vegetazione cresciuta su dei ruderi, su delle rovine. In particolare, guardando meglio, notate sostanzialmente quello che idealmente potrebbe essere il perimetro di una struttura, di un edificio. Trovate però solo la parte della parete esterna, esatto, e solo un lato. Mi fai un tiro di engineering. Scrapper. Obla. No, ci arriva, lo ritiro. Peccato. Un successo. Allora, tu noti sostanzialmente che la parete sottostante è di cemento grezzo. La vegetazione è cresciuta su tutta questa struttura qui. La struttura ha una forma degradante, quindi parte da una parte molto bassa, piano piano sale fino ad arrivare a un 4 metri e mezzo circa. Ciao, Dosca. Grazie per avermi salvato. No, non l'ho presa, non ti ho salvato. Un cazzotto, no, no, ho aspettato apposta che si spostasse. Ho aspettato apposta che si spostasse dalla spalla perché stavo già per fare spam. No, che spostato. No. Ti fa aspettare. Quindi, questo è il muro perimetrale. Voi arrivate da questa parte. Sì. Qui parte basso, si alza sempre di più, fino a scendere nuovamente. Qui termina a questa altezza più o meno. Quindi avete angolo? Ad angolo. Ok. Questo angolo qui. Tutto intorno vegetazione, però avete più o meno ripulito un pochettino per farvi un'idea del perimetro.
la cosa che effettivamente notate quando arrivate nella parte più alta è che a un certo punto il cemento grezzo si interrompe per lasciare spazio a una sostanza, una materia nera, lucida, molto compatta. Li fermo subito appena vedo. Quello cos'è? Prova a guardare. Se non lo capire cosa sia, magari o con scienza o con qualcosa. Ma più che altro tu, se mi rifai un tiro di con engineering. Se ci spendo ego posso tirare un comunque vuoi tirare scienza? Allora no. Ego da regolamento è previsto solo in fase di combattimento. Ok, un po' meglio. Okay. Tre successi. Tre successi e un trigger. Confabulate un po' tra di voi. Secondo te quello ti sembra? No, non mi sembra. No, ipotizzate che questo sia effettivamente l'artefatto. Perché nessuno di noi capisce esattamente cosa sia. No, nel senso che tu, che hai avuto un po' più a che fare rispetto a tutti gli altri, certo, compagnisti, sai che ogni tanto smanacciano su delle tecnologie, su dei pezzi di metallo che ha davanti a sé una parte che ha un materiale simile a questa cosa qua. Normalmente loro leggono dati, leggono qualcosa che tu hai potenza relativamente. Però è una cosa che ti è già familiare, non ne avevi mai visto uno che apparentemente sembra di questa portata dimensione. Guardando quanto sembra largo, quindi ripulite un po' meglio la zona, standoci quindi molto attenti. Bella superficie piatta nera. Ok, sì, io giro proprio Black Mirror, io giro proprio intorno. La pulisci anche intorno? Pulisco un po' intorno senza pulire troppo vicino, perché lì preferisco che lo faccia qualcuno, magari dopo lo faccio con qualche strumento più delicato. Altro. Io vado col coltello e pulisco la pianta. Io quando vedo che vi state avvicinando vi dico, io non entrerei lì dentro. E probabilmente se lo stiamo cercando. Ho capito, però guardate cosa state facendo prima di pulire. Per ora sto togliendo le piante, l'unica cosa che conosco. Per allargare la zona. E sai come fanno i ragni con le prede? Aspettano nascosti che qualcosa si avvicini. Una cosa è sicura, qui i pesci non arrivano. È come infatti, ho detto io ragno. Però mi sembra una persona, lui mi sembra una persona molto abituata a queste cose, soprattutto che è riuscita ad avere una famiglia facendo il lavoro che fa. E quindi... E si è sopravvissuto finora. Quindi... In alcuni punti dove mi sembra un po' più folto, dove penso potrebbe esserci qualcosa, allungo il coso e taglio a distanza. Però proprio pianissimo, comunque. Però io okay. Proprio proseguo un quarto io della sua velocità. Cerco prese soprattutto, cioè ingressi. Oh, per farlo ovviamente prima bisogna pulire. Sì. Quindi devi aspettare lui o gli dai una mano. No, io gli do una mano. Coltello. Okay. Allora, io sto facendo molto lentamente. La situazione però. Quindi è questa. Nella parte qui che vi ho detto, dove la parete raggiunge la parte più alta. È sostanzialmente occupata tutta questo materiale qua nerastro. È un'intera parete? Esatto. Una tipo grandezza da schermo da cinema? Riuscite o... a definire, ripulendo piano piano, riuscite a definire effettivamente un quadrato, sì, cioè non è un quadrato, ma un rettangolo, di 2 metri per 3. Minchia. Mega schermo. Cazzo. È un spesso. Cinema? No, uno massimo 2 centimetri, non sai se però entra poi. Quindi una lastra di roba nera, sottile e alta. Esatto. Tu noti, visto che ti sei messo anche a pulire un po' intorno, che sulla parte laterale della parte L della parete, qui, in basso, noti una discontinuità nel cemento. Sembra che ci sia un materiale diverso. Fai fatica finché non pulisci tutto, se pulisci tutto. Ragazzi? Prima di continuare a pulire, potrebbe essere una di quelle tane dei ragni o è qualcosa di diverso, faccio venire loro. Vado a vedere. Vado anch'io. Io tengo pronto. Io continuo a rimanere sul carretto a guardarmi attorno. Sì, già mai. Io vado in ingegneria per capire. No, vabbè, se vi avvicinate un po' e guardate con attenzione, sostanzialmente c'è una griglia di metallo. Questo non è il mio campo. Appunto, prova a interagire e capire che però cavolo è simile a una ragnatela. Quindi pulite bene anche questa zona qua, immagino. Io sì. Ok. Se lui si spaventa lo faccio andare. Immagino indietro. Quel poveraccio di tuo figlio o figlia? Figlia. Quel poveraccio di tua figlia quando gli racconti le storie d'horror che poi vuole essere consolata, invece gliele accanni ancora di più. E sarà quella che sopravvive. Allora, sostanzialmente ti ritrovi davanti a una griglia
di dimensioni ragguardevoli, perché comunque una cosa di questo tipo. È una griglia in metallo. Ma c'è un buco sotto. Una specie, cioè... Allora, è una griglia a fenditure. E oltre c'è buio, quindi fate oggettivamente. Ma quindi non è messa per terra, è messa sulla parete. Sulla parete. Sembra una simil porta. Sembra un simil condotto d'aria. O un castrato, qualcosa che comunque sembra che possa. Suggerimento potrebbe essere. Sì, più... sì, sì. Che posso far leva in qualche modo. Allora, in realtà, se lo devi aprire, noti che le viti. Ecco, c'è qualcosa già abbastanza. Esiste il concetto in questo gioco di preparare l'azione? Dipende cosa intendi. Io voglio preparare l'azione a se qualcosa esce, tirargli una mazzata in testa. Ok, sì, va bene. Fammi un tiro di percezione. Anzi, fatemelo voi due. Entrambi. Se serve ho la zappa. Vai. Zappa molto. Due successi. 5, ho fatto un play. Tu ti rendi conto, mentre stavate sistemando un po' la vegetazione davanti a questa dove avete scoperto poi che c'era la griglia, noti che la vegetazione, il modo in cui si trovava la vegetazione su questa parte di muro, sembra quasi che non fosse la conformazione naturale della vegetazione, ma che in qualche modo probabilmente la vegetazione sarebbe cresciuta in un'altra posizione, ma gli sia stata messa sopra. Ok, quindi è stata nascosta o... Ce lo dici? Sicuramente, certo ve lo dico. Io dico, la vegetazione qui è stata posta in maniera artificiale, qui qualcuno ci ha messo le mani. Però noti che le viti sono al loro posto. Oh, questo lo tengo. Beh, io se dice questo... Nel senso, l'incrostazione della vigine sì, è bacia, intatta. Sì. Io non guardo più allora adesso dove la cosa è pronto a colpire, ma mi guardo attentamente intorno perché magari qualcuno che potrebbe tornare. Dobbiamo toccarlo? No. Deve farlo lui. No. Sì. Questa. Io devo capire dove attaccare il generatore. Ma il generatore l'abbiamo sul carretto. Bene, ancora qui. Dove l'attacchi? C'è fammi capire dove l'attacco. Un qualcosa di pesante da poter spostare davanti. Ah no, perché tanto, scusa, è dietro. No, ma allora, io non ho capito, è sul muro. Oh, sì, questo è il muro. Sì. Voi arrivate da questa direzione qui, quindi vi trovate la davanti grata, tutto il muro. Qua c'è la parte ad angolo. La grata è su questo lato. È sull'altro angolo da cui siamo arrivati. Ok, qui ma quindi dentro vediamo. E dentro c'è da, le fitte sono molto. Ok, però c'è solo il muro. O avvicinate una luce, o altrimenti fate fatica a vedere. Ma noi siamo entrati qui. Sì, qua il muro è molto spesso, eh. Ok, quindi potrebbe esserci una cosa. Però teoricamente da qui, se fosse caldo, dovremmo riuscire a vedere tranquillamente dall'altra parte del muro. Se fosse caldo, sì. Quindi provo a mettere qualcosa davanti a lì mentre lui si occupa del generatore. Io faccio per togliere le viti e per aprirle. No, ma però c'è qualcosa davanti. Ti fa che cazzo fai? Potrebbe uscire qualcosa, non devi attaccare il generatore. L'italiano passava col carretto e gridava gelati. Il nostro lavoro è quello di far funzionare quella gente. Sì, ok, ma da qui non è entrato né uscito niente da qui dentro. Le viti sono al loro posto. Niente di grosso come noi. Capì, se è grosso come una fenditura non mi preoccupo. Qua ti sbagli. Quanto è grossa una spora? Io lo so! Non ho chiesto a te. Ok, rispondi al posto mio. Però, se vuoi quanto è grossa la spora? Fai tu. Io... Forse la più esperta di spora è lei. La mia idea è di tenerla chiusa e fare il nostro lavoro. La curiosità di solito in questi posti non porta mai bene, anche se è importante, e magari dopo con un gruppo di ricerca, se dovessimo tornare qui, potremmo indagare. Io faccio intorno. Il giro per capire dove attacca sto cazzo di generatore. Se non trovo una seppia, attacco questa porta, Se trovi una seppia è strano perché siamo sulla terraferma. Se alle spore sono cazzi. Magari uno dei fumosi pesci. Oh, date un po' una pulizia ulteriore per riuscire a trovare un attacco o qualcosa. Sì, bloccato. Ed effettivamente ti rendi conto che lo schermo di per sé non ha... Cioè non c'è modo... Cioè se non smontandolo... Non c'è un cazzo per attaccarci. E ritiene che smontarlo effettivamente sarebbe una soluzione un po' estrema. Non ci sia nulla. Ma anche dalla parte interna del muro? Dalla parte interna. Io faccio il giro per lo strutturato e dire qui non c'è niente, io vado per cercare dentro la porta, perché dentro la porta ci sarà dove accedere roba, per il generatore. Risposto alla roba, ma sto attento allo sguardo
del paludaro. Allora tu apri la grata e io punto il fucile. Questo mi sta benissimo. Io faccio per aprire la grata. Tutti d'accordo? Vabbè. Io però continuo a fissare la sua lingua di bue. Perché? L'ho fatto diventare una lingua di bue. Era un muscolo, ma è diventato una lingua di bue. È un muscolo la lingua. Assolutamente. Sì, e allora. E ringrazio che è una lingua. Ci sono alcuni spitaliani che usano altro. Non è un muscolo. Metallo. Non è un muscolo. Esatto. Scuoti la grata, non fai nemmeno troppa forza. Le viti saltano. Sposti la grata. A questo punto filtra un po' più di luce. Ti ritrovi davanti un condotto laminato in metallo che prosegue per pochi 20 centimetri circa, dopodiché il condotto scende a picco. Prendo un sasso dall'esterno e se c'è qualcosa di fragile e butto il sasso ignorando quello che dice. Ma usare il tubo per vedere, no? Ma capì, fammi sentire quanto è profondo, perché se casca per più di... E sento quanto tempo. Io spero che non ci sia un crash. Ci mette un po'. È inutile il mio periscopio. Oh, maccioni, fate largo, fate largo. Una corda ce l'abbiamo? Sì. Io infatti tengo saldamente una corda. Sì, ma il primo punto che è... E vado io. Ah, sempre voi uomini. Io non ci passo. Poi vedi com'è. Controllo anche se nel tubo magari c'è quelle scale d'acciaio piccole che... No? Quanto è cascato più o meno? A profondo, pelle secondo te sono... Cioè io ho contato. Può oscillare tra i 15 e i 20 metri. Ok. Ma porca puttana. Quindi 3-4 secondi ci ha messo per cadere quel sassolino. Tu la corda tienila, eh? Non mi basta la corda. Ma te ci passi. Mi sa che serve un'altra corda. Rispetto a voi sicuramente di più. Ho capito, però rispetto a noi, ma se tu ti blocchi... Se mi blocco, mi blocco prima. Mentre questi chiacchiere io come faccio per... Soprattutto l'utilità che scenda lei da sola. Che utilità? Una volta che è giù non potrebbe capire. Se sono l'unica stronza che sa passarci in quel buco, dobbiamo trovare un altro ingresso. Fisicamente ci poteste passare tutti. Tutti anch'io? Non contemporaneamente, però sì. Hai una luce. Ne leggo tre. Te? Dove cazzo l'hai preso sto 100? Sì, l'avevo sentito anch'io. Stavo pensando... Hai una luce... Non è colpa mia, Quei gli incantesimi livello 0. Poi siamo a purgare, sono un contadino. Allora se ci passiamo tutti fate andare prima a me. All'accento. Va bene, vai prima tu. Controllo che sia ben sigillata l'armatura. Se ce l'ho metto anche finto maschera o qualcosa e provo a scendere. Luce? Non ci arriva la corda, eh. Luce, nessuno c'ha una luce. Continuiamo a non avere una luce. E io non so che... Allora, dovresti averla. Qualcosa per accendere. Io se no stavo più io no. E allora ce l'avete sul carretto, ce l'aveva il quinto PNG. Ah, ok. Mi rintracciano una luce. Che luce? No, comunque delle lanterne la vedate. Se no, un po' di stoffa, un po' di petro. E fate la torcia. Comunque ce l'avete. Okay. Allora, prima calo la lanterna molto delicatamente. Confermi più o meno la distanza che ti aveva detto. Fuoco, lui. Noti sostanzialmente che il condotto scende a picco. Tutto sempre laminato di metallo, arrivato in fondo, curva, torna di fatto perpendicolare all'orizzonte. Ok, è fattibile per me adesso scendere dalla corda senza poi distruggere la lanterna sotto o mi conviene ritirarla su e poi scendere? Vabbè, allora scendo tenendo la lanterna sotto che fa un po' di luce. Ok, sei giù, il condotto prosegue di un metro circa, un metro e mezzo, dopodiché termina nuovamente con una grata. Molto simile a quella che... In questo condotto non ci stiamo in quattro. Diciamo in fila indiana. Esatto, in fila indiana. I primi entrando nel cunicolo stanno un po' covacciati. E allora faccio cenno a loro di scendere. C'è un'altra grata. Basso, intanto rimbomberà. Grata! Io guardo Papparina e un... Ma siamo sicuri di voler scendere? Un eventuale intento di stealth ormai se n'è andato. No, l'ho fatto oggi, lo dico piano perché tanto è bomba. Esatto, quindi sì, sì, però se dico 20 metri non puoi dirlo tanto piano. Non ti sentiamo se fai scendete. Cioè, diciamo che voi... No. Diciamo che a distanza di 20 metri con il filo. Sì, ma quale filo? Filo in una maniera diversa, Roberto. Manca il filo.
C'è la corda. Con la corda. Non hai mai fatto il telefono. E allora, sotto tanto mi vedono. No, l'ha fatto, ma con la corda delle navi. Dove sono io? Faccio così. Che cazzo vediamo a 20 metri? No, vabbè, c'è la luce in fondo. No, lui lo vediamo effettivamente se giunge la luce, sta facendo le ombre cinesi, magari adesso. Sembra. Ok, che il gioco è realistico, però porca puttana. No, no, vedete che gestico. No, se vuoi calcoliamo la rifrazione in un cunicolo di metallo. Non mi sfidare. E dobbiamo fare le cose. Non possiamo perché dobbiamo andare a casa. Una certa. Però io ripeto al campagnolo un giù anche noi. Beh, qualcuno dovrà stare su col carretto. Sì, infatti, ma state voi due. Vi siete già conosciuti. Io mentre mi calo. Sì, l'ingegnere mi serve. Ma in realtà nessuno mi paga per scendere. A me non paga nessuno, punto. Quindi c'è ancora. Attenti allo spirito. Non hai pesci? Dai, parti già lo spirito di sto cazzo, ma queste sono le tue parti, eh. Spirito l'hai detto te. Sì, sì. Lo spirito non dovrebbe esistere, dai. Apri la tua grata. Io scendo. No, intanto guardo com'è la grata, se è apribile. Se... Ti sembra molto simile come condizione a quella di sopra. E mentre scendo sul corridoio guardo se c'è qualcosa di strano alla liscia parete di metallo. Un cazzo. Aprite. Spreng. Aprite. Venite investiti da un fortissimo odore di umido e di chiuso. Già... strong, diciamo che l'umidità ormai era già nelle vostre narici già da tempo, però qua vi arriva proprio un cioè che passare forte. Da una palude non penso di aver sbarbato completamente la porta, riappoggio la porta. Era una grata, se era una grata l'odore d'umido usciva, sì, però era comunque abbastanza fitta e le, poi le grate quelle sono sì, le lamelle no, ma ce la riappoggio perché ok, questo odore mi sembra un po' strano, tu che ne pensi? Prima di essere investiti completamente dall'ambiente mi sembra l'odore di chiuso da tanto tempo. Hai mai arreggiato la cantina? Ma la muffa, le spore è umidità. Sì, ma non vibra il coso, quindi le spore ci potrebbero essere, ma non c'è nessuna creatura infetta. No, ti sto dando ragione. Io ci sarò stato già un po' in mezzo alle spore. Mi avvio. Non ci sono spore vive. Non è detto che non ci siano spore. Ma le spore non ti uccidono sul corpo. Quindi. Ho capito. Beh, io sono abituato, cazzo, ci lavoro. Non è mai morto nessuno per un po' di spore, dai. Dai, poi se ti poi magari tra 30 anni. E allora sniffiamo spore come gli apocalittici. Con eh? Tentacolo sulla schiena. Qui tu scendi. A parte che prima di scendere, cioè, avete la luce. Sì, nel momento in cui ti sporgi per scendere, ti trovi sostanzialmente in un ambiente. Diziamo che voi scendete qua, trovi in una stanza abbastanza ampia e per lo più occupata da strumentazione elettronica. La situazione è abbastanza disastrata, nel senso che vedi acqua che filtra dalle pareti, muffa un po' ovunque. C'è acqua che filtra da sotto? Da sotto qua ti sembra di no. Ok. Anche se effettivamente sul terreno c'è un po' di muffa e di muschio, quindi non è che ne hai l'idea proprio precisa. Sia a destra che a sinistra una doppia porta. Stiamo per arrivare nel paradiso orgasmico dell'ingegneria, però quello non lo so, però almeno avvisiamoli. E che c'è di elettronico, insomma di artefatto? Faccio per darmi nella stanza, sì, almeno sì, nella prima stanza, sì, le porte sì, magari. No, giusto per sapere se ci sì, vive sì, dal cunicolo. Magari prima do un'occhiata per vedere trappole, no, robe. Fammi un tiro trappole, sia di engineering trappole, che di perception. La trappola come la guardo? Avresti un più uno al tiro di perception. Ok. Che è un più un, cioè è un più dado, un dado, giusto? Un dado, esatto. Non è un dado? Certo. Il tiro perception però. Okay. Ti sembra che la zona sia abbastanza sicura fino a un certo punto, nel senso che essendo abbastanza scivoloso il pavimento c'è da fare attenzione, però non trappole messe apposta, diciamo. E fammi anche il tiro di engineering. Sempre dato un più? No, perché in questo caso non è legato a trappole, proprio per quindi trappole peak solo per le trappole, ok.
un successo. Ok, allora, la situazione è questa. Te fa qualcosa? Io guardo intorno e sono indeciso se chiamare immediatamente loro, però prima vedo cosa dice lui. Quindi aspetta a cercare? Io adesso sono all'ingresso, praticamente sono scelto, entrato nella stanza, all'ingresso dove c'è il coso lì, sono fermo lì, mi sto guardando intorno che non esca qualcosa. Ok, va bene. Da dietro le macchine. Te noti? Allora, la strumentazione sono proprio dei banconi con, soprattutto, pulsanti, levette, noti dei muri di immagini più piccole, cose di questo tipo. C'è cose staccate, cioè nel senso... Ritieni di no. Non c'è oggetti libri come... Esatto, no. Come un telefono. No, ti sembra tutto abbastanza in disordine, ma no, non vedi apparecchiature... Non staccabili da riportare, da vendere. Beh, andiamo che smonti qualcosa. Ehi, no, se non so che cos'è, per ora non smonto niente. Smontiamo questa cosa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'è scritto non toccare, e fa... Drin, il pollo è pronto. Magari era un forno. Se il pollo è da 500 anni, parliamone. Se c'è il tic-tac-tac, inserisco i numeri e sono a posto per oggi. E ci sono due porte. Stato delle porte a maniglia, apribili, grata. No, sembrano uno scorrimento. Sono peggiori, come le scale a chiocciola. Direi che è troppo per essere io credo un utile che da solo. Il fucile del nostro amico potrebbe farci comodo per qualsiasi cosa. Ah, e tiro fuori il mio di fucile. Magari okay, no, ti potrei comodo. Io chiedo a voce moderata a sto punto, perché abbiamo detto che se no non mi sentono. Non avete intenzione di scendere? Perché questo posto si dirama. Credo abbia detto: avete intenzione di scendere? Nello cucinato buono. Nel frattempo io cerco posti come fonte di alimentazione, quindi cavi, prese, se ce ne sono, okay. Lì sotto. Non ho capito cosa voi fate voi. Io sono nel tunnel che sto cercando di convincere da scendere. Cazzo. Che famo, scendiamo? Beh, sì, diamo la corda al carretto. E Bianchino? Bianchino si sa difendere. Guardo il ciucco, guardo lui. Babba. Beh, nel caso vi fa da alert lui. Sì, magari lo sleghi, così se ne può andare. No, col cazzo, perché sennò se ne va per i fatti suoi comunque. Quasi no, non se ne va per i cazzi suoi. Parliamone. In una palude, sì, no. Sì. Se anche se ne andasse, morirebbe lo stesso. Tanto vale che sia attaccato al carretto. Okay. Almeno so che è morto. Fa la parte della capra di Jurassic Park. Esatto. Ok, quindi siete giù tutti e quattro. Ditemi voi due. Sì, io scendo prima perché così non vengo messo in tentazione. Ma io scendo da subito dopo di lui, così gli mostro il culo nel caso stia scendendo. Io li aspetto proprio all'ingresso, e quando entrano allora inizio anch'io a guardare e a fare poi con loro. Non gli riesci proprio a fare la zoccola? No, è male. Voi fate qualcosa in particolare? Io seguo Aris, che scusa, mi sembra quello più... Quindi ti guardi in giro anche tu? No, guardo le spalle ad Aris. Ah, ok, va bene. Perché mentre se c'è qualcuno che è in grado di portarci fuori è lui. Sì. Mentre lui guarda la roba elettronica, io invece presto più attenzione alle muffe, alle cose, per vedere se c'è qualcosa che è più... che non è magari proprio muffa normale, okay, o robe varie. Allora, Rose si muove. E io sto vicino al nostro ospedaliere. Ok. Spitaliere. Non guardando quello che sta facendo lui, ma guardando la direzione opposta, okay, con la posizionato con la coda dell'occhio, che continua a tenere d'occhio la sua cavolo di lingua. Ok, va bene. Bella, mi piace molto comunque Splayer con Mollusco, perché tu giocatore non devi neanche tenerlo d'occhio, lo fanno di solito gli altri. È tipo il quarto che anche esatto, stanno giocando in tre, che continua a dire io guardo là ma tengo d'occhio. Allora, switch un attimo su di te, guardando le conformazioni delle muffe, del muschio, eccetera, eccetera, non noti nulla di particolare, se non guardando sulle pareti, nella zona della parte della strumentazione, un po' su tutte le pareti, in maniera abbastanza comunque disorganica, noti delle incisioni grezze, delle scritte incise in maniera molto grezza. Riesco a capire cosa c'è scritto? Devi pulire un pochettino. Faccio un cenno a chi mi ascolta
probabilmente lei che è là di fianco a me, sì, e io inizio a pulire le scritte per guardare. Le sai leggere? Vediamo. Allora, il linguaggio è abbastanza sintetico, proprio schematico, quindi sono parole che conosci. Hai però una percezione strana. Allora, premessa, ce ne sono diverse, come ti ho detto. Il contenuto varia, ma la struttura è sostanzialmente la stessa, ossia quella di un elenco di istruzioni. Esempio, pulire con la mano monitor in basso a destra, abbassare la leva B32, schiacciare il pulsante rosso 2, a volte 3 volte, due volte, a volte 3. Ma sono incise nel muro? Madonna. Esatto. Ti chiami? Aris. Aris. Attendere 3-4 secondi e ripetere l'operazione. Questo appunto non è l'elenco uguale ripetuto. Altre cose ci sono scritte, ma la sostanza... Ma sembra non con un ordine, però. Non ti sembra nemmeno ci sia un ordine. Un po' sparse. Se c'è, non conoscendo nella funzione... Percepisci, aspettami un attimo, un'altra cosa è più una sensazione, quindi non sai se effettivamente sia vero, però guardando proprio il modo come è stato scritto, che è da una parte analitico, ma poi con questa aggiunta di forse 2-3 volte, tembroso, ti dà quasi, però anche il modo schematico in cui è stato scritto, ti dà quasi una sensazione che sia abbia una percezione di ritualistica. Ok, non è un puro manuale di istruzioni. Allora io chiamo lui per analizzare le scritte, nel frattempo io mi concentro se provo, posso capire. No, però io in realtà dico a tutti questa cosa e brainstorming un secondo, cioè giusto più per la parte ritualistica probabilmente ascolto lei e lui gli faccio vedere invece. Nel frattempo, prima che lui ti chiamasse perché stava ancora analizzando la cosa, te noti uno sportello oltre il quale, da sotto nella parte dei mobiletti, trovi un quadro elettrico che ti sembra più o meno asciutto, sufficientemente ipoteticamente funzionabile. Lo analizzo per vedere se ritieni che potrebbe essere quello che sarebbe il caso vostro. Va bene, Aris. E qua e c'è istruzioni che sono scritte in maniera particolare. Dai un occhio, Aida. Ma io sinceramente a livello ritualistico non so quanto posso conoscere, perché no, ma io c'ho fate barrata, quindi io uno, ma non è che cioè... Anch'io, ma forse ne so più di voi lo stesso. Potrei provare orienting per capire dalle istruzioni che ci sono scritte dove potrebbero essere quei pulsanti, quelle leve nella sala? Orienting è più una... Vabbè, sì. Per orientarsi con le istruzioni... Cioè, poi dimmi tu qual è il tiro corretto. È abbastanza comunque... abbastanza facile, nel senso che sopra le iscrizioni... Dove appunto ti dico, per esempio, tirare la leva B2, se guardi sotto c'è la leva B2. Quindi che proprio sono proprio lì sotto. Sembrano abbastanza combacianti. Vabbè, io me la gioco in questo modo, fare se posso. Cerco di capire, di ricordarmi, se all'interno dei racconti del mio stormo c'è qualcosa riguardante l'attivazione e la disattivazione di... artefatti o luoghi contenenti artefatti tra culture di qualche clan o sottoclan. Io le suggerisco anche di provare a pensare a posti dove magari si fa un certo tipo di rito che però può essere applicato a questo, tipo sai quelli che fanno tai chi in mezzo al parco, però se poi la applica al combattimento ti spezzano. Una cosa sì. Se magari per fare quelle cose devi inchinarti, poi unire le mani, perché proprio richiede abbassare quella leva, fare così. E quindi quello dovrebbe essere È difficile analizzare questo da parte dal tuo punto di vista, perché comunque la materia si tratta comunque di cose meccaniche. E infatti per quello era uno, volevo skippare completamente l'aspetto del come funziona veramente. La tua
non hai sentito parlare proprio in questo modo, ma non è la prima volta che senti di gente che arriva a un livello di, chiamiamola, insanità mentale, che a un certo punto inizia a ripetere in maniera ossessiva certe cose. Ti dà quella sensazione? Ossessivo. Io non so, non farei quello che c'è scritto qua. Neanch'io, perché ci hanno detto di non toccare, non nulla. No, infatti, mi sembra se non devi farlo per attivare. Io devo dare energia a questo posto. Basta, non do un cazzo poi. Ah, allora proseguiamo. Quindi portiamo giù il coso. Sì, a sto punto sì, ci serve il generatore. Mi sa che qui lo posso attaccare. Giusto, proprio. Vado su io e ve lo calo. Non andiamo su da soli. No, poi è bene. Io immagino il generatore sia pesante. Uno per volta, ma andiamo in due. Il generatore, volendo, peraltro fa un po' fatica a entrare, però puoi staccare lo chassis esterno e poi rimontarlo giù. Vabbè. Quello lo so fare anche io. Beh, se ti devi vedere lui, no, allora, non senza di me, non te lo faccio fare. Voi due. Ci sono solo delle vite da svitare. Un fucile, lui ce l'ha, saliamo noi due. Va bene. Io lo aspetto quando siamo andiamo insieme al carretto, mentre lui smonta, io guardo intorno, poi torniamo verso la... E io di sotto faccio: papi, ma tu hai già visto quello del genere? Tanto papi, E poi no, cose così non le vedo. Io vedo la torba e basta. Hai una vera passione per la torba. Ho una necessità per la torba. In che senso? Come che senza la mia famiglia sarebbe morta. Davvero? Succedono queste cose? Tu mi paghi per nulla? No. Io non ti pago. Appunto, qualcuno mi deve pagare. Ed è la torba. Interessante. Bellissimo. Mi conturbi con questa torba. Conturba. È conturbante. Dai, muoviti a smontare quel coso. Va bene, smontate il generatore, lo portiamo giù. E lo portate giù. Riesce a rimontarlo abbastanza agevolmente. E proverei un crafting per creare gli agganci necessari per l'attacco al generatore. Avete già cavi e tutto, solo da attaccare. Io e lui teniamo d'occhio le porte. Fammi un tiro di engineering per verificare, per fare un'analisi poi successiva su il funzionamento eventuale della macchina. Hey! Allora, tramite la tua strumentazione percepisci che effettivamente gira corrente e la alimentazione a questo punto ci potrebbe essere. Noti anche alcune lucine che si sono accese sul pannello. Ok, spengo il generatore. Che non puoi attivare niente che c'è qua dentro. Prima finisco per illustrare il posto. Adesso, quando usciamo, facciamo attenzione che non abbiamo chiamato niente. Vabbè. Le altre porte si aprono. Se le aprite. Sì, ma non devo toccare niente. Se quello funziona, abbiamo finito. No, allora, ci ha detto di non attivare l'artefatto. Non che non possiamo guardare cosa c'è qua dentro. Sì, però nessuno mi paga per andare dentro. A me sì. Andare da solo. E quindi io esco. Va bene, io vado a dare un'occhiata. Quale porta? Mentre lui è ancora lì dentro, però, perché almeno se esce qualcosa c'è anche lui. Quale porta? Una merda. Una delle prime. Pensa alla mia bambina. Sinistra. Cioè, questa è. Sinistra. Qua c'è la struttura. Qua sei qua. Su sinistra qui. Per me la tua sinistra va benissimo. Vabbè. Tanto non hanno differenza per me le due porte. A meno che non ci sia scritto qualcosa. Sono molto morte. Appunto, ecco. Non l'avevi vista. Mi dispiace. Non nessuno ha detto guardo il soffitto. Quindi... Tarrasco, e non aprire. Guardo il soffitto. Non è Claudio. La porta si apre. Don't dead. Fai un po' fatica perché probabilmente è un po' incrostata. Prima magari ascolto la porta se c'è rumori dentro. Prima... No, senti un gocciolio d'acqua. Vabbè, allora. Apri. Se questa stanza era comunque malmessa, di là c'è proprio la stanza del caos. C'è quella che probabilmente è un'altra uscita. Quindi se questa è la stanza principale, questa è quella laterale da cui sei concentrato. Qui c'è un'altra porta in uscita, ma è completamente ricoperta o occlusa da detriti, terra e altro.
da cui vedi che sgorga lentamente dell'acqua. Ok. Il pavimento è ricoperto d'acqua. Quest'angolo è ricoperto, è occupato completamente da scatolette di metallo. Aperte. Aperte. Ti danno l'idea di essere tipo scatolette di razioni. Sì. L'unico punto simile ordinato è un tavolaccio di metallo qua nell'angolo, sulla cui superficie sono appoggiate altre 5 scatole di metallo di dimensioni abbastanza ragguardevoli. Indovina dove andrò. Un po' più grandi. Ah, io sbircio dalla porta. Quelle sembrano stranamente in tutto e mezzo a questo caos, che probabilmente non l'avresti mai percepito, ma fanno molto da contrasto. Sono posizionate tutte in maniera ossessivo compulsiva. Io sbircio dalla porta quando lui io vedi questa scena. Io guardo queste scatole se sono collegate a qualcosa, quindi cerco trappole. Tira. Niente? Quindi ah, no. Chi sembra Dungeon World? Cerco guai. Ho giocato abbastanza al Last of Us. Tanto. Non sono collegate a nulla. Sono okay. Semplicemente appoggiate sul tavolo. Io seguo e inizio a guardare quello che sta facendo. Di conoscenza e conoscenza. Ci sono 5 scatole. Tipo scatola da scarpa, però di metallo. Quindi con coperchio che posso aprire. Sì, 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 il coperchio è appoggiato. Cerco un bastone lì tra i detriti. Il suo bastone. Gli apro la scatola, non gli do il bastone, ma apro lì. Ci sono delle ossa riposte in ordine molto meticoloso. Oh cazzo, provo a aprirne un'altra? Ossa. Esco io fuori. Quando sento oh cazzo mi giro col fucile. Ossa! 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 È morto! Qui ci sono delle ossa sistemate in maniera maniacale come le scritte sui muri. E fammi un tiro di medicine. C'è un buco nel cranio. Qualcuno ce le avrà messe. Già, qualcuno sì. Sarà ancora anche, qua sotto. E anche di recente. No, direi che... No. Cioè, è tutto impolverato. Te lo dico. Porca! Allora, 4 successi e 2 trigger. Sono ossa umane. Lo dico a loro mentre. Quello sì. Io di lato intanto sto ripetendomi mentalmente la lo cosa spirito dei Natale. Del veggente, la roba del falco veggente. Dopo vorrei. Non so qua, dimmi tu perché non mi sto facendo una posturinata. Lo so. Tirare per vedere quanto la mia intelligenza, ora che sono qui, collegando al resto, riesco a cogliere, perché io manto ho una vaga intuizione. Voglio vedere cosa capisce lei. La dici tu. No, va bene la tua. Sì, sì, va okay. Bene la tua. Sì. Nel frattempo comunque, scusa, io quello che mi stai dicendo lo dico ad alta voce, come se stessi facendo l'elenco okay. Medico, no? Ah, maschio, bianco, tra i... No, bianco non sì, lo chiaro, sai. Però. Allora, la tua analisi è abbastanza dettagliata, è... sono ossa umane. Ossa umane. Ti sembrano che ogni scatola contenga, di fatto, una le ossa intera. Di una persona intera. Una persona intera. Sono per scatola. Tre uomini e due donne. Tre uomini e due donne. E tutti gamba. Adulti. Non ci sono bambini. Non vedi fratture particolari. Sono messe in un ordine medico? No, medico no. Più rituale. Sono, diciamo che sono posizionate all'interno molto posizionate molto bene, ma non è che abbiano lo stesso ordine o un ordine come dici tu medico. Sono semplicemente messe dentro con molto molto accurato. Polvere sulle scatole. Sulle scatole polvere c'è. Noti però che le ossa sono abbastanza fragili. E di solito cosa può voler dire? Ho fatto due trigger. Mancanza di calcio o comunque... Osteoporosi. Di solito le brosi hanno le ossa più fragili. No, lo colleghi... No, no. Lo colleghi più a una mancanza di sole. Non sono stati probabilmente molto all'aperto, ma questa... È una mia intuizione, non, sì, non ci sono abbastanza dati da capirlo. Sì, vabbè, una cosa no, te la dico io, questi sono morti qua dentro, dai. Potrei fare aspetta un attimo di dettaglio, visto che hai fatto un buon tiro. Noti in alcuni casi, non ci sono fratture, ma alcune deformazioni. E alcune deformazioni. Potrei fare un tiro di leggende per sapere se qualcuno racconta di uomini talpa. Tira.
Unbreakable. Eccolo. I'm alive. Un bel trigger. Allora, nuovi talpa. Sì e no. Nel senso che sì, qualcuno ne ha anche parlato. Ma ti viene in mente anche, non necessariamente legato a questo, ma diciamo di dicerie sulla palude in particolare, che nella zona ci siano in giro quelli che vengono chiamati degli spiriti, o meglio Kadaer. Non sai quanto sia vero, quanto no, è sempre una diceria. E come ben sai, parlare intorno a una birra non è sempre affidabile. Però io due passi indietro li faccio lo stesso. Però ti ricordi che qualcuno ti diceva di aver visto per una frazione di secondo all'interno della palude delle creature bianche. Questi sono i morti bianchi che camminano nella palude. Come pesci, vai, si ricomincia. guarda, le ossa sono più bianche. Beh, creature. Sono sottoterra, chi ce le ha messe qua? Ha ragione, creature che hanno vissuto per tanto tempo è possibile che iniziano ad avere una perdita di pigmentazione. Va bene, ok, ma chi ce l'ha messo qua dentro per ora per me è morto, non qui non è uscito. Sì, ma qualcuno le ha messe. Ma non era neanche legrate, entrato, hai detto. Ma le appunto, ma le grate ci sarà un altro ingresso, no? Mi faresti un altro tiro di medicine? Ci sarà un altro ingresso da un'altra parte. Questo è crollato, video. Vediamo se ce n'è un altro. Se ce n'è un altro, ti do ragione. Io uscirei. Su alcuni poi ho anche dei segni come di denti. E io ne tiro fuori una. Di quelle lì gliela faccio vedere attentamente a loro. Possibile che qualcuno masticare. Qualcuno li abbia mangiati. E a fondo per non lasciare questi segni. Stare a guardare. Tu collega, noi controlliamo che non ci sia nessuno dell'altra. Io ho già porta. Collegato. Io sono all'altra porta. Ok. Perché mentre ero un guardavo tirare fuori le ossa e quant'altro, io tra me e me parlando ad alta voce, però uno ripeteva un rovistare cadaveri dimenticati. E continuo ad andare avanti ripetendo tutto quanto. E sbattendo lo stiletto all'altra porta e apro l'altra porta. Proprio mentre noi stiamo dicendo dobbiamo guardare l'altra porta. Lui si... Allora, la situazione è questa: loro si trovano nella stanza dall'altro lato, quindi la fonte di luce ce l'hanno loro. Qui sei in penombra, aprendo vedi gran poco. Buio. Esatto. Senti però un rumore. Ottimo. Vedi i denti. Facendo vedere a lui. Quando apro la porta, prima di sentire il rumore, però è un risvegliando lo spirito di ciò che non dovrebbe esistere. Cram! Donna! Merda! Ah, mi piace. Porto di là immediatamente, lascio cadere l'osso e vado con lui. Punto il fucile nella direzione da cui arriva il rumore. Voi vedete. Allora, voi il rumore non l'avete sentito. Ok. Perché era molto lieve. Avete sentito il mio merda! Della porta sì, e il suo merda. Anche il suo merda. Vedete la porta, sentite solo la porta che scorre e lei che dice merda! Appunto, perché è sufficiente. Io e lui almeno usciamo. Anche perché fino ad ora non sono mai stato sboccata. Forse ha trovato le latrine di questi. Quindi vi avvicinate con la luce. Il fucile. Ovviamente. Vado un po' più avanti io con la luce. In questo caso la dimensione della stanza è molto simile a quella che avete appena visitato e l'arredamento questa volta è simile alla zona centrale, quindi mobili con strumentazione elettronica. Non vedete per ora niente. Al volo proprio in mano faccio lo giro dall'altro lato e avvicino il... Mi inizia a entrare. No, avvicino il dentro la porta, al giro dall'altro lato la lancia e avvicino il mollusco. Io entro dentro. Allora lo rigiro e entro, ci sono io davanti alla porta. Ah, proprio. Vabbè, ci allora in due, è una doppia porta, volendo possiamo entrare. Io entro con la luce, lasciando spazio a lui per sparare col fucile. Io vado a vedere dove illumina lui, perché ovviamente dove non c'è allora cazzo. Non urlare merda se non c'è niente. C'è sicuramente qualcosa. Questa ipotizziamo adesso, scusate lo switch. Come entrate da qui? Sentite un rumore qua dietro. Merda. Merda. Abbiamo due fucili puntati. Io faccio qualcosa di più utile che dire merda.
Io prendo un... ci avrò un... tipo uno straccetto o qualcosa tra le mie, il mio kit. E? Benzina? Se riesco a fare tipo a avvolgere un sasso o qualcosa e accenderlo. Cosa lo trovi? Fare un po' di luce in lontananza. Va bene. Deposito allora, di benzina. Considera che il rumore che l'avete sentito veniva dietro un mobile. Quindi eventualmente puoi lanciarlo qui. Sì, laterale. Sia per fare un po' di luce, ma neanche troppo, ma anche per fare un po' di rumore, vedere se aizzo qualcosa. Nel momento in cui il sasso, comunque l'oggetto che hai lanciato, illuminato, rimbalza per terra e si ferma in quella zona, sentite... Spiriti! Non siamo qui... Topo! Non siamo qui per disturbarvi. Cazzo guardi me, vai avanti! Adesso, no, no... Allora, adesso noi ce ne andremo e vi lasceremo in pace. Ma anche no, spiriti. Questo poi mi smotta il generatore, cazzo è. Io la curiosità scientifica vince tutto e faccio qualche passettino di lato nella stanza per cercare di prendere l'angolo in cui colgo qualcosa. Qui sì che mentre avanzo guardo se ci sono le trappole, pensavo a quello lì. Fumble. Due successi. Due successi e tre fumble. Quindi fumble. Quindi fumble? Ok. Secondo te sto abbastanza sicuro. Tutto tranquillo. Tanto io sto già andando. Sono stato sicuro finora. Avanzo. Vai avanti anche abbastanza tranquillo. Li blocco tutti e due, li prendo per la collottola. E dico: se dobbiamo fare qualcosa, almeno lasciatemi parlare prima con gli spiriti. Sì, sì, io mi sto portando solo sul lato per guardare. Non voglio avvicinarmi. Gli spiriti, prego. A questo punto mi faccio avanti io. Mentre mi parlo, dando il fucile ad Aida. Nel caso qualcuno spara, ma io mi avvicino disarmato, dicendo: spiriti. Io non credo negli spiriti, quindi sto io pronto. Sì. Se vi abbiamo disturbato, ci dispiace. Diteci come evitare che il vostro spirito sia furente e arrabbiato contro di noi, perché non vorremmo disturbare ciò che non deve essere disturbato. Era quello. Sì, sì, sì. Allora, nel frattempo non scrivere. No, no, io li ho bloccati. Io non stavo andare avanti. Stavo così, no, avanzando in quel senso. Lui ti ha bloccato comunque. No, io poi proseguo avanzando in quel senso, ma senza avvicinarmi. Voglio vedere se all'angolo. No, io voglio sapere se all'angolo sinistro lo vedo, se non lo vedo. No, chiaro, però lui ti ha bloccato prima, volevo capire se tu fai. Ma lui mi ha bloccato perché pensava so. Stessi andando avanti. Io lo lascio andare. Io vado io sono un andando. Passo avanti a loro, poi sì, che cazzo fanno dietro di me non posso. Io mi sposto solo sull'angolo a sinistra. Lui mi ha fermato e lui sta avanzando, quindi io non rischio per primo. Sto avanzando ancora. No, qua dentro no. Qua dentro no. Ok. Qui io non sto avanzando. Se questa è la stanza, io dall'ingresso sto facendo così. Di fatto, entrambi, voi due. La luce è fioca perché no, la luce chi è che ce l'ha ancora? Io ce l'hai te. Ok, quindi è più intensa nell'angolo in basso a sinistra della stanza. Ok, nel momento in cui ti accorgi che nel momento in cui la tua luce sta avanzando insieme a te, quella cosa che ha riprodotto il rumore che vi ha attirato sembra ritrarsi un po' di più nella sua posizione, quindi si ritrae nell'angolo opposto, esatto, quasi infastidita. Infatti senti un'altra voce, mi allontano un po' stando nell'angolo io. Quindi due voci sentiamo? No, sempre la stessa. Ah, ok. A questo punto, sporgendovi un po', notate una creatura accovacciata nell'angolo, quindi così. Che tipo di creatura? Allora, fai fatica un po' perché ti rendi conto che appunto l'hai dovuta non illuminare troppo bene. Ne vedi comunque le mani, quindi è sicuramente umanoide. Le mani sono comunque molto secche, le due unghie sono molto lunghe. Andatevene! Non siete autorizzati, intrusi! Forse è vero che siamo intrusi. Però queste terre una volta erano del nostro clan. Abbiamo un diritto a stare qua. Vattene, questa è casa mia.
Questo è un ambiente asettico. Non potete entrare e contaminare tutto con le vostre luride mani. Gli dèi stanno attendendo il momento del ritorno. Non vorremmo far arrabbiare gli dèi, quindi adesso andremo via con questo calma. Posto non mi sembra molto asettico. Potrei aiutarti a sterilizzarlo. Gli sparo un paio di termini inerenti alla pulizia, quella totale dei posti, che poi io non so, ma cercando di far capire che me ne intendo. Il fuoco brucia tutto. Perfetto. Anche i tiri. Per esempio c'è un'infiltrazione d'acqua che potrebbe portare germi. Vedo che non usi guanti. Ne ho un paio da prestarti. Ma è uno spirito. È uno spirito. Ma di carne e ossa, spirito di cosa? Un cadavere. Ma parla, come fa un cadavere a parlare? Subito. Non siete autorizzati, non avete il pass. Se mai ce l'ho preso. Non so cosa sia un pass, però potremmo anche discutere. Io provo a buttarla lì. Mi ricordo tipo almeno una di quei cose che c'erano sul muro, tipo la leva B2, no? La leva B2 oggi non è stata tirata. Ah, la procedura! Cosa possiamo fare per calmarti che non sia andarcene e basta? Ci sarà qualcosa che vuoi? Io voglio un campione. Devo lavorare, devo fare la procedura. E ti possiamo aiutare? No, non sapete nulla, siete stupidi. No, infatti noi siamo del centro ispezioni. Dobbiamo vedere come fare la procedura per vedere se non la tagli. Tiro una gomitata di fianco. Vedete, ho detto di lasciar parlare me. È sempre infastidito dalla tua luce. Sei fastidioso. Io controllo dove sta, torno un attimo sulla porta e controllo dove sta la tizia che la sentiamo parlare da un bel po'. Quindi ti allontani? Sì. Pure state a buio. No, io lascio a lui appoggio per terra la torcia, la lanterna, e io esco solo all'ingresso della stanza. Noti appunto che questi movimenti di luce a lui danno molto fastidio. La trovi là nella stanza principale. Tranquillo. Dovessi puntarlo di qua il fucile. Siete in tre omaccioni, tutti contro uno sgorbio minuscolo. Se qualcuno ci arriva alle spalle, sono cazzi. Io rimango sulla porta. Io lo lascio chiacchierare nel mentre cerco tecnologia o artefatti. Ok, qui trovi qualche oggettino di cui non conosci bene la natura, ma eventualmente pensi che qualche soldo in più potrebbe vendere. Io. Te puoi anche morire, ma... però va bene, grazie. A te non interessa, non è torba. No, esatto. Scusa, ti frega un cazzo, a me mi pagano. Non mi pagano abbastanza. Almeno se scappo via guadagno. Noi siamo qui perché ci serve qualcosa nell'altra stanza. Però quello che serve a noi e quello che serve a te non sono in conflitto. Quindi, se tu non dai fastidio a noi e noi spegniamo la luce e non diamo fastidio a te, possiamo coesistere. Questa è casa mia, devo lavorare, devo fare la procedura. E noi ti lasceremo lavorare, però con un cavo in più. Faccio te sulla spalla a lui. Vedete che è tremante. Credo che colui che ci ha ingaggiato, se poi debba venire qui, non possiamo rischiare che venga mangiato. E allora convinciamolo a uscire. Sembri tu quello più adatto con le parole. Ma se continuate a interrompere, Non mi sembra che tu stia avendo un gran successo. C'è una cosa, io vado di là, tu parla pure. Tu, credo che sia evidente a tutti, ma tu sei un medico. Ovviamente dei problemi mentali. Sì, vabbè, chiaro. Questo anche senza essere un medico si capiva. Chiaro, però io essendo militare, questo posto ci hanno pagato per venire qua, non possiamo lasciarlo dentro con l'inquilino pazzo. Io vado a nascondere il generatore. Lo lascio legato, ma mi avevi detto che era incastrato dentro. Quindi cerco di incastrare dentro il generatore e di coprirlo con una grata, così il pazzoide se passa. Vabbè, non possiamo lasciarlo. Che noi ce ne andiamo o no, altri verranno dopo di noi, quindi... Gli dèi arriveranno! E saranno loro a venire ad accendere quello che devono fare. Quindi, noi siamo i portavoce degli dèi. Impossibile! Stanno dormendo! Ma gli dèi ci hanno mandato perché loro dormono e ci hanno parlato. Ok? Siamo venuti qua
perché di sopra c'è lo strumento degli dèi. E noi siamo scesi a cercare la fonte degli dèi. E l'abbiamo trovata. E quindi gli dèi verranno e tu li devi lasciar fare. Fammi un tiro di expression. Io me la ricordo questa. Sì, sì. Io gli sussurro a lui nell'orecchio: chiedi di sé il dio mascherato. Un successo. Mi sembra per un attimo non controbattere. Noi conosciamo il dio mascherato. Non sa chi sia. È uno degli dèi. Ha una maschera. È il dio mascherato. Lui non ha mai mentito, se non ha esagerato i pesci. Ma... lo vedi un po'. Ha un bastone che è in grado di fare miracoli. Lo vedi. E avrà con sé il fuoco della vita. Vedi te. Terra. Inizia un po' a muoversi così, cioè sempre nascosto, perché continua a dargli fastidio la luce che hai davanti. La giro un po' dall'altra parte per dargli meno fastidio. Oh, quando la sposta. Allora, prima è un po' tra l'agitato e il combattuto, sembra che non sappia cosa fare. Quando sposti la lanterna, vedi che piano piano abbassa le mani e notate. E notiamo, adesso metto l'immagine di riferimento. Quello che manca. Lo sconosciuto. No. Io in tutto questo, in realtà vorrei attuare quanto ti avevo passato sotto. No, io l'avevo già considerato già fatto. Ah, ok. Allora come ha fatto a vedermi lui? Beh, no, tu... No? Ah no, allora non lo trovi proprio. No, no, io avevo capito cosa avevi fatto e allora prima, se non l'avessi trovato prima, avrei già avvisato loro della cosa. Sì, no, vabbè, fai conto, potrebbe temporaneo, esatto. Sì, adesso sto guardando il tizio, colui che ha girato la luce, mi rigiro e non c'è più lei. Esatto. Infatti finisco di rispondere a lui. Perdonami, mi ragione. La creatura è di fatto, si può considerare un umano. Lo vedete però effettivamente con un cranio un po' deforme, intorno alla bocca, pieno di spaccature, completamente bianco, pupille dilatatissime. Io mentre stavo sussurrando quello a lui, gli sussurro di nuovo: credo che il tuo mulo, il tuo carretto, il tuo fucile non siano più qui. Credo che qualcuno perderà le gambe domani. Ti dovrai far pagare di più. Quindi cosa vogliamo fare con questa creatura? Forse l'ho convinto. Ripeto, non sono molto sicuro anche di questo, ma fai tu. È un'avventura dalle certezze, proprio solide, no? Alleva B52 forze. Esatto. Siamo d'accordo con gli dèi che vengono e fanno, e tu non devi interferire con gli dèi e il dio mascherato. Quando il dio mascherato scenderà, batterà 3 volte, così tu saprai di nasconderti. È il segno degli dèi. Noi adesso andiamo, perché una delle voci degli dèi deve essere punita. Non è casa vostra. No, infatti, ma una delle voci più che altro deve essere punita. Va bene? Sembra non convintissimo, ma... Oddio, abbiamo lasciato il carro degli dèi. Penso che tu te ne sei accorto che è completamente pazzo. Zitto. Se... ti dà gli ordini, un campagnolo ti sta dando gli ordini, Sta tenendo la situazione a bada. Per il momento va bene, chiaramente. Se infastidisci gli dèi usano il bastone di tuono. Il bastone di tuono fa male, fa rumore. Non è e più, fa luce. Non hai più il bastone di tuono. Lui sì. Ok. Quindi non infastidire gli dèi o la voce degli dèi. Lascia qua il dono degli dèi. Lascio qua il dono degli dèi. Tenete d'occhio la luce, io controllo una cosa. Gli dèi hanno lasciato il loro dono nell'altra stanza. Non lo devi toccare. No. Gli dèi ti fanno un culo così. No, gli dèi useranno il bastone di tuono. Se c'è ancora la corda nel cunicolo. E gli dèi avranno bisogno di una via d'uscita. Lo sapevo io. Lo sapevo. Ovvio.
E gli dèi hanno bisogno di... Tanto deve far sempre la mantata, lo sapevo. Era prevedibile, ormai sei prevedibile. Però scusami, è il personaggio, c'ho la missione che sta qua. Sì, è il personaggio, ma siamo un gruppo di persone che stanno lavorando insieme per un gioco di ruolo. E adesso ti verrò a spaccare le ossa. Ok, meglio a lui il personaggio. Ok, una volta ogni tanto fare le zlatanate... Però per una volta non sono io a tradirvi. No, bene, io tradire e tradire non ho mai tradito. Io sì, sempre. No, ma vedi, qua adesso abbiamo, c'è stata una situazione che tu ovviamente non ci conosci bene, ma è stata una situazione di totalmente anti-metagaming. Perché? Perché noi conosciamo lui. E se avessimo fatto metagaming, avremmo giocato dall'inizio della partita con due persone. Fissi a tenere sotto che lui non gli avrebbe mai passato il fucile a lui manto. Mai, mai, oh, mai. Io ho già una pistola, eh. Questo vi fa capire che a volte, io può, lasciato che a volte con grande sofferenza il metagaming può essere evitato, ma causa grande sofferenza. Bravo, bravo. Sì, ma tanto tu la paghi dopo, quindi. Da dove possono uscire le voci degli dèi? Tu come sei entrato? Io qua. Anche questo non fa una piega. Anche tu prendi torba per caso, perché mi sembrate sullo stesso livello di dialogo. Ma infatti siamo allineatissimi. Solo io lì un pazzo mangia persone, però tu Vabbè, due delle voci forse resteranno qua per un po', ma cercheranno di non darti fastidio. Io a questo punto, mentre vi andate a parlare, chiedo anche a lui di cercare... Anzi, no, lui faccio per lì. Cerco, vedo di là dove c'era l'altra uscita impraticabile. Se mi sembra che con un po' di lavoro qualcosa possa essere praticabile, oppure è proprio tipo franato il coso. Ciao, quello franato. La roccia frana non è che fria. C'è il rischio. Comunque, che peraltro possa peggiorare la situazione. Il tubo da cui siamo 15-20 metri sotto. Oh, se noi facciamo così, esatto, con le mani, riusciamo in qualche modo e con grande fatica a risalire? Sì, sì, porca troia, la vado a riprendere. Gli fa un culo con un cesto. Non è detto che dispiaccia. Beh, ricordati che ci sono i pesci. Spero che se li abbiano mangiati i piedi. Io esco per primo perché tanto lei si perde e io la trovo. E io tengo la luce. Va bene, però con una corda riusciamo a calare. La corda vi dovrete arrangiare. Io vado a prendere Bianchino. Ho capito. Beh, se sei sopra e trovi una corda lì, chiaro. Io sono il primo, penso, che ha capito la situazione. Perché se dietro, vai. Si devo chiudere. Dobbiamo chiudere. Per te, più che altro. Io, allora, per ultimo, mi arrampico sopra. E io faccio Spider-Man Super Duel Park. Mentre lui esce. Maledetta troia! Chiudiamo la porta. Ok. Io mi porto via la luce. Okay. Sono l'ultimo che rimane sotto. Mm-hmm. Aspetto che siano saliti prima lui, poi lui che tiene un attimo col fucile, e poi io cagandomi un po' sotto. Appena lui sale e io sono da solo sotto, con la, tengo d'occhio molto la porta, e appena lui è già che io posso salire, inizio a salire anch'io. Non si fida. Se non ti fidi, gli fai vedere il mollusco. No, mi fido che sta da solo con quella roba. Cazzo, ci credo. No, ce la fate, siete su. Te dove sei andata? Mettiamola così, io avevo tre opzioni, con due Robè mi ammazza, con la terza mi salvo, ma Robè, quindi... No, ma tu non devi pensare a quello, però sarà così, ti ammazzerò nel caso. Mettila così, noi ti meniamo lo stesso. Voi PG mi va bene, voi dal vivo un po' meno. Detto questo, ho ricominciato a cercare di fare il percorso alla rovescia. Quindi di fatto te ne sei andata. Ma con il carretto? Sì. Perché o anche il carretto. Era aspettare l'uscita dal tunnel col fucile e salare quello che passava. Ma Anche solo il carretto? Anche il carretto o solo il mulo? Solo il mulo, il carretto l'ha alzato. Il carretto, okay. Può anche restare lì. Allora cerco di tirare un po' le fila. Te tornando indietro, trovi Ern. Riesce a tornare indietro, non deve fare un tiro di sopravvivenza, orientamento. No, nel senso, allora. Io voglio che muoia nella palude. Se è un gioco realistico, deve morire nella palude. Aspetta. Mangiata, mangiata dai te pesci. Lo ordino io, giocatore. Ecco come parte il set di Piranha 3D. Poco fuori, quindi lui era già in zona. Era già peraltro nella. Ci siamo lasciati i contatti. E cerca ovviamente di sapere
Hanno probabilmente trovato il cadavere, stanno risvegliando qualcosa. Cosa succederà poi non lo so. Era là sotto, li ho lasciati là sotto. In teoria gli ho reso la vita un po' difficile, però sono furbi, potrebbero riuscire a uscire. Ok, allora, scusate ma devo proprio chiudere. La sua intenzione di fatto è farli fuori o quantomeno obbligarli a non creare problemi, perché lui è venuto qui, di fatto lui crede nella profezia. Io ci credo di riflesso, quindi. Tu ci credi, però lui dice se hanno trovato qualcosa ci voglio guadagnare. Quindi il suo obiettivo è di fatto derubare. Possiamo sicuramente guadagnarci qualcosa e distruggendo ciò che si poteva risvegliare, non è difficile quello. Tra l'altro ho uno dei loro fucili, hanno soltanto un fucile. Ma ho una zappa e non ho paura di usarla. E abbiamo un ospitaliano e non abbiamo paura di usarlo. E lo sai come funziona? Zappa un pezzo di torba e te lo lanci. Oh, qui in teoria a questo punto ci sarebbe un mega combattimento. Beh, 3 contro 2 li ammazziamo. Mi duole un po' non farlo, perché volevo far vedere un po' come girava. Pensavo fare un quarto, dimmi tu. Possiamo fare un round? Facciamo qualche round, dai. Bisogna far vedere come funziona il combattimento. Voi siete usciti in lontananza, perché a questo punto voi ritornate sulla radura. Sì. Notate lui, lei insieme a Aaron, e tu in lontananza vedi loro tre. Bianchino dov'è? O ce la vedete voi o non lo vedete proprio. Io Bianchino lo affianco e gli punto una pistola alla testa. Io guardando il contadino. Io vado di stealth per vedere se guadagno una posizione di vantaggio. Anch'io. E la madonna. Per farmi un tiro di perception. Ma grosso, ah, eh. Mi sa ma che grosso. Poi dai gran male. 4 successi di cui 2 trigger. Aia. Ah. E sono l'unico col fucile. Uno. Nope. Un trigger e due successi. Non visto. Io mi avvicino, tanto non ho armi a distanza. Io appena la vedo che punta la pistola alla tempia di Bianchino, le urlo: sei una codarda, torna qui e affronta la cosa da uomo a donna. Una troia. Cioè, te lo mettono in culo quando ti giri? Lascia stare il mulo che non ha fatto niente. Io mi sto avvicinando. Ma un sardo con una pecora. Allora, lui sta facendo solo questo discorso qua. Lui si sta avvicinando e basta. Ma sto anche facendo tutto questo per dare tempo a loro di. E io mi sto avvicinando proprio davanti. Sì, no, infatti, per quello che te l'ho detto. Perché fino a che non mi puntano un'arma addosso. Io vedo l'altro lei... ha armi a distanza? Eder, cos'ha? Un fucile anche lui. Fucile. Allora, consiglierei alle vostre personcine, che mi siete tanto carini e simpatici, di stare fermi dove siete. Io mi avvicino tipo fino a 3 metri. Io consiglierei alle bambine che non sanno. Sti cazzi, aspetta. Io inizio a avvicinarmi fino a che non mi dica dell'arma. A 3 metri, ok. Sì. Io consiglierei alle bambine che non sanno cosa stanno facendo di non puntare armi alle tempie della gente o delle cose. Clac. Copo il muro. Spari? Se lui spara al muro, io quanto mi sono avvicinato. Puoi fare carica adesso. Io carico su quello. Iniziativa. Che c'ha il fucile. Io sparo, quando spara lui così il suono del suo sparo copre il mio. Il tiro di iniziativa. Io nel tiro di iniziativa uso il mio potenziale. Una situazione disperata, c'ho uno che mi sta puntando un fucile addosso. Okay, guadagno un successo per il livello del potenziale. Però per un'azione, sì, posso usarlo per iniziativa? No, per un'azione. Ok. Allora, iniziativa. Agile, chi sarà? Dov'è? No, non lo vedo più. No. Dove cazzo sto? Mi sono perso io. Abbiamo perso l'iniziativa. Ah, eccolo qua. Psiche più reaction. Psiche più reaction? Sì, è la tua capacità di reazione. Di reazione. Diciamo meglio, si può bruciare ego per l'iniziativa. Allora, sì, Madonna! Tre successi e di cui un trigger. Tre successi e due trigger. Vi ricordo che in questa occasione ego. Potete farlo anche ego. Spende, troppo tardi, è già tirato. Massimo 3 punti di ego. Io spendo 3 punti di ego. E con questo sto caricando per farmi sparare. Più, giusto? 3 danni in più all'iniziativa e 3 di più alla prima azione. Io ne spero 3 perché sto facendo la carica su quello col fucile, quindi vorrei iniziare per primo.
poi mi conviene troppo, perché se faccio due tigre con l'arma dopo posso rispavare. Ti posso dire? Ah, che dolore! Ah, oh, che dolore! Ma quanta cazzo di psiche hai? Ho un altro ego. Ah già, vabbè, anch'io, però tre in più. Cioè, io ho due di psiche e due di reaction. Pecca puttana. Ho fatto tre trigger e due successi. Cinque successi e tre trigger. Vuol dire che... vabbè, dite i successi. Vabbè, spendo l'ego anch'io, sti cazzo. Spendete tutti, non vedo perché essere uno. Ho appena ammazzato un muro. Tutto si basa sull'iniziativa. Quindi tre successi. Tre successi di cui un trigger. Due successi? Sì, chi non... Cinque successi e tre trigger. Quattro successi e due trigger. Di cui due trigger. Allora, ci sei prima te, poi te, poi te e poi te. E io sono l'ultimo. Ma come lo di due? No, io ho fatto tre. No, allora c'è prima lui e poi io. Ah, scusate. Niente. Figurati. E vabbè, te hai due azioni. Io carico quello che, l'unico che sta puntando il fucile a me, perché lui ha appena sparato al mulo. Sì. Ok. E immagino che mi vada ricaricato il fucile. O c'ha più colpi? No, no, ha due colpi. E io? No, aspetta, non so, dipende dal fucile. È che il hai. Suo. Il mio fucile ha due colpi. No, e... non è il suo perché è quello di. No, è il suo. Sì, insomma, no, il suo ce l'ha lui, non l'ha mai dato. Modello lo stesso, modello lo stesso. Slots 2? Magazine 4. 4. Hai solo due colpi, però, perché io ho solo due proiettili. Quindi, suca. No, ma io ho il tuo fucile, non è il mio. Il fucile tuo non è quello che ho dato a lui. Lui ha il suo. Sì, ma lui sta attaccando te. No, io sto attaccando Eder. Ah, avevo capito che attaccavi lui perché non aveva appena sparato e non... No, attaccavo Eder perché lui ha appena sparato e quindi non mi può sparare. Eder invece mi può puntare la pistola e sparare. Ah, cioè, okay. Giova sì, d'anticipo. Sì, no, pensavo io. Ok, avevo capito che attaccavi quella che non si può difendere. No, attacco Eder. Con cosa attacco? Attacchi melee perché stai andando in fisico. Giusto. Ok, con lo splayer. Sì. E tieni l'ego. Quindi è melee più body? Melee più body. Tiro così in merda. Lego. Non sei un combattente, sono un ricercatore. Ma sono un medico picchiatore. No, più tre dadi, però. Più tre dadi. Diego, posso usarli sui danni? No, i danni sono sempre fissi. Vedi di colpi, va, che è meglio. Lo dico giusto per regola. I danni sono fissi, tranne per la variante dei trigger che si fanno sul tiro di attacco. Ok. E invece i tre trigger che ho fatto in iniziativa non servono un cazzo? Servono che fai due azioni. I tre trigger. Sti cazzi. Ah, mi danno due azioni. Troia, scusa. Butta via. E scusa. Sono quattro successi e un trigger che però non mi dà il bonus perché me ne servono due. No. Fermo. Se nell'attacco si ottengono almeno due trigger, fa un dado in più. Sì, sì, sì. Quindi ho fatto danno normale? Sì, aspetta, perché io mi difendo. Ok. 4 più 1 più 3. Non è preso la sprovvista. Porca troia. Tu non dovessi guardare. Ho parato, ma non ho fatto il counter attack. Quindi parato del tutto il colpo? Sì. Però è un secondo attacco. Sta minchia. Sempre 4 più 3. Così proprio nel momento d'adrenalina, chi mi sembra dei due più pericoloso? Beh, al momento sei su di lui, quindi switchare okay. Obiettivo. Il secondo attacco non c'ho il più 3. No. Ah no? Solo per il tiro. Allora io sono inutile nel combattimento. Totalmente inutile. Creperai, mi spiace. Io sono l'unico con l'arma melee. No, ho io la zappa. Anch'io ho l'arma melee, non è che... l'hai preso. Non e non può schivare? Eh no, ho già speso l'azione prima. Ah, una sola ne puoi fare. Lui se non fa il trigger, sì. Quindi con 3 il danno è 4, 6. Allora, in questo caso 6. Il danno è 6. Se avessi fatto dei trigger in questo attacco, in questo tiro qui, si e il mio trigger sull'attacco di prima non valeva niente, quindi. Perché è stato parato. Ok, 6. Lascia fa. Ok. Lui vedi che è in cassa mica male. Cioè? Aspetta. È bello ferito. Ah, okay. Non è feritissimo. Sì, gli ho fatto tipo il primo attacco, lui l'ha schivato, poi ho girato la mano e gli ho fatto il colpo con la pinza, facendo e tagliandogli un po' il braccio. Cioè, non gli è piaciuto. Aida. Next.
Aida, chi di loro due mi sta caricando da più vicino? Io, quello più vicino, lui perché vedo. È a fianco di tu sei vicino. Io sto venendo io verso di ho te. Due, in teoria due action in più durante lui il turno. Lui non lo vedi, l'altro no. Che vedi è lui. No, ne fatti due sono in no, fanno due, tre? Sì. Ok, stavo chiedendo. No, scusate, tre, non fatemi dire. Tre è per il counteract, due per... Ah, due per l'azione extra. Ah, quindi è un'azione extra. A che distanza sei Zappatore? Lui è ancora lontano. Lontano, lontano. Cioè, sì. Non lontano, lontano. Però sto venendo dritto verso di te. Non è da corpo a corpo. No, però siccome ho la pistola. Ah, beh, quello sì. Dubbio. Il fucile o la pistola? Ho la pistola io, il fucile ce l'ho in spalla. Ma hai appena sparato al mulo? Con la pistola. Con la pistola. È più comodo sparare con una pistola in qualcuno se ce l'hai lì. E quindi in realtà lo punto. Ciao papino. Ma hai tirato per colpire il mulo? Cazzo. Che vuol dire? Il mulo schiva. Mulo. Ma è un mulo di natura non schiva. Lo vorrei vedere il mulo che schiva. Se avevo metti in cui su agility e dexterity, giusto? No, projectiles. Projectiles, ah cazzarola. Sai quel momento in cui cavallo comincia a il mulo? Vii! Projectiles e agility. Minchia, sei messo meglio di me che in teoria doveva essere il coso guerriero. Il ricercatore guerriero. Ricordati che se. Oh, ne avevo giocato se il ego, devi tirare anche quelli. Altri tre dadi. Altri tre, Quindi va. Hai giocato? Sì. Sì, prima sì. Urca. Buongiorno. 5 successi e 2 trigger. Tu fai qualcosa con la tua. Con 2 trigger. No, è una pistola normale. Una pistola normale. Però con il trigger attivo 1000 via. E ha meno 1 la difesa attiva. Per ogni trigger, ma in realtà per solo in combattimento corpo a corpo. Dove? Guardalo, guardalo, guardalo come cazzo. Assurda, mia cavolata. Ci sono delle regole, vanno applicate. Hai ragione. Come io vedo le regole, vedo i dettagli delle regole da lontano. Vedi la matrice. No, hai ragione. Quanto fai di danno? Aspetta. C'è proprio quella vena di sadismo e gioia nel tuo sguardo. È uno degli unici miei poteri. Lui vede le regole che scendono come numeri di infatti. Lo smooth running. Cos'è? È quello per il coltello però. Smooth running e coltello? Sì. Ok. C'è indicato nelle potenze del coltello. Dello stiletto, sì. Ma non stavo guardando. Stiletto, ok, stiletto. Era quello che chiedete perché non mi ero stato niente. Ecco il discorso che ti dicevo prima. Vabbè, sì, no, è rimasto un solo proiettile nella pistola. Ok. Comunque sono 1, 2, 3, 4. E lui non 5 para. Successi. Non pari. Quanto fa di danno? 9. No, perché voglio darti un pugno se ti arrivo. 9? 9. 9. Più 2 di trigger fa 1. Con la pistola fa 9, io col fucile faccio 6. Sti cazzi la pistola. Sono il primo di trauma, ma per me non conta niente. Perché? Perché per me è solo una ferita superficiale. Perché il mio il primo trauma che subisci? È figo però. Ma lo devi segnare però. Sì, non mi conta come malus. Ok. Adesso se mi spara anche il secondo muoio. Però ecco. Un altro discorso. C'è l'altra azione. No, no, me la tengo buona l'altra azione. Per cosa? Counter attack. Non si può. No, okay. Il counter attack è automatico nel momento in cui però difendi. No, no, counter attack è per poter difendere. Se, cioè, se faccio l'altra azione ora non posso fare la difesa attiva. Esatto. Invece me la tengo buona per la difesa attiva. Ma devi farla adesso per fare la difesa attiva. No, no, quando io l'attacco. Se è all'interno dello stesso quindi quella giro che di ha round. Fatto lui ha consumato la sua azione. Sì. Quindi lui non agisce questo round. No. Ah, ok, come cos'era? Un po' di Star cose. Wars forse, non mi ricordo. Un sacco di no, giochi okay. In tutte le okay. Situazioni a me no sta a me scusa good morning la zappa in mano e cerco di sbatterti la zappa in faccia ciao bello difesa attiva perché va tutto bene ma molto signore mi sa quando l'urukai si trafa io me lì in più avevo usato l'ego quindi in tutto tiro 7 dadi te puoi fare o brawl o difesa attiva con lo stiletto e no stiletto ce l'hai beh la pistola è una mano no non è un'armona. Hai un meno 2. Vabbè. Sì, perché brawl e basta. Prendo due, meno 2 i dadi. Quindi non ti conviene i dadi. Non ti conviene forse. È uguale. In realtà è uguale. Come totale per me, perché è un melee 2. Tolgo meno 2, brawl 0. Fai più danno se riesci a fare counteract. Sì. Quindi. Io so cosa ho fatto, adesso non glielo dico finché non mi tira. Io ho fatto un successo e un trigger. Io santo 1. SBAM! Domanda, se uno fa nessun successo e un 1, un fallimento critico? Sì.
Ok. E... sono 5 danni. Meno 2. No, 5 già contato il trigger. Meno 2 quindi 3. Che schifo che meno 2? Oh, è con la zappa che armor value, assorbimento danni. Ok. Boh, scusate, ma devo chiudere. Sì, sì. Tanto ti avremmo ucciso. Improvvisamente venite tutti stesi da un rumore fortissimo. Il secondo tiro avevi fatto 4 successi di cui 2 trigger. Quindi... io attaccavo il tizio. Alle vostre spalle vedete a un certo punto che arriva il cronista Memo. L'ha salvato da questo attacco. Che poi dovrei attaccare ancora 3-6 per tirare 8 dadi. Sostanzialmente il combattimento viene sedato necessariamente. Vi mettete in sicurezza tra di voi, nel senso che vi tenete a bada. Memo scende, vi dice a voi di controllare cosa succederà, se succederà qualcosa. E di loro due? Tenete gli occhi. Lui scende, dopo un'ora, quasi 2 ore, sentite un rumore assordante provenire dallo schermo, quel muro enorme che avevate visto prima. Io sto tenendo sempre d'occhio loro, però a un certo punto giro verso lo schermo perché sono tutti curioso. Tutti vi girate, anche voi, sì. Per un attimo abbassate tra virgolette le difese e vi concentrate tutti sullo schermo. Il rumore che si sente è un doppio no, surround. Rumore... ti immagini che merda se esce la d'Urso? Maria, io esco. Distruggiamo tutto, radiamo al suolo la palude, villaggio, Bergamo. Non mi rovinare il finale. Veramente, aspetta. È un sullo schermo compaiono delle luci bianche e nere intermittenze, rumore fortissimo, scompare tutto, compare l'immagine di una città come se voi stesse volando sopra questa città. La cosa vi lascia completamente senza fiato, non avete mai visto una roba del genere. Poi su un mega schermo della Madonna, su un mega schermo non avete mai visto soprattutto una città così, con dei palazzi enormi, luci ovunque, colori ovunque, gente che voi non pensavate nemmeno esistesse tutta nello stesso posto. Ultra HD il monitor 12k, un po' polverato però. Oddio, se siamo nel 2070 12k. Improvvisamente sparisce tutto, rumore, luci e nere, sparisce ancora tutto, compare una donna che vi guarda, è vestita in abiti molto strani, voi non avete mai visti, però vi danno comunque un'idea di eleganza, tipo annunciateci del TG. Vi guarda. Questa mattina si è tenuta l'ennesima manifestazione del gruppo Valore Vita, che contesta la ricerca genetica, protesta che si è acuita dopo lo scandalo Bonifacius. Improvvisamente salta ancora tutto, ricompare nuovamente un'altra immagine, ma tipo feed? Si sta cambiando, che canale, cambiando canale per dire, oppure solo che si spegne e si riaccende. Interruzione. C'è questa volta un uomo simile per certi versi, elegante, esatto, come aspetto alla donna. Anche lui vi guarda. La situazione in Africa è ormai fuori controllo. Ricordiamo infatti che ieri il Pasteur Institute di Parigi ha annunciato che la forma aggressiva di HIV, che si sta spaventosamente diffondendo tra la popolazione, è in realtà una nuova forma di HIV, che è stata definita come HIV-E, ossia HIV Extreme. A seguito di questo annuncio, le popolazioni africane hanno assaltato le ambasciate americane, incolpando gli Stati Uniti di aver creato questo nuovo virus per indebolire la grande Africa dopo che la sua gente era riuscita a sconfiggere l'AIDS. La risposta, la frase viene interrotta nuovamente dal rumore bianco e luci. Scompare ancora tutto. Questa volta compare un'immagine fissa, statica, nessuna persona in sovraimpressione. Notate, una... due animali abbastanza strani. Tu qualcosa ne hai sentito parlare? È sostanzialmente un elefante e un mammut. Ti sembra più familiare il mammut, per quello che ne hai sentito parlare. È ormai una notizia ufficiale. I ricercatori sono... questa è una voce di sottofondo. Anche questa cosa di sentire delle voci che senza una persona davanti vi lascia... sì, e la voce da dove esce? Dallo schermo. Fisicamente vi sembra che arrivi tutto dallo schermo. È ormai una notizia ufficiale. I ricercatori sono riusciti a far nascere un esemplare sano di mammut. Tempo fa, in Novaya Zemlya, nel mare di Barents,
un gruppo di ricercatori aveva rinvenuto sotto lo strato di permafrost i resti di un mammut della specie Mammutus primogenius. Da allora il DNA dell'animale è stato oggetto di ricerca da parte di numerosi studiosi di tutto il mondo, finché il laboratorio genetico Frantic Lab di Helsinki è riuscito a impiantare un ovulo transgenico nel corpo di un esemplare di elefante femmina che settimana scorsa, il 4 dicembre, ha dato vita a un mammut, il primo esemplare vivente dopo 10.000 anni dall'estinzione della sua specie. Oggi i ricercatori, dopo tutti i controlli necessari, hanno inviato un comunicato stampa che dichiara ufficialmente che l'esemplare di mammut è sano. I ricercatori, sebbene entusiasti, cercano di essere cauti e non escludono l'insorgere di eventuali problematiche nelle prossime settimane. E pertanto, nuovamente rumore bianco. Questa volta l'immagine ritorna ed è bianca. L'immagine è completamente bianca, ma distorta. Mentre prima tutto sommato era abbastanza definita e anche l'audio era molto definito, questa volta vedete l'immagine bianca che però continua a modularsi su se stessa e un rumore di fondo molto disturbato. L'inquadratura è completamente bianca, non vedete quasi nulla, se non a un certo punto in lontananza avete una figura che entra all'interno del campo dell'inquadratura. Fate fatica a distinguerla perché prima di tutto è lontana, ma soprattutto la distorsione dell'immagine non vi permette di definire i contorni della forma stessa. La creatura si avvicina, è umanoide, ma ha tre teste. Si avvicina e vi guarda. A un certo punto inizia a parlare, ma il discorso è completamente distorto e non riuscite a percepire nulla. In basso allo schermo, quello enorme, compare in sovraimpressione un altro schermetto più piccolo e vede il volto di Memo. A un certo punto sembra anche lui parlare, dire qualcosa, e i due sembrano iniziare un dialogo tra di loro, che però per voi è intelligibile. La cosa va avanti solo per qualche minuto e improvvisamente nero. A questo punto io tiro l'ultima zappata sulla faccia di Aida. Da lì in poi Memo è scomparso, nessuno ha più saputo nulla. Se scendete e interrogate la creatura che vi dice di aver visto dalla porta il dio mascherato e che a un certo punto non vi sa più spiegare nulla, entra in uno stato confusionale. Io prendo appunti su tutto quello che ho visto, ignorando loro. Le notizie che di fatto raccogliete da qui in poi è che nelle prossime settimane un gruppo di persone simili alla creatura che avevate trovato sotto nel sotterraneo si sono raccolte in questa zona. Di Memo non si è saputo assolutamente più nulla. I vostri personaggi cosa hanno portato a casa, tra virgolette? Te, tornato in città, ovviamente disperato perché non c'è più il tuo datore di lavoro, cioè nonostante dopo qualche mese e bianchino, ma neanche tu, perché beh, io scomparsi i soldi, scomparso io con lui anche cercherò di, visto che è l'esperto della palude, se torniamo tutti poi vivi in città, cerco di farlo pagare, ingaggiare dal campo spitaliano per andare a fare le ricerche nella palude, le falde acquifere, che lui la conosce bene, e anche sia perché mi sta simpatico e poraccio non ha preso una lira. Ecco, in realtà dopo qualche mese arriva un sostituto di Memo che ritiene necessario di pagare comunque il debito. E comunque tu sei stato pagato, tu sei già ricco a vendere torba agli spitaliani. Vabbè, divento più ricco. Te e lo scrapper, te hai capito che già eri uno che era portato verso il futuro, diciamo, di costruire qualcosa di nuovo. Ti sei reso conto che se tuo fratello invece guardava molto al passato, tutto sommato non aveva ragione, o meglio, è giusto guardare nel futuro, ma non bisogna scordarsi che c'è qualcosa nel passato che, se anche magari non è davanti ai nostri occhi, può sempre riemergere, e se non lo conosciamo abbastanza non riusciamo a gestirlo. Certo. Te qualche dubbio in più su quella tua teoria ce l'hai, e effettivamente, come hai detto tu, da qua in poi avrai qualche idea di dove andare a parare, ma soprattutto tu sarai ossessionato dalla figura di questa creatura a tre teste. Sì, ma infatti studierò quella. Non è, eccetera, un Homo de Genesis. Questo ti lascia. Già. No, vabbè, ma chiaramente
farò una ricerca di tutto quello, pubblicazioni a... in capitale. No, però appunto il dubbio iniziale poteva essere che fosse un uomo di Genesi. Ok, no, 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 di Genesi. Ma tre teste tipo Ettina, tre teste oppure deforme, come se fosse delle mutazioni strane? Allora, ti sembravano abbastanza simili tra di loro, però ripeto, l'immagine era molto distorta, quindi i contorni erano l'unica cosa che hai visto, che aveva tre escrescenze. Niente, ma lui voleva avermi ammazzato. No, io non ti voglio ammazzare, ti voglio menare così tanto da farti rinsalire e poi ti trascino di forza. No, io invece l'altro probabilmente l'ho ammazzato. Te comunque. Anch'io. Vabbè, te sei rimasta. Vabbè, allora ammazziamo. Avevamo due attacchi, due azioni in più noi. Avvisi comunque il tuo culto, perché effettivamente quello che è successo secondo te è esattamente l'avverarsi di una profezia. Il fatto che tutto sommato sia stato scavato un qualcosa ed è stato portato alla luce. Non è uscita dalla palude. Beh, tu la lasciava viva. Io. Ma lui si vede che l'ha finita poi. Io ho sparato. Vabbè, questo è... L'ho avvisati lasciando un messaggio inciso nella corteccia di un albero. Anche se torna in città ci torna perlomeno zoppa. Questo non vi dico che la uccidete perché non sarebbe corretto. Va bene. No, però diciamo che sceglieranno quindi... gli ascoltatori, siccome è finita nella loro mente, ma vorrei solo ricordare che io e lui avevamo ancora un'azione completa prima che toccasse a loro. E poi... Comunque, nel caso ti riuscisse a sopravvivere... Ecco, mi piace. Nel caso. Hai portato, tra virgolette... Messaggio. Cioè, il tuo obiettivo, tra virgolette, è soddisfatto. Nel senso che hai... Già il fatto stesso di aver visto con i tuoi occhi che la profezia è vera ti tira in cuore di più nelle capacità del tuo veggente. È ovvio che però da qui in poi il tuo obiettivo è riuscire anche tu a capire chi è l'uomo a tre teste, cosa è successo a Memo, perché potrebbe esserci un pericolo latente in zona, e stare molto allerta. Il veggente a quel punto ci sarà da capire. Magari finisce che torna in città cieco, cieca e zoppa, e divento la veggente numero due. Il punto adesso starà a voi come Stormo capire se restare in zona per capire cosa sta succedendo o cambiare aria. In questa zona la torba fa male. Fa un fumo denso. La zappa per la torba fa male. È finito. E grazie a Stefano di questa partita The Genesis, a cui giocheremo un po' sicuramente lunga, un'altra volta. Ecco, il taglio è stato molto esplorativo, meno fisico. Ma in realtà, l'importante è che in realtà che ci ascolta l'ambientazione. Si, che presta, la veramente, si presta veramente a tante declinazioni. Il tizio era un combattimento? Era di solito la creatura. Allora, la creatura, io con tutte le partite che ho fatto, normalmente è stata sempre comunque aggirata, non in questo modo, ma comunque non è mai stata massacrata a sangue freddo. Ho trovato però due gruppi che gli sono andati a menare direttamente proprio. Non quasi, ma non hanno aspettato più di tanto. E io ero lì. Qualcuno che non ha fatto la cosa seguendo la profezia. Allora, in moltissimi hanno iniziato a smanacciare sulle tastiere. Voi siete i primi che si sono effettivamente attenuti a... Vabbè, c'avevamo quello lì che minacciava con la zappa tutto il tempo. Diciamo che ci ha tenuti ancorati a quello che c'era da fare. Oddio, io non ero... Qualcuno invece ha rovinato la cosa credendo alla profezia. Tipo che quando ha visto sotto ha spaccato il generatore, ha distrutto lo schermo, no. Te sono curioso. Gruppi di bambacioni. Io volevo spaccare lo schermo, però poi sono uno scienziato. Ecco, poi ovviamente essendo una demo... un minimo di chiusura nelle scelte ci doveva essere qualcosa, perché... Ma proprio perché questa era solo una demo, in realtà. Quante gente hai visto tradire tutto il gruppo? No, è la prima volta. Strano, non l'avrei mai detto. No, vabbè, l'ho detto. A me sembrava perfettamente adatto. Perché sei manto. Personaggio. No, ma allora, l'interpretazione ci sta, non era necessaria in questo senso. Ma è manto! Il punto era che a un certo punto la mia domanda che mi ponevo è uno: stiamo facendo esattamente quello per cui in realtà il mio clan ha messo in avviso, boh, mi... No, ma infatti l'interpretazione è stata corretta.
altri in quel caso qui hanno aspettato un po' di più per capire cosa stava effettivamente succedendo. Sì. Quindi a quel punto gli eventi okay, no, sono... Qua è una questione di chiusure dei tempi, cioè nel senso anche visto l'orario ho detto o la faccio sì, adesso no, non ma, la faccio più. Ma ci sta anche comunque come... come personaggio spazionata. Comunque MR Eder è certamente ammetto morto. Che in effetti... È certamente morto. Sì, ammetto ma... che in effetti il tuo personaggio è stato introdotto in realtà dopo per gestire anche gruppi... dopo la play che mi chiedevano più numerosi, quindi è stato tra virgolette un'aggiunta. Sì, è pericoloso perché ovviamente come personaggio allora, spassionatamente io ci ho pensato è quello che sta a seccare il cazzo agli altri e poi diciamo che a lui gli è andata anche un po' di sfiga di base perché abbiamo visto su quanti personaggi c'hai prefatti. Erano 5. Noi abbiamo scelto proprio quei 3 completamente opposti alla sua credenza. L'altro era Fratello, che era un po' più scrapper. Più un testa calda. Cioè, spassionatamente io probabilmente su una cosa più lunga avrei cercato di convertire qualcuno di loro alla mia idea invece di fare il tradimento e quindi semplicemente spingere il gruppo. Sì, sono un po' tutti i difetti di una demo. No, ma infatti non ci sta. Comunque, cioè, era per giustificarmi e fare lo stronzo, perché veramente... No, ma ci è stato benissimo. Mi piace, secondo me, come io ho sempre detto, un sistema, poi chiaro, è totalmente diverso, ma alla vampiri... Senza le rogne di vampiri. Col dado da 10 è una merda, col dado da 6 funziona benissimo. E senza gli uno che annullano il mondo. Sì, poi il mio obiettivo qua non era tanto spiegarvi tutto, farvi vedere tutto, ma darvi degli elementi per avere curiosità e andare poi voi effettivamente a ma poi ci giocheremo sicuramente. È un anno che ci volevo giocare, quindi... anzi più di un adesso anno. C'hai l'intro, sai come funziona, esatto. Ci possiamo giocare. Un'ultima cosa volevo chiederti... che la mia domanda principale del cazzo che faccio sempre ogni volta che viene qualcuno: non è tollerabile che un fucile faccia meno danni di una pistola? Sì, quello è un po' è un po' strano. Ok, che è stato disegnato da degli artisti più che da dei cosi, però la domanda mia è adesso io sono non è che dipende dal tipo di pistola e dal tipo di fucile. Sì, adesso non mi sì ma la tua è una 9 mm, non può essere meno di un fucile, no, a meno che non sia un fucile della Nerf. Il mio fucile da caccia. Un fucile da caccia non può fare meno danni di una pistola. Dipende da quale fucile da caccia. Allora, a meno che non sia segnato 60, male. 160, dipende dal tipo di fucile da caccia. Ecco, no, con un fucile da caccia una 9 mm, no. Dipende da non sono il più grande se vai a caccia di uccelli, spari la spalinata di pallini e se mi spari da vicino mi fai malissimo. Se spari da lontano mi fai. Ma se ti spara da vicino ti apre. A quel punto diventa. Ma non c'è la differenza. No, diventa difficile gestire differenza. Allora, i fucili hanno uno step dal più sega a quello subito dopo notevole, perché passano da 6 a 11 secco. Sì, ecco, considerate poi le pistole invece fanno 7-9. Quindi le pistole fanno bene o male tutte più o meno lo stesso coso. Minchia, fucile... lui quella da 9 c'ha e lui c'ha il fucile quello per cacciare i bambini. Ma anch'io c'avevo il fucile da caccia, ma il fucile da caccia, come giustamente dice Matteo, è il fucile con i pallini. Perché... Sì, ma il fucile di pallini se gli spari da vicino uno gli ha, lo apri. No, 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 non no tanto. Dipende se dal tu, tipo di se tu vai a Brescia e ti fai lo schiedo con Polente e Osei, gli spacco i pallini, sono i pallini di piombo e non fanno a pezzi un uccellino che è grosso. Come no, questo quelli collo di bottiglia con le retine, però vabbè. No, un vero anche quando li prendevano con, no, i, con no, i pallini, non ne sono tanto contento. I pallini di piombo sì, non fanno a pezzi un uccellino che è una roba grossa così. Diverso è se vai a caccia col fucile alla cinghiale. Col fucile alla cinghiale apri in due una persona. Infatti, lo shotgun fa 10 danni e un fa scatto in più della pistola da 9 mm. Cioè, qui c'è il fucile da cecchino che fa 11. Un fucile da cecchino fa 2 danni in più di una pistola a 9 mm. Però cambia la però c'è il trailblazer che ne fa 35. E cos'è? No, 14. È quello degli elvetici. Sì, comunque un po' poco fanno i fucili rispetto alle pistole. Anche vabbè, poi non so che quel pistola è la sua. Era andare a rompere il cazzo allora, proprio. Bisognerebbe perché non ho trovato nient'altro. Le altre caratteristiche dell'arma. Allora mi va bene. Che sono la distanza. Perché a un certo punto le armi diventano semplicemente rappresentative di un diverso modo di combattere. Non possono essere realistiche. Quindi, adesso io non lo so. No, ipotizzo una. Se vai a gestire altri elementi come distanza a cui puoi colpire, incrementi, tu mi fai una differenza minima nel danno, ma una differenza domandona, maggiore. Come funziona l'avanzamento? Allora, l'avanzamento, ma anche il costo cambia. Perché la pistola costa molto di più del fucile.
Oh, l'avanzamento è un po' tra virgolette particolare, nel senso che in realtà, come vi dicevo, non c'è una spesa di avanzamento di livello. Alla Warhammer, quindi sali con di abilità e professioni. Però anche mentre Warhammer ti apre di fatto all'accesso ad abilità particolari, cose di questo tipo, qui è un po' più mitigato, nel senso che si ha un avanzamento non necessario peraltro all'interno della struttura gerarchica del proprio culto. Dico non necessario perché di fatto ci sono degli step con dei requisiti che ti permettono di accedere. Ok, ma io come alzo queste? Qua spendi i punti esperienza. Ok, tipo la sessione adesso quanti punti esperienza sarebbero? Adesso ovviamente non li avevo previsti, no, sparandoli però po'. Più o meno sessione fai un 3-4 e le abilità ti costeranno immagino il livello superiore. Allora è come vampiri, è un per qualcosa, okay. A seconda di cosa stai andando, se stai andando su ego, se stai andando su diciamo diverso. Che a seconda di quanto hai alcune abilità prioritarie, okay. Altro meno il punto è che accedendo appunto a livelli di gerarchici superiori non necessariamente hai dei vantaggi in termini di abilità, ma quanto di status all'interno dell'organizzazione. Che poi si traduce in parte anche nell'equipaggiamento. Quando già c'è un'armatura che invece di 2 c'ha 4, te cambia la vita. Io non avevo armatura. Guarda, idealmente vista è così, a me dà proprio quella sensazione del una versione rivista di quella cosa che quando guardavi i vampiri la prima volta dicevi: ah, che bella idea! Ma cazzo, si è implementata di merda. Qua tolgo tutte le cose brutte. Ad esempio, qua la soluzione è un devo tirare delle cose. Ha senso questa più questa? Tiro, vedo come. Sì, diciamo che l'hanno asciugato. È stato asciugato un po' per renderlo molto più funzionale. Perché non è, di base non abbiamo mai pensato, credo, nessuno di noi, che il sistema di base, l'idea di vampiri fosse brutto. Qua l'idea no, era solo il dado da 10. Il problema noi abbiamo sempre detto e un paio di altri elementi. Ci fosse un dado minore anche da 8. Il punto anche in vampiri è che con tutti i poteri, eccetera, eccetera, i combattimenti col andare del tempo diventavano molto. Sei arrivato alla seconda domanda che devo fare. A scalare dell'avanzamento, come. Beh, i punti ferita non credo che aumentino, quindi. La mortalità è sempre quella, quindi di fatto una volta. Già, non c'è quella cosa del barra no. X. Cioè, quelli sono i tuoi punti ferita e saranno per sempre i punti ferita. No, vabbè, aumentando il body, così qualcosa che aumenta, ma non hai un aumento esponenziale come i vampiri. Quindi la mortalità è sempre quella, quindi il combattimento tendenzialmente non durerà mai più di tanto, perché comunque... Hai solo che stima qua dentro. Perché comunque credi. E non importa, sei morto. Ma chi se ne frega? Non sai che a me non frega una pippa di rimanere in vita? Lo sappiamo. Lo sappiamo, per quello giochi così. Sì. No, mi piace giocare Dangerously. No, io gioco soltanto hardcore. E sul Dangerously io ringrazio di nuovo Stefano per averci fatto provare The Genesis, a cui sicuramente giocheremo un'altra volta, anche per far giocare Gianni e Claudio, che non sono stati qua stasera. Io sono per quello non li farei poi giocare. Poi poretto Claudio, veramente la mini coglioni. Anche perché io ti devo ringraziare, perché grazie a te Claudio, l'altro che doveva venire a giocare, mi deve un favore. Perché è vero. Io gli ho detto: guarda, se no siamo in troppi, sto fuori io. Perché so che tu ci tieni a giocare a The Genesis. Grazie, oh, ti devo un favore, eccetera. Poi se un impegno di lavoro ti ha portato via, il favore me lo devi lo stesso. Vero, Claudio? Giusto, giusto. E chiuderei anche con un complimento verso le birre, perché mi sono piaciute molto. Per ecco, sì, esatto. E grazie mille, Stefano. Dove ti possono trovare? Dove possono trovare la community? Niente, banalmente su Facebook ci trovate sotto la community The Genesis Italia. Se masticate l'inglese o il francese, c'è la community internazionale che banalmente si chiama The Genesis, che è quella che raccoglie un po' tutti i fan in giro per il mondo. E niente. Anche a me mi trovate sostanzialmente su Facebook, Google Plus, dove volete. Seguite anche la pagina di Weird, perché l'edizione italiana sarà curata da loro, quindi se volete delle news sull'edizione italiana dovete seguire loro. E io comprerò l'edizione italiana. A Lucca di fatto ci sarà l'annuncio del Kickstarter. Io già, perché per brutta esperienza sulle traduzioni italiane starei lì a fare il puntiglioso e rompere il cazzo. No, ma io prenderò la versione italiana, perché allora è un manualone gigante che ovviamente giocandolo e poi non masterizzandolo, perché lo farai tu, probabilmente non me lo leggerò tutto come molti manuali, però quindi magari l'italiano lo faccio un po' più veloce in più, perché poi mi diverto a vedere se fanno le differenze. In realtà ne parlavamo prima della puntata proprio con Stefano, dato che questo è un manuale che è curato nel minimo dettaglio fino all'ultima infatti per quello era antichia grigia sullo sfondo di una pagina a caso che sembra a caso e non è a caso, e quindi
c'è da un lato della paura di quello che potrebbe essere fatto, ma dall'altro lato Six More Vodka è un gruppo sicuramente sì, molto attento, molto attento. Sì, sì, hanno già detto che faranno copertina flessibile. Certo. Rimpagineranno tutto, cambiano le rimpagineranno tutto con InDesign. No, chi con InDesign direttamente con Word. Meglio ancora Publisher. Perché mi hai ricordato la sua Paint, no, a sto punto. Ci aspettiamo sicuramente un buon lavoro da parte della Wired. Assolutamente. Beh, sì. Anche perché Six More Podcast, oltre a questo manuale, ha buttato fuori quei due trailer che abbiamo fatto vedere in settimana, che vi rendete conto della cura e della qualità che ci hanno messo dietro al prodotto, quindi sicuramente non saranno belli disegni con... non staranno lontani mentre qualcuno mette le mani sul loro prodotto. No, su quello posso esserne, cioè, ti piacerebbe. Però, diciamo, mi piacerebbe essere questo, ma e invece no, invece è rimasto. Beh, anche, comunque, però c'ha il muscolo. Anche tutti i manuali che sono usciti successivamente, la cura vi assicuro che è... ma proprio la paragrafazione, tutto è proprio curato, no, tutto. Quello che dicevo sull'antichia grigia è vero, se tu guardi gli sfondi delle pagine sono tutti diversi, sono fatti pagina per pagina in maniera quasi artigianale, e anche alcune immagini hanno degli elementi che, se tra virgolette studiati, vi danno qualche indizio sull'ambientazione. E poi devo essere sincero, la prima volta che l'ho guardata, a parte averlo come tutto, cioè bavato, vabbè, per vari motivi, però c'è avuto quel passaggio del... com'è che tutte le donne sono in versione gnocca nuda anche qui? C'è sta cosa perché, che io la prego, perché sono designer. No, perché Marco Djurkevic arriva dai fumetti. Ah, e quindi, ecco, bastava quello. Di conseguenza. No, è che gnocche sono gnocche. Cioè, non sono neanche particolarmente finte come physique. Però sono proprio... non sono finte per quello che fanno, probabilmente. Ecco,